Brava, brava, brava. Brava. No shine, baby. C'è ansia. 0833. Vecchio stile. Come cazzo fa? Lavoro sodo per garantirmi un futuro. Non accetto il tuo aiuto, piuttosto di gettone l'umido. Tra mille storie fatte, frasi dette in luogo pubblico, tu pensi io sia l'unico che possa darti tutto. Meglio perdersi d'animo che andare in panico. Lotto con me stesso come Leonardo DiCaprio. Ho la coscienza a posto ma non posto ciò che indosso. Piuttosto faccio il contrario, dono solo a chi ha bisogno. Spesso perdo il controllo, ma a volte son sereno. Se vieni qui da me, baby, ti trascino all'inferno. Nella vita ho dato troppo, a chi merita va ben poco. Sono fiero di chi sono perché vado dritto al sodo. Può fermarci, prova a darci un ergastolo, ah, al massimo, ah, ce ne andiamo al nord. È una vita che sta merda, però la mastico, ah, tu sei plastico, ah, come l'ultimo drop. Lavoro sodo per garantirmi un futuro. Non accetto le tue scuse, sbaglieresti fin da subito. Tu pensi io sia timido solo perché son piccolo. Qui l'apparenza inganna, non fidarti di un amico. Io non mi fido di chi soffre d'astinenza da social, di chi prima di mangiare deve postare una storia, di chi compra un po' di follower per andare di moda. Io ne ho meno di 2000 e mi supportano in zona. Non voglio che un macchine a fuoco tutta a casa. Mamma sa sintu da fiacca, c'è puzza de latta. L'hanno uccisa al nasoro e n'hanno fatta la linguaccia. Peciù degli animali, spero marciscano in gabbia. Mi godo il panorama dalla finestra in pigiama. Sto comodo full time, felice come camper jama. Sto sul cavallo di Skyrim mentre scalo la montagna. Prova a dirmi come stai e ti risponderò una macchia. Fermarci, prova a darci un ergastolo, bella, al massimo, ah, ce ne andiamo al nord. È una vita che sta merda, però la mastico, ah, tu sei plastico, ah, come l'ultimo drop. Sta bene, fratello? Yeah, 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 Lil Daggy sul beat. Ok, lo shine, baby. Era come una triste, guarda lo star. Quando ti cercavo non c'è rimasto. Conta da di non c'è più. Dai, Gunter, dai, fratello. Pensa a lei everyday, non sa quante volte ho pensato a te. Baby, ti chiedo se esci, perdonami se sono stato cattivo con te. Non eri me, vali più del cash, vali più dei vestiti che compro per lei. Il nostro amore vale più dei gioielli, che ne sai te. Quante volte ho sognato di stare in una suite privata con lei. Sogno di volare, sì, son jet, ma con i friend mi fa male sapendo che nel mio letto, non c'è lei, mi manchi assai. Non so come fare, mi preghi di restare. Ora che non ci sei più, guardo le nostre foto in loop. Il mio cuore dopo la tua perdita ha subito un lutto. Te ne sei andata senza neanche darmi un saluto. Ho perso te, ho perso tutto. Ho fame però rimango a digiuno. Sei bollente come giugno. Ora sono triste e guardo lo sky. Quando ti cercavo non c'eri mai. Con te baby on fair play. Penso a lei. Ok, il nostro amore valeva tanto quanto un sogno mai realizzato. Un po' come il tuo primo bacio o la mia prima volta sul palco. Abbiamo preso le distanze, non risponderò a quel messaggio. Tu mi hai detto di fare il bravo, ma già archiviato la tua chat. Sei solo un flashback, disturbi la mia psiche. Non riesco più a dormire da quando baby mi hai detto no, non siamo compatibili, stupidi, vicoli. Ma tu sentimento veri simili, alla bimba, bella fratello mio, come stai? Sì. E per questo ora sono solo. Sto scrivendo rime su rime sopra un cellulare rotto. Lo sai che non lo trovo giusto vederti in giro con quello stronzo. Non mi rovino mica la vita, ho la tua amica tra le mie foto. Ora sono triste e guardo lo sky. Quando ti cercavo non c'eri mai. Bella mano, come stai, bello mio? Con te baby on fair play. A posto, sì, come stai? Penso a lei everyday. Ora sono triste e guardo lo sky. Io sono Carlo, sguardato. Io sono Carlo, sguardato. Quando fa quel movimento, però io con te al mio fianco, io mi sento.
sentivo protetto, non per mancanza d'affetto, ma per il semplice fatto di un pensiero a caso. Giriamo in strada mentre fumo, guardo il cielo, non per mancanza di te, ma per la perdita sì del mio tempo. Mano, grazie, quella grazie, notte ho avuto problemi di cuore, l'era bella, io ero sbronzo, fra zero interruzioni. È passato più di un anno dal giorno in cui mi hai stregato, ora che tu sei al mio fianco volevo soltanto dirti che... Starò con te, ma non dirmi che te ne andrai. Lo sai già che con me non ci sarà mai una doppia chance. Ovunque vai, starò bene, con voi. Te, ma non dirmi che te ne andrai. Lo sai già che con me non ci sarà mai una doppia chance. Con te al mio fianco tutto ciò che provo si tramuta in musica, perché tu sei la fonte di ispirazione più pura, l'unica che mi consola ma che poi non dubita. Per ciò che dico e ciò che ambisco, baby, tu sei la mia cura. Vorresti girare in centro mentre ti tengo per mano. Lo sai che sono devastante, frappato le bombe a gratto. Porca puttana, regà. Ultima notizia: Gianni Petrucci, grave incidente stradale per il presidente della Fiderba, è finito una scarpata in auto con la moglie. Cioè, il grande Gianni Petrucci, regà. Ma che stiamo a scherzare? Porca troia, ma che davvero, regà? Fate? Gianni Petrucci, incidente in auto, è grave, ricovato al San Camillo. Morca puttana, regà. No, vabbè, regà. Ma questa io me la ricordo. Io so che questa storia ha dell'incredibile, per quanto sia schifosa. Mamma mia, che macello. Sì, ultima notizia, regà, del giornale adesso, regà. Gianni Petrucci è finito in una scarpata a Roma con la moglie in gravissime condizioni, sui giornali, dice. No. Porca puttana. Madonna santa. Vabbè, regà, vabbè. Ma che volevamo fare, eh? Volevamo fa... Che volevamo fare? Potremmo fare un cazzo, raga. La vita è questa, raga. Vabbè, iniziamo, va! I don't care.
spazio, vero? No, quanto ti ha perso le puntate? Non ti mi sono, freestyle. Dici non rime paranoia perché a scuola come purista Nessun vorrà un tryharder che ti tappa. Finisci con Gigi, sono un purista, motherfucker. Motherfucker! Sulla faccia, groove sulla mappa. No, questo, ho Dick Dastard che è sulle braccia. Più che brano una minaccia, ascolti te lo spiego. Golve viola nera in giro per le strade di Inter. Ora sta tutto vero, ti premano ci spero. Vivo per la strada e moriremo al cimitero. Corri grossi rischi se tu vieni verso groove. Sentirai click clack. Sentirai click clack, boom boom, tutti in caffetteria. E come stavo, Trini? Tutto bene? Oggi è sabato, la Roma ha appena vinto il derby. L'Arsenal sta vincendo 3-0. Questo è l'anno dell'Arsenal. Basta che vi guardate una live di settembre. Vi avevo detto che quest'anno era l'anno dell'Arsenal. E li avrei mostrati nella live che mi sono perso. Tutto a posto, poi il sabato in tua compagnia ancora meglio. Bello, no, grazie a voi, grazie di esistere. Allora, briga. Una cosetta al volo, Carlo Squartato, morto di fame, senza una lira, senza un futuro, senza una casa, senza uno sbaglio. Insomma, Carlo Squartato sta rovinato, sta molto rovinato, sta molto rovinato. C'è da dire una cosa. Allora, brigata, vi devo dire una cosa, vi devo dire una cosa. Io oggi vi ho scritto su Telegram, allora, mi sono stati proposti 4 giochi, ve lo dico subito. Vinto Roma, vinto l'Arsenal, domani vince anche il Monza. Con chi gioca il Monza? Non lo so. Allora, brigata, per chi non l'avesse letto sul gruppo Telegram della brigata, mi sono stati offerte 4 chiavi. E Euden Chronicle, 100 Heroes, un gioco che ho visto, vabbè, Sandland, Stellar Blade e Top Spin, gioco di tennis, 2K25, che escono adesso, stanno per uscire, deadline domani alle ore 20, domenica 7 aprile, quindi o li prendiamo tutti e 4 questi e li portiamo in live, o ne scegliamo qualcuno, come vogliamo, siamo i padroni di casa. Euden Chronicle, Sandland, Stellar Blade. Allora, il tennis lo escluderei. Gioca a tennis in live non mi pare tanto per la quale. Stellar Blade, ho letto che qualcuno ha scritto sul gruppo Telegram. Dice, no, aspetta, mo ve lo dico, che ha scritto? Alex ha scritto, Stellar Blade assolutamente. Sandland anche dopo, ma devi piacerti il genere, Marie. Quindi che facciamo con Napoli? Monza, vabbè, ma Napoli, cioè, Napoli è una causa persa ormai. Cioè, Napoli sta una presidente da Atalanta. Se perde domani, ha già cambiato 3 allenatori. Poi, detto questo, è la prima cosa che bisogna fare quando si entra in città: mettere i like alle new entry su Tinder, vedere Instagram. Mi pare Doctor Disrespect questo. Io non riesco a capire, ma. Ma c'è i baffi? Raga, io non ci vedo bene, ma vedete i baffi voi su sta foto? Io onestamente non conosco nessuno di questi giochi, quindi non saprei che consigliare. Nemmeno io, Trini, li conoscevo questi giochi. Sono nato su YouTube, me li so visti, e te devo essere sincero, non mi è piaciuto nessuno dei quattro. Nessuno dei quattro. Ma Manuante dice Stellar Blade, te l'ho scritto io, Maria. Stellar Blade ha tanta roba. Allora, ha un volto molto ambiguo. Mi sembra più un kebabaro in bikini, mi sembra. Però vabbè, magari la foto non rende... La foto non rende, diciamo, tutta la questione. Detto questo, io vedo solo una cosa. Se ci stanno le mie nipoti in gioco. Allora, vediamo se ci stanno le mie nipoti in gioco. Vediamo. Ah, nipotina Nikita. Nikita non ci sta. White. Non ci sta. Potremmo pure uscire. F8 quit. Brigata, giochiamo a Call of Duty? Giochiamo a qualcos'altro? Che facciamo? Sicuramente il nostro amico direttore non ci sta. Il direttore è fuori per lavoro. Il direttore è fuori per lavoro e non sappiamo neanche per quanto tempo. Vediamo se ci sta Gagliostro, che si chiama. Domanda bene un sacco. Oggi dobbiamo fare i sorti. F. Non è neanche lui muscoloso? Non è lui? Forse è lui? Non c'è neanche Gagliostro? A sto punto direi. Vediamo se c'è. Neanche Pimpetta c'è. E. A questo punto è una Vanilla. Se mandiamo tutti i soldi d'azienda, Vanilla. Che dite? No, raga, andiamo. Oggi andiamo a lavorare, raga. Oggi andiamo a lavorare. Ma come non c'è nessun veicolo in questo caso? Ma che cazzo dite? Ma che state a scherzare? Allora, andiamo a Pia subito. Mamma mia, sto tossico. Allora, briga! Prima cosa, no, oggi dobbiamo, regà, dobbiamo, oggi dobbiamo fare un sacco di soldi. Ma veramente, regà, dobbiamo fare un sacco di soldi.
Cioè ci servono almeno 50.000 dollari, 100.000 dollari oggi. No, raga, ci servono i soldi, raga. Oggi è sabato, stasera Albanina ci sarà il panico, quindi... Noi dobbiamo fare in modo di venire fare i soldi, raga. Ah no, porca puttana, raga, aspettate. Prova. Vai e posa quella pistola. Allora, il magico non lo potremo prendere, raga, perché è buggato. Raga, il magico è buggato. Ogni volta che salgo dentro il magico si attiva il microfono de... Quindi non posso parlare con voi. Vabbè, però se Carlo senza il magico... No, il tassinaro mio, ma Kevin diceva che il Vanilla deve ancora i soldi della lotteria. Davvero? Quanto ci deve dare, lo sappiamo? Vabbè, ma non mi piace il furgoncino, Giangi. Allora, andiamo a fare un po' dei preparati, va. Come stiamo messi qua, roba? Ci abbiamo 1, 2 e 2. Ci abbiamo 3 cose da mangiare e una da bere. Vabbè, questi li abbiamo per noi. Andiamo a fare un po'... Oh, ieri abbiamo venduto. Abbiamo fatto comunque 5.000 dollari ieri. Non è male, non male, non male. Andiamo al 4.30. Prepariamo un 20-20 e andiamo in giro col magico a vendere. Dobbiamo fare benzina pure col magico. Lo diceva in chat. No, ma sicuramente, Ciotelu. Sicuramente, siccome noi gli abbiamo dato l'esclusiva per la vendita dei biglietti dello yacht... al Vanilla, e molto probabilmente sono stati venduti, ma non ci hanno dato dei soldi, quindi sono dei truffatori, capito? Donna da Matteo, io devo dire. Sì, ok. Che dite? La pistola la metto dentro... No, dentro il magico non la posso... Dove la deposito la pistola, fratello? Dove la deposito la pistola? Non c'ho un posto dove depositare la pistola. Dentro il magico no, perché se lo lascio aperto ma anculano. Ho letto che oggi c'era il Romix. Hai visto qualche tuo collega? Allora, io... gli unici... No, non la posso lasciare neanche a casa di Nikita, Giangi. Potrebbe sparire quando ci stanno i riavviti dei server. L'unico che di quelli che ho visto su Twitch che stava una Romix mi è sembrato Ceduzzo. Poi non so, dalle live di Twitch mi è sembrato Ceduzzo che stava Romix oggi sabato. Degli altri proprio non so un cazzo proprio, raga, niente. Non mi so proprio. Oggi è stata una bella giornata perché oggi con la macchina ci siamo messi a rifare il cofano dalla macchina, il cofano davanti dell'altra macchina. Praticamente una lancia e c'aveva tutta la pellicola e la vernice saltata, era diventato il cofano tutto bianco. Oggi l'abbiamo mollato tutto, riportato lucido, messo il fondo e domani lo dobbiamo verniciare, quindi siamo stati a lavorare. Quanti ce ne abbiamo? 44 preparati, il keyboard di 22 cosi, apriamo altri 6 preparati, no aspetta, prendiamo altri, famo 6 preparati. E stiamo a 50 preparati. So 50 preparati, so 25. Quindi prendiamo un altri 2. Altri 2 preparati. E 52. Così so 26 e 26. Famo 26 cose da mangiare e 26 cose da bere. Ciao Mini Mattia, come stai? Giovanni, sì, Giovanni. Giovanni, sì. Allora, mi ha detto... Che aveva detto ieri il dottore... Sì, il dottore, il direttore. Bisogna fare i caffè. Vediamo se mi fa 26. Ugazzi. 1, 2... 3. Come sta a fare? No, comunque sta cosa è diventata proprio noiosa. Mo io, almeno ecco, se ti dà la possibilità di riaprire la cosa in automatico. No, vabbè. Non si commenta il craft della roba, raga. Incommentabile, raga, ve lo giuro. Ma neanche se vanno sovrappone, cioè, ma che cazzo stiamo a parlare? Cioè? Ma come si fa, raga? Ma come si fa a lavorare così? Dai, ma incommentabile sta cosa, raga. Famo tante belle cose, porca puttana. Poi secondo me sul più facile era meglio prima. Mettevi 26 e te ne faceva 26. Occupava una cosa solo. Mo dove cazzo vado che non c'ho manco spazio, raga. No, raga, ma come cazzo è Gesù? Vediamo un po' se li sovrappone. Aspettate un attimo. 10. Mo li sovrappone, vedi? Li devo fare e devo fare e poi me li sovrappone. Oh, Nikita, meno male, c'è Nikita. L'ho fatto. Meno male che c'è Nikita, fermate, raga.
Almeno oggi potremmo fare qualcosa di bello. Allora, fammi chiamare Nimodina. Sì, l'ho visto, Snowfin. Grazie di cuore, fratellone mio. Però uno a uno così è noioso, eh. Cioè, prima mettevi 25-26, era un attimo. Così te rompi il cazzo. Cioè. Zio bellissimo! Ciao Nipotina, come stai? E Tutta una merda, però va bene, dai. perché tutta merda? E Perché perché tutta merda? vabbè, dai, lunga storia. Che fai? Bella. Dove sei? Senti, io ho fatturato oggi, hai visto i risultati? Ma capito? Ma secondo te posso gestire un'azienda io? Ma che Sì, ne ma so quanto è infatti io non lo so. fatturato? Come faccio io a sapere quanto è fatturato? Dopo provo a 3.000 vedere. dollari. 3.000 dollari. Sì. E quello è fatturato. Ho Ho capito, fatti senti. 5.000 io ieri fuori dal casinò in 2 minuti. 3.000 dollari è fatturato. Guarda. Senti, mi stufavo una a una a farlo, che Ma io so pizza. che rompi coglioni. Io sto fa pure io, ma che No, palle, sto ma qua. stai Cosa c'è? lì? Sì, sto Dai, qua. arrivo. Che civico? 4.30. 4.30 la nostra super azienda. 4.30, vieni. Arrivo. Vieni, troppo fuori da Nipotina. Sì, comunque sta cosa è noiosa, ragazzi. È noiosa, ma non è per niente, però te rompi il cazzo, te rompi. Tante cose belle, secondo me. Allora, vedi, una a uno. Io qui sì, ok, li sovrappongo, no? Vabbè, mi li metti in culo alla luna. Vabbè, là sopra. Allora, poi io ne devo fare. Guarda, tac. E lui mi ridà tranquillamente la schermata. Però, vedi. Vedi, poi ti preme. Rimetti dentro. Poi lui te lo dà così. Così. Ripremi e. Metti qua. Ripremi e. Rimetti qua. Ripremi e. No, raga, quanti cazzo hanno fatti? 11, 12, 14, già 14, 16, 17. Quanti cazzo ne devo fare, raga? 26 e 26 ne devo fare. No, ce n'ho 16 di preparati. Devo fare cose da mangiare. Vabbè, fammo il burrito. Uno. Due. Sì, certo. Guarda. Buonasera. Buonasera, dammi un abbraccio positivo. Come stai, nipotina mia? No, io sto a tribolare con sti cazzo di cose. Che poi mi sono sbagliato, ho fatto 17 caffè. Solo caffè e burrito fa, eh. Guarda, se andiamo falliti il Oddio, ma chi è secondo questa? giorno. Ma di quello Chi che ti è si questo? attacca dietro? Ah, quello che fa. Ma che ho scureggione? Sì. Oh, è Ciao, lui, il scureggio. cagliostro. Oh, salve. Bella, zii. Siete svegli? Buonasera. Ma li sto pure Io sì, sempre addobbando. sveglia e pronta. Sempre sveglia. Io Come non stai, so il tuo fratello? Tutto bene? numero. Tutto Infatti bene. ti volevo Ma no, chiamare. ma qui c'è un Come problema. stai? Che è successo? Ma se, le cose si duplicano qui, ma come cazzo è? Beato te, a me no. Ma come Che vuol no? dire se duplicano? Sì, Dove? comunque ho trovato un luogo strategico dove poter vendere tutti i kebab. Io oggi mi sono messa davanti al boss. L'ospedale. Ah, vabbè, sì, No, l'ospedale, sì, l'ospedale si vende in l'ospedale. botto, sì. Però c'è uno che ci fa concorrenza, solo che a me fa. Mi fa Pena. piangere il cuore. Eh sì, no, c'è la spiga che scotta, c'è Maradona vicino, sai, Ah, è questo. la spiga! Sì, lo La conosco spiga. quello, E sì. io No, che sono di quelle. Io ma sono poi c'è vicino. Diego, cioè. Lo sai che Diego è nato lo C'è stesso giorno Diego, mio, il c'è. 30 ottobre, Ma no, eh? sai che me lo ricordi un po' tu, Coraccio, Diego? Ti Diego. posso abbracciare? No. Mi ricordi? No, vabbè. Perché mi devi abbracciare? Maxi Bon. Ma certo, No, no. fratellone. Ma Diego. Beh, ecco. No, Vedi, zio, quando lo rifiuti, questo gli vieni, fai. mio, lo so, l'ho fatta agitare, non lo devo agitare. Dammi un abbraccio positivo, fratellone. Come Ma stai, perché mi zio? ricorda Diego? Ma semplicemente Ma per Diego, questo. io lo amo, Diego, io lo amo, Io sono la Diego. mano sinistra di Dio. Ma Chi sei tu? La mano sinistra di Dio. Sì, quella che utilizziamo Perché c'ha le sempre. mani, Dio, da qua. Sì, ma sicuramente ce l'avrà. Io l'ho visto su È il internet. pipe Buono tutto, L'ho eh. visto su internet. Chissà che Solo che Dio hai oggi ho venduto gli visto spaghetti al kebab tu. Allora, perché fai solo c'avevo burrito quelli. e caffè, perché mi ha detto il direttore che Ah, gli altri hanno un sacco di problemi. E quei spaghetti? Loro, eh. Sì. Allora, solo burrito e caffè. Io fino a mo' E c'ho quei 17 spaghetti caffè. che c'ho, che faccio? Li mangio? No, vabbè, quelli o te li mangi te o li. Prova a venderli. A venderli poi vendi. No, io Proprio. li ho venduti qualcuno oggi. Vendi. Allora, 16, 18. Eh? 18, 16, sì. Sì, sta a prendere i preparati. Sì, vendili. Tu vendi Io tutto quello che puoi comunque, vendere. Ma quanto hai se fatturato, lo poi. sai? Dimmi un po'. No, Dopo ti io ho devo fatturato parlare, se ti va, poco. devo sfogarmi con qualcuno. Vabbè, ci sto io, sai che zio serve sempre a Comunque, quello. Dimmi, va fratello. bene. Niki, ti mando il numero.
Ma chi lo vuole? Ma chi lo vuole? Ma guarda, perché mi rifiutano tutti in questa città? Dai, vieni qua! Senti, poi, così va a buttare. Ma quello, ma sta, ma quello di ieri, ma chi è? Questo è l'altro. Tutti i meglio prendiamo qui. Senti una cosa, ma quello di ieri? Chi? Quello che ti sei accollato ieri. No, ma in gran... cioè, un... grande amico tuo? Sì. Ma l'ha trovato? Ma mi ha chiamato, Carlo, o sbaglio? No, no, no. Chiamato? Non so, l'ho trovato fuori al Custom Caffè. E che ti ha detto? Niente, abbiamo cominciato a parlare, si è aperto un pochino e secondo me sì, ha un interesse, però... Ma un interesse per chi? Per me. Ma che cazzo, ma che è scemo? Ma io gli sparo, ma siete proprio, non siete proprio permette. Non permettere. Credo, zio, perché no. Perché? Non credo tu possa farlo, però... Perché non gli posso a proposito sparare? Di questo devo parlarti comunque. Perché non gli posso sparare, scusa? Perché è un reato, tu già ce ne hai troppi. Anzi, a proposito, vogliamo andarci a informare per pulirti la fedina prima che ti ergassolano? No, no, sto tranquillo, non ti preoccupare, ho parlato con l'avvocato, gli avvocati migliori di questa città. Guarda se mi chiama dopo che sta... Posso, io posso chiedere qualcuno se... Bella Lord, come stai, bello mio? La fedina. I preparati si comprano trini, credo, all'import. Ma i preparati dove si viene, all'import o vengono creati? I preparati ce li abbiamo qui. Ah, già, è vero. Oddio, boh. Ma se all'import se vieni preparati, eh? Mm-mm. Vabbè, io c'ho 18, 19, 20, 21 cose da... Mo faccio un altro un po' da magnà, aspetta, un altro po' da magnà. Ma... Li stai prendendo per venderli o per magnarti? No, no, per venne. Ah, okay. 18 sono dai, altri. Ti do una mano io, li prendo io per farti da bere. Eh no, io da magnà devo fare, da magnà. Da beve ce l'ho. Esatto, Wimbar. Ma l'hai tenuto il conto? Io ho preso, mi pare, 30 o 50 oggi. Mi sa più 30 che 50. Vabbè, fa niente, l'importante è che veniamo adesso. Tanto qui andiamo falliti, io già... Ma momento, perché? No, io sono un gestore di aziende riconosciuto a livello mondiale. Anche di fallimenti. Anche ma Zuckerberg, Elon Musk mi ha contattato. Sì, salve. Manager, sai che Zuckerberg sta in galera? Sì, giusto così. Ma come sta in galera? Ma che Zuckerberg sta in galera? Ma io mi metto se mando, io mi dissocio. Scusa, Mark, non la sentire, è mia nipote. Ma lo sai che, no, a parte scherzi, Facebook però l'ha creato quando stava in carcere? Ma sì, quando si sbombava, ma che non lo so. Tutti... Ma comunque, quella gente lì... È tutta... Se... Eh? Che cos'era quella cosa? Annusa le margherite. No, raga, c'è sta una cosa stranissima. Cioè? 18, 20... Cioè? No, raga. Secondo me, se tu prendi una a uno, cioè, c'è un modo, se, tipo, se sdoppia nei cose da mangiare, raga. Ma tu raddoppia, che così non andiamo falliti. No, infatti, scherzo. No, ma che cazzo... Sì, ma no, quando apri e chiudi la zip, poi ritorna tutto come stava. Tutto come prima. Ah, sì, infatti, sì, mo ne vedo, sì. 25, chiudo, vediamo un po'. Fai tipo gli occhi come i camaleonti, destra, sinistra, sì, tempi e poi sì, sì. 25, va bene. Pesce te mannamo a stringere. Il quinto, sesto, settimo. Cioè, giro su me stesso. Uno per i soldi, due per il sesso. Sono Balance! Amo pesce, andiamo a stringere. Hai capito? Amo pesce, non hai capito? Oh, che te strilli, bagascia. Oddio, perché mi senti? Mi senti? Ma che mi sta a sentire? Ma tua sorella? Ma... Spara. Ah, ma credo che c'è un po' dentro sto spara. Quinto, sesto, settimo. Giro su me stesso, uno per i soldi, due per il sesso. Sono come Enzo, fa quel movimento. Grazie Marco. Però io sto fermo. Entro l'anno. Grazie di cuore, brigata, grazie di cuore. Oddio, cos'è questo? Omo pesce, ti rimando a Stone Age. Non quello sparo che avevi fatto tu, però. Madonna, pensavo che mi stava una settica il magico, magari bucato il microfono. Bello Marco, grazie di cuore, Hans. Senti, vediamo come sono venuti 38 mesi, 22 mesi. Grandissimi, grazie di esistere. Anche Manuante, 26 mesi per Manuante, grazie di cuore. Oh, siamo pronti a naffatturà? Oh! Oh, ma me rispondete! Sto bevendo. Ma che io anche stavo bevendo. Gesù. Andiamo come... a fare. Gesù, questa rotta scureggia. Ma che ha fatto questo? Ma che problema? Cioè, ma l'apparato digestivo in fiamme c'ha questo.
Mamma mia, Lord, che magica Roma! Ce lo faccio così. No, no? Col magico. Ma certo che andiamo col magico. No, ma andiamo a prendere il kebabaro. Bella, sì. Allora, vi volevo dire una cosa. Sì, sono d'accordo. Che bevo lo di? Ma sono scordato. Chi lo sa? È l'età. Allora, oggi dobbiamo cercare di fatturare almeno $20,000. In tre, No, 17,000 perché tre l'ho fatti. Ma hai fatto $3,000? Cioè, che io ieri al casino. Oh, senti, a me quello che Ma tu sai ieri che è successo? Che è successo? Ma tu non ci stavi ieri? No. Quando sei andata via? No, vabbè, che tu lo dica a fare? Con l'altra nipote, con White. Oddio, che è successo? No, siamo andati al casino. Lì ho incontrato l'altra amici miei drogati. E poi non mi ricordo che è successo. Qualcosa deve essere successo ieri. Se non lo sai tu, io non c'ero. No, veramente, nemmeno io. Vabbè, lo vediamo. Ho tre dita dentro, sto ammettendo. E io li prendo. Oh, bravo, fratello. Mica per chi fa paro. Giro su me stesso, uno per i salti. Prego. Sono come Elvis quando fa quel movimento. Però io sto fermo. Entro una mica. Allora, però, aspetta, ricordo dove te ne Aspetta, ma perché babbaro però? Allora, però come famo? Siamo tre con che babbaro solo. Perché no, magico, ma poi finisce subito benzina lì. La chiesa la camioncino certo di merda. Certo che camioncino di merda, esci fuori, sgomorroide. Salve. Mi chiesa la cosa camioncino. Ciao, ragazze, ciao. Ciao, come state? Oh, ciao, tu sei dalla Lazio, ma ciao, bello. Poraccio, io dalla Lazio, sì, Infatti, poraggi gli anziani oggi, stanno messi bene. Ah, quello sicuramente. Sì, stanno a vedere Carlo Sguardato a giocare GTA. Quanto sei brutto? Aspetta, pio un attimo Forza perché papà... Buonasera. Grazie, Counter! 24 mesi, grazie di cuore, fratellone mio! Grazie di cuore, grande Counter! Vuoi che babà, vuoi un kebab, vuoi un burrito? Ma perché babà, non riesco mai a trovare i kebabari, Gesù? Dove c'è l'oli che babbario? Andiamo piano macchina. Ho tre dita dentro, sto ammettendo il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Swag, giro su me stesso. Bella uno notte! Per i soldi, due per il sesso. Sono come Elvis quando fa quel movimento. Ci puoi richiesta. Però io sto fermo. Dove? 52. Allora aspetta, prendiamo il coso. Grazie Lord per aver regalato l'abbonamento a Zio Delu. Grazie fratellone, grazie di cuore. Grazie. Sì, un attimo. 5, 3, 2. Sì. Andiamo, violettoni scomorroidi, andiamo! Che Cristo, sto coso! Ma che devo fare? Ma va a fare un culo, tu! Ma che vuole quel cinese? Ma che vuole? Ma va a fare un culo. 5, 3, 2, UAB, 5, 3, 2. Andiamo! 5, 3, 2. Ciao, Malba. Ciao, stronzo. Ma ancora, ma che sorella? Ciao. Ma che ci sono trombato tua sorella qua dentro. Ma come si sono trombato tua sorella qua dentro? Ma che dici? Ma nipotina, ma non noi dobbiamo dare l'esempio in questa città. Mica siamo come a loro. Ormai sono tutti sgravati qua dentro. Sì, ormai ma guarda, è veramente un puttanaio. Che te vuoi dare l'esempio in cui ormai? Sì, ma infatti ormai la gente gli devi rispondere così, cioè devi scendere ai livelli loro, veramente. Giusto. Sì, ma infatti quel cazzo di cinese, ma che voleva? Ma è il tabaccaio quello. Ma non sa bene, i kiwi, ma che vuole? Voleva kebab. Gratis. Chi vuole kebab? Gratis. Ah no, lui voleva kebab gratis. Sì, gratis, sì. Gratis. Allora, tira fuori il megafono, comincia kebab, burrito, tutto. Allora, fa tutto. Kebab, burrito. Tutto. Vai. Kebab, burrito, tutto. Ma no, prego. Ma come kebab burrito tutto? Fai una cosa, dice è arrivato il kebabaro, vai. Madonna, è arrivato il kebabaro. Bravo, così vai, è arrivato il kebabaro. Burrito, kebab, spaghetti, sushi, li canni, tutto quello che volete, vai. Vai, li pili con piscini, li viaggi sicuri, vai. Viaggi sicuri. Devi di tutto, dai, non ti devi fermare. No. Però dobbiamo fare una registrazione, mettela, fratello, dai! Lo so, ma non ci ho avuto il tempo. Ma tu cazzo stai mandando? 532 ci dovrebbe essere un negozio d'abbigliamento. Aspetta, Molica. Ma non è 532, ma dove cazzo stiamo qui? Aspetta, li richiamo. Star Service, si chiama? Sì, Star Service, noi siamo la Star Service. Siamo la Star Service, prego! Scusa,
Perdonami, ma il 5-3-2 mi hai detto? Ho tre dita dentro, sto mettendo il quarto, il quinto, il settimo. Giro su me stesso, uno per i soldi, due per il sesso. Sono per me, mi sono fatto il movimento. Però io sto fermo, non hanno... Dove cazzo sta sto coso? 5-3-9 5. Ah, ecco, grazie. Ho messo il GPS. Ah, perché, Jack? Grazie, Lord. Grazie di cuore, fratellone. Mi hai regalato un altro abbonamento anche a Bimbar. Devi studiare a casa, ti devi sì, sì, metti le registrazioni che le mettiamo sul magico. Vai, 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 comincia. Facciamo... Vale, Don... Arrivato il kebabaro. Bravo, perfetto. A Rotamo kebab. Pronto? Ma come a Rotamo kebab? Non a Rotamo kebab. Vendiamo kebab, burrito, canni. Vabbè. Succhi di frutti, gli arrosti, qualsiasi cosa. Sto in panico. Vai, vai, fratelloni, vai. Aspetta, al telefono. Scusami, ma che ci frega che sta al telefono? Dobbiamo venire noi. Okay. Lei è una venditrice, okay, via call center. Vai. Posso menarti? È arrivato il kebabaro, burrito, kebab, nachos, tacos, Coca-Cola. Bravo, vai, vai, vai. Si vende di tutto, va, prego, vai, 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 adesso. Prego, prego, passa il viso ai contenti. Prego, prego, prego. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie per aver scelto la Squartarelli. E paga il signore alla mia sinistra. Bene, fatturiamo, grazie. Donne, è arrivato il kebabaro. Vai, continua tu, fratellone, vai, vai. Donne. Ok, fatto... Ma è arrivato il kebabaro. Donne e uomini, non solo donne. Signorina, una domanda. No, aspetta, io devo fare io la domanda. Ma secondo lei chi è più bello? Io o il signore alla mia sinistra? No, no, tra noi quattro chi è più bello? Allora, aspetta. No, io sono al di fuori, non mi interessano i ragazzi. Ah, no, no, allora, chi serve da mangiare da bere? Chi serve mangiare da abbiamo bere? Fatto, non mi piace. Fatto. Bene, bene, vai fratellone, vai. Aspetta, signorina, chi è più bello? Passare. Tra me e l'uomo alla mia sinistra. Mi metto anch'io. Ma siete tutti belli ragazzi. Brava, brava nipotina, brava nipotina. Belli brava. Ragazzi. Belli ragazzi. Andiamo, sì, belli ragazzi, sì. Kebab. Belli ragazzi, kebab. Grazie, ma grazie. Belli ragazzi, kebab, sì. Andiamo, che li osso, andiamo. Andiamo, ce l'hai il megafono? No, vado in scena. Scendi, fratellone, scendi, vai. Ormai non scendi più. No, no, porello, fallo scendere, dai. Belli. Ciao, fratellone, ti vogliamo bene. Ma dove sta? Andiamo. Grazie, Lord. Fammi studiare qualcosa nei pensieri, aspetta. Ecco, fammi fare sta chiamata, va. Ma tu chi devi chiamare? Edoardo mi ha chiamato. Allora, andiamo. Abbiamo una pistola cagliosa. Ah, sì, ce l'ho una pistola. Bene. Dove sta l'ospedale? Che cosa? Io sparo. Perché? No, niente. Ho sentito qualcosa in era una scoreggia dell'amico mio. Vai. No, ok, io mi sono svegliata. Tutto sì, bene? Sì, ce l'ho una pistola, sì. Ti sei svegliata adesso? Sono in ospedale, se vuoi siamo lì. Ma Cosmo, che fine ha fatto? Sei fatto? Sicuro? Oh, Iselin! Forse fammo un grande coso. Ah, sei come me? Vabbè, ci sentiamo quando non abbiamo gente attorno, ok? Pronto, buonasera, come sta signorina Iselin? Buonasera, Carlo, tutto bene? Lei? Tutto bene, grazie di esistere. Come sta? All'ospedale. Bene. Addirittura grazie di esistere. Un panino con la mortazza, grazie. Un panino con la mortazza. Come va, Iselin? Iselin, serve qualcosa da mangiare e da bere, che sto in giro con i nostri mezzi importanti? Ma sì, se vuoi passare dall'armeria, sì, siamo qua fuori. Che civico è, Iselin? 60. Eccolo, 60, bene. Okay. Allora, mo veniamo, eh? Va bene, a tra poco. Ciao, Carlo. Ciao, ti voglio bene, ciao. Andiamo al 60, dobbiamo vendere tante cose. Ma come al 60? Andiamo. Vai a vendere kebab. Vai, aspetta che mi parcheggio. Vai qui. Vendiamo kebab. Vai col megafono tu. Vai, nipotina, a vendere. È arrivato il kebabaro. Vendiamo kebab. Bravissimo. Serve, signorina, grazie di esistere. Allora, intanto mettiamo al 60. Grazie a Stolasciu. Grazie per il chat, fratellone mio. Panino con la mortazza, grazie. Forza Magica Roma, forza Magica Roma! Come andiamo? È Alexa, come andiamo in armeria. Maschio, serve da mangiare e da bere?
Salve. Salve, siamo della Star Service, serve da mangiare e da bere? Star Service, mettendo sto coso fate da mangiare voi, scusatemi, non ho capito. Certo, questo è magico, meglio di così. Ma come qua dentro? Qua è tutto sporco, vedo. Ma quale sporco? Ma quale sporco? Abbiamo superato... Ma tutto trasandato, state. Ma che bordi, fratellone mio, è tutto buono. Ma tu sei quello, l'amico mio dell'Aquila? L'Aquila? Chi è l'Aquila? No, io sono dalla Lupa, ti è la verità. Sono da Roma. Davvero, fratello? Ah, l'Aquila oggi è diventato topo, Dammi un abbraccio positivo, ti voglio bene, fratello. Gli ho rotto il culo, è sempre come tutti, 2,50. Allora, 2,50, 2,500, 7,50, 1000, sono da Roma, 1,250, 1,750, ma mica io sono dipendente, fratellone, un po' so... Ah, ma ok, va mica, mica sono proprietario, sennò ti regalavo, fratellone. Però dica al proprietario dopo che andate in giro con sto robo zozzo, vabbè, non glielo dico perché siete da Roma, dai. Pure questo bel colori, c'è. Ecco qua, fatturina, tutto regolare. Contanti, tieni la fresca. Allora, che vuoi, 4D? 4 di chip, 3 di birre, qualcosa, che ne so. Oddio, le mordosche. Attento, fratello, che qui sono matti. Allora, ho dato questo. La madosca. Oh. Aspetta che ti do pure qui. Ah, Gesù mio. Tieni, fratellone mio. Mia. 4 e 3. Niente male. Grande fratellone mio. Grande fratellone mio. Grande fratellone mio. Ascolta, me lasci il numero se mi serve cosa. Certo che te l'ho squartato da Squartarelli Food. Che fai, a domicilio? Tutto, faccio tutto a domicilio. Pure, allora, ti faccio un esempio. Come ti chiami? Io ho tante persone poi, devo chiamare. Come ti chiami tu? Apri il telefono così te. Salvatore, sei Salvatore? Sì, sono Salvatore. Allora, Salvatore, ti ho inviato il numero. Mandami pure il tuo, Salvatore. Sì. Allora, Salvatore, senti qua la questione. Ti faccio un esempio, tu vai a Paleto con la tua pischella, va bene, con la tua ragazza, ti metti là, no? A un certo punto la tua ragazza dice, oddio, mi sento male, sto perdendo i sensi, che devo... E tu fai, adesso ti do da mangiare e da bere, ma non abbiamo niente, non ti preoccupare, ho una soluzione. C'è Carletto. Tu prendi, c'è Carletto, arrivo subito, pure su a Paleto, tu mi dici, ah, peraltro affitto anche degli yacht. Grazie signorina, ciao, buonasera. Affitto anche degli yacht, fratellone mio. E per le feste c'è tutto un discorso, ci stanno gli annunci, un casino, sì, tutto regolare. A quanto l'affitti sti yacht? Da 12.000 in su, perché poi a seconda delle feste. Ah, così poco sta. Ma certo, salve. Fratello, tutta la notte c'hai. Salve, signorina. C'è cosa, abbiamo... Salve. Adesso vedo di una cosa, ragazzi. Loro, allora, lei è mia nipote, lui è il mio amico Salvatore. Loro, salve, loro, piacere, Salvatore, miei piacere colleghi mio, di lavoro, piacere mio, mia nipote piacere. E il mio piacere amico mio, Salvatore, Federica, Nikita, tutti i nomi, sempre Pedita finisce. Allora, io sono Sasita. Sì. Piacere di conoscervi, ragazzi. Che fate nella vita? Lavoriamo tutti? Sì, come Sì. Io faccio scoregge e Baderuttini pure ogni tanto. Ma tu non le puoi fare. E niente, non qui. Gesù mio, ma che cos'è? Te l'ho detto io, fratello. Tu lo fai nervosi. Dobbiamo andare al 60, dobbiamo andare. Abbiamo un mega ordine al 60. No, oh, Salvatore, ti chiamo, ti voglio bene. Dammi un abbraccio, dai, mano. Abbraccio positivo. Dai, dammi un abbraccio, Carletto. Ciao, dai, dammi il numero quando hai bisogno da mangiare e da bere, mi scrivi, ok? Voglio un abbraccio da te e un bacino, quindi iniziamo così. Senti, un tallardia maschio, un tallardia, hai capito? A Gianluca Vacchi dei Frattocchie, andiamo. Qui l'unica cosa che si allarga, ascoltate, è lo stomaco. Sì, no, è lo stomaco e la mente. Allora, andiamo. Dove andiamo? Al 60, al 60. L'armeria c'ha un grosso ordine. Allora io, allora, chi ha fatturato 2000 e passa? Ma quando? Adesso qua. Noi all'ospedale. Io ho fatto questo ragazzo 1750, ho fatto. Sì, sono pure io, lui ha fatto. Vabbè, l'importante è che veniamo tutto. Scusa, ma tu quanto gli hai fatto di fattura? Fammi capire. 2005.
Ah, ok, perfetto. 2,50 a pezzo stiamo a vendere, no? Certo. No, perfetto, perfetto. Io infatti gli ho venuto 7 pezzi, 1,750. Grande. Invece gli ho fatto i pezzi, niente. Ma che grande col megafono. Allora, fratello, studia una cosa che dobbiamo vendere. E allora, devi dire, è arrivato il kebabaro. Vediamo. C'è una specie di canzoncina. Voi quelle tipo natalizie, quel tipo quelle natalizie. No, 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 sì, il camion dei gelati. Tipo il carillon, ste cose così, capito? Tipo Vitti, di gelati, capito? È arrivato Vitti, Spitti, buono, i gelatini, capito? Gelatini, vediamo che babbe gelatini. Gelatini, no vabbè, dai, era un esempio di Vitti. Apri no welquisi, tutù, prendi un kebab in più. Sì, una cosa del genere, mettete qualcosa, sì, mettete, mo lo faccio con la cosa, con sul telefono, con l'intelligenza artificiale, e gli metto le cose e gli faccio fare una canzoncina. Bravo, bravo zio, bravo. E la mettiamo, capito? Ottimo. Grazie, grazie di esistere. Anche tu. Grazie, grazie, bene, bene. Andiamo. Io comunque i cartelli servono per chi si vuole orientare, eh? Come? Per chi si vuole orientare, servono i cartelli stradali? Posso prendere, posso fare la cosina? No, questa incastrato, no. No, no. No. Già scureggi. Già scureggi, ci manca solo sta voce a te. Allora, andiamo un po'. Bella Zazel! Allora, fratello, andiamo qui. Qui e siamo arrivati. Allora, qui c'è sta c'è qui ti piacerà la direttrice, nipotina mia. Sì, sì, sì. Sei convinto? È buona. 100-100. È bella. Mo vedrai, mo vedrai. È single? No, mi sa che sta con... E allora? No, non so sicuro. Oh, Mar 60, quando sta all'armeria, raga? Però io non sono geloso. A sinistra, torna indietro, la prima parte, a sinistra. Sì. Vabbè, non sono geloso. Panini gourmet di carne, pesce vicino alle materie prime di qualità, prodotti innovativi. Questa è la base di tutti i nostri panini, lasciati spavere. Allora, vi suggeriscono panini gourmet di carne. Aspetta, aspetta, di gatti. Pesce, allora, aspetta, le parole ovviamente alla Carlo. Invece di vegetariani devi scrivere vegetariani. Poi vegetariani. Andiamo falliti sul serio, allora. No, no, allora qui dentro. Dove cazzo sta armeria? Vai, vai, dobbiamo anche a sinistra. Ah, se tu me lo detti, io me lo scrivo sul telefono. Faccio una nota. Ma che è sto traffico? Ma che cazzo ne so qui, aspetta. Sono tutti in armeria. Magico come Mosè apre le acque. Sì, 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 come aprile. Oddio. Buonasera. Buonasera. Non serve, non serve il megafono qui, non serve. Buonasera. Buonasera. Come sta? So Carlo io, si ricorda di me? Mi ricordo molto bene. Come sta? Tutto bene? Di me? Certo che mi ricordo, stava con la mia amica Iselin. Iser, bravissimo. In arte come in arte? Arte? In arte Isengard. Ok, perfetto, bravo. Va benissimo. Sì, come procede? Bene, voi come state? Arriva subito, un attimo in ufficio. Per andare al bagno. Ah, no, pensavo lei. No. Sì. Sì, perché l'ho chiamata, mi ha detto che di venire qui. Come state? Voi tutto bene? Vi presento la mia squadra. Sentiamo. Ciao squadra. Odricheco. Poi c'è sta Odricheco. Demolitore. Come mi scusi? Lui è Odricheco. È Odricheco. Ok. Lui è Odricheco. Ragazzi, invece... Sai perché è Odricheco? Invece lei è Nikita, è mia nipote. È mia nipote Nikita. Amici chi ci sta? Ciao! Ciao! Come stai? Tutto bene, tutto bene. Ma sto Outlook? Sembra un po' da vecchia pensionata, vero? Vero, sembra un po' di quelle da uncinetto, capito? Che c'hanno le cose di sopra. No, però non tanto, eh. Cioè, è un incrocio da... Non lo so, è tipo un post qualcosa... Come sta? Scusate, è lui? No, è lui, cioè... sì. È il Trichego che praticamente soffre di queste cose, quando si agita. Ok. Come stai, amica mia? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Allora ti presento i miei colleghi di lavoro. Lui è Cagliostro e lei è mia nipote Nikita. Piacere. Iselin, Nikita. Mi hai chiamato giusta prima. Iselin. No, perché mi è venuto in arte, capito? Sì. E quindi loro lavoriamo insieme perché purtroppo non so se l'hai saputo che il direttore della mia azienda è stato arrestato. Ma come? Beh, meglio arrestato che morto, no?
Però ormai è andato. Pure mi è passata a te l'azienda? Sì, è passato tutto a me. Già ma che culo, meno male che l'hanno arrestato. Meno male che l'hanno arrestato. Ma che, già mi sono fatto 30 mesi. Che meno male. Sto pagando tutti i peggio cose sue, me le sto a pagare tutte io. Cos'è i buffi che ha lasciato in azienda? Neanche ve lo dico. C'è gente che mi sta a cercare. Io devo andare ascoltato in giro, se no mi ammazzano. Ha lasciato buffi con mezza città. Questo non è un bene, ma non è che è colpa tua per quello che ha fatto il capo tuo. Però io lavoravo con lui, siccome io sono il manager dell'azienda, quindi rispondo io dei danni dell'azienda, quindi è un casino. Peraltro sono andato al Vanilla ieri a salutare un amico, cioè il proprietario mi ha detto che gli devo tipo $800,000 di privé che ha fatto il direttore mai pagati. Ma... c'è una cosa allucinante. E devi prendere i soldi. Mo stiamo a vendere. Ecco, ho assunto ieri questo ragazzo Cagliostro che soffre ogni tanto, se agita, e mia nipote che mi sta dando una mano. Però, perché se tu me lo rammenti, come? Tu me lo rammenti, io già faccio difficoltà per tenerle. Sì, scusa fratellone. E poi c'è mia nipote che mi sta dando una mano, mi sta aiutando perché in banca ormai sto sotto un treno. Ma hai provato addirittura con un avvocato qualcosa? Sì, ho provato. Allora calcola che il mio direttore aveva, cioè anche gestiva l'ufficio degli avvocati della città, è arrestato per truffe, cose ai cittadini. Non puoi capire che è combinato. Ma Massimo fa passare che è andato là come privato e non come capo dell'attività, così no, devono chiedere i soldi a lui. Il problema sai qual è stato principale? Che io per rimediare ai buffi e lo stipendio che non prendevo più dall'azienda, che era andato sotto in banca di non si sa quanto per via di multe eccetera eccetera, e mi sono messo a vendere la droga purtroppo, e la polizia mi è venuta a fare una perquisizione in azienda e mi hanno trovato addosso, cioè avevo non so quante canne e più una pistola irregolare, 30 mesi, $50,000 di multa, processo, mi hanno distrutto, cioè pregare, mi hanno distrutto, e a me, ma io non c'avevo alternative, non c'avevo alternative, o lasciavo la città e andavo. Adesso mi fai venire un dubbio clamoroso. Star Service, giusto? Yes. E un fantastico dipendente di nome Finn. Non c'è sta più nessuno a Star Service, ci stiamo solo noi tre. Come? Se n'è andato? Non c'è più nessuno, cioè io adesso gestisco la azienda, non c'è più nessuno. Pensa che io ho anche due yacht che noleggio. Due yacht a noleggio. Tu quello dell'annuncio degli yacht a noleggio. Sto mangiando. Siamo noi che noleggiamo gli yacht. La faccia dell'imprenditore. Sono spaghetti che facciamo. Tutto. Guarda che il direttore ci ha saputo fare, il direttore. Mica brusco. È geniale perché fornisce addirittura il catering sulle feste che fai sullo yacht. Certo, era tutto organizzato, maschio, tutto organizzato. Ma infatti noi stiamo riprendendo quella cosa. Posso dire che inganna il camper col quale arrivi allora? No, sai qual è il problema, fratello? Quello per passare inosservato. Sì, quello sicuro. Rosso e giallo non so se aiuta, è un po' acceso. Ma stasera è più felice del solito, quindi è per quello. Ah, sì, brava, sì, stasera sì, sono felice, viva, sì. Non ho vista la partita perché ormai non guardo più calcio della vita, però sono contento. Beh, dopo 4 anni c'è stava che vinceva una partita. Oddio, ma è da Lazio, signorina? Cosa? È da Lazio, signori? Te. Mi capito subito. Vabbè, non fa niente, signorina, non è successo niente, stiamo sempre qua a divertirsi. Assolutamente sì. Che bello, eh? Bello, vero, signorina? Un così che si trona con la camper bucata. Che bello, sì. Vabbè, signorina, un derby ce lo fate vincere ogni tanto, no? E ogni 4 anni, va bene. Va bene ogni 4 anni, grazie. Va bene. Oggi tocca a noi, mo i prossimi 4 anni io sarò molto triste, E voi felici. Comunque, grazie di si vive per le piccole gioie, no? Ma sì, ma non si vive, certo, ma mica se vive Parma e Palazzo, ma chi si copre? Cioè, ma veramente. Allora, detto questo, che per caso volete qualcosa da mangiare e da bere? Sì. Siamo poveri. Ma sì, perché no? Siamo poveri. Cosa avete di buono stasera? Tutto. C'è due yacht. No, tutto. Posso? Gli yacht sono sequestrati, neanche li posso tirare fuori dal porto adesso. Okay. E niente. Allora, niente megafono, sono i miei amici, tiri fuori il megafono, quello per strada. Che vi possiamo dare? Io ho burritos, caffè, capisan, succhi di frutta, un po' di tutto. Voi che ci avete, colleghi? Io ho un bubble tea e un burrito. Un succo di mela, un caffè, un burrito. Ma uno? E degli spaghetti. No. Ah, cioè, quello ci avete, sì. No uno. Sì, quello. Cioè, mi preoccupo, cioè, vi licenziavo subito. Magari avevano venduto tutto. No, perché stanno con me. Da quando siamo andati in azienda a preparare tutto quanto e siamo usciti insieme, cioè, tutta sta roba, o mangiano come degli avvelenati. Magari c'avevano fame. Infatti, signori, sì, infatti.
Tipo ne preparano uno e due ne mangiano. Esatto, tipo me. Il rapporto della fame è 2-1. Esatto. Esatto. E peraltro io ho anche un po' di sede, scusate. Anch'io c'ho una cosa, sì. Allora, che vi possiamo offrire? Ce l'ho, quindi 5 a tutte e tre. Ah, 5-5 è un 15-15. Fai tu nipotina, sì. Intanto vuoi aggiungere un 5-5 in più, sono 7.500. Fai 20-20. 20-20? Ma siamo sicuri? Sì. Iselin, non lo fa bene, non fa un'opera caritatevole. No, ma almeno lascio qualcosa qui in armeria se arrivano gli altri. Sono $10,000. Sono 10.000. Perfetto. Ma allora, faccio una cosa. Ma li aggiungiamo con 20 e 20? Sì, io ce l'ho. Io ho 21 okay. Burrito. Io ce l'ho anche, 15 e 15. Ok, vabbè, anche io qualcosina. Allora, chi devo fatturare? A me. Io intanto consegno tutto a lui, nel caso i 30? Okay. Grande Vale. E i 10 e 10 li do io. Grande Vale, veramente. 5-5, Vale ci ha salvato l'azienda. Ok, Vale ci ha servato. 15. Allora, no, 15 ne mancano poi, mi sa. Perfetto. Io posso darti 5 e 5. Grande Vale, ci ha salvato l'azienda. Wow. Sono 40, grazie, sì, hai ragione, 10 gliene devi dare, 5 e 5. Grazie veramente di cuore. Intanto noi mangiamo, quindi. Aspetta, li passo a lui? Sì. Sì, Nando, poi dici. Serve roba? Serve roba, cari amici, colleghi, compagni? Me ne hai pensato solo uno? Tirchio. Burgiano. No, magari voleva con calma nel caso scivolasse. No, è nuovo, ragazzi, è nuovo, sta imparando. Oggi è il primo giorno di lavoro. Proviamo. Non mi fate emozionare. Sì, no, soprattutto no, non lo fate agitare. No, che sta maneggiando il cibo, no. Esatto. Non è bello, Purtroppo ho le tasche abbastanza strette, quindi le mani sono abbastanza grandi e non ci... Sì. Ok, fatto. A posto, fratellone. Perdonatemi, yes. Faccio una pausa di 10 minuti, zio, arrivo subito. Dove vai? Devo sbrigare una cosa urgente. Eccola, vedi, l'hai fatta agitare. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Nikita, hai detto giusto? Come? Sì. Ragazza si chiama Nikita. Nikita, lei è Nikita, sì. Okay, okay. Lei è un'amica della mia nipote Federica che hanno ammazzato. Ma come l'hanno ammazzata? No, ma come l'hanno ammazzata, Federica, mia nipote. Ma no. Io c'avevo due nipoti, Federica e White. White è quella che fa tutti i casini in città, che ogni giorno c'è uno che mi chiama e mi cerca, mi vuole menà perché fa i macelli in città. E... Siccome non ti mancano casini. Sì, tra il capo, la figlia, cioè... Sì, le nipoti. Poi c'ho Federica, sono venuto a sapere da quella che da Camilla, che doveva essere la moglie di Federica, che ci dovevano sposare, che è stata uccisa. Okay. E poi praticamente è arrivata lei, che è l'amica di Federica, e mi sta dando una mano a me, mentre White continua a far casini ogni giorno. Allora, okay. Ieri c'aveva un marito, l'altro ieri una moglie e un marito, ogni giorno ce n'è uno. Ogni giorno mi presenta uno che almeno lo trovasse facoltoso, che ti dà una mano. Sì, certo. Allora mi ha presentato uno con uno yacht che era il doppio di quelli che ci abbiamo noi. Elicotteri, c'è un tipo un cinese che la va a prendere in limousine per i locali. La faccio. Cioè, poi mi dice che quella gente non esiste più. E stava con un meccanico del Bennis. Dopo ha lasciato il meccanico del Bennis e si è messo con un altro facoltoso. Cioè, ogni giorno ce n'è uno. Poi il giorno dopo. Ogni volta allora. Per celebrare magari l'unione e la conoscenza, un bel buffet e chi chiama la Star Service. Ma avesse chiamato una volta. Ma avessi mai chiesto da mangiare da breve, mio nipote? Parenti, cognati, cosa non si può scegliere, purtroppo. Quelli ci sono, è un'idea la mia. Infatti, ma avessi mai chiesto... zio, perché non vieni qui a portare da mangiare così fai un po' di soldi? Invece quest'altra nipote mi aiuta sempre. Se rimbocchi le mani, che viene con me, andiamo in giro. Una su due è già tanto. Ma sì, 50%, bisogna accontentarsi. Sì, assolutamente. Nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato, anzi. No, però mi dispiace aver sentito che comunque ha perso una figlia. Non ho nipoti, grazie a Dio. Non ne ho. Ma nipoti? Nipoti due, sì. Non è mai facile. Poi saputo così da un'altra persona, neanche trovato il tutto, non deve essere stato facile. Fulmine, cioè, come se non bastasse già dalla situazione complicata tra attività, vari casini... Sì, un casino, guarda, un casino proprio.
Però oggi, guarda, oggi vorrei dirti messi... può solo che migliorare, ma non vorrei neanche portarti iella. No, ma non si preoccupi, tanto peggio di così non può andare. Lo sai, quando tocchi il baratro puoi solo salino, no? E non è che poi scende più di quello, quindi... L'ultima volta che uno mi ha detto una cosa del genere è andato per riprendere la macchina ed era sequestrata, quindi tu sarei dovuta anche fare a piedi, quindi male vabbè, è andata. Quello, vabbè, ma quelli non sono male di morte però, capito? Quelli non sono male di morte, quindi va bene, l'importante ma è che... Ma come c'è modo di... perché non avete una sede, giusto? Allora, o sì... ce l'avete? No, ma allora, cioè... dico, noi abbiamo una sede al 4:30. Ok. Quella sede, praticamente, è una casa di altre persone. Ah. Dove nel giardino di questa casa ci hanno messo la gestione dell'attività, dove prendere il mangiare... Il grill dove cucinare. Il giardino, noi stiamo lì... E dentro casa c'è sta gente che non sa chi è. Niente. Ah. C'è proprio rischi pure la vita ad andarti a preparare il cibo. Sì, perché magari quella casa è dei criminali e quelli magari ti sparano per dire sta fare dentro casa mia. Stiamo lì. Vabbè, una volta finita di preparare, magari gli lasci qualcosa di pronto lì che così pure puntano è un po' quando c'è il cane del vicino e deve passare e lanci la bistecca, che così almeno bella Brian, è contento e non prova ad azzannarti. Ma veramente quella è casa di gente, regà. Cioè lì dentro, te vi ricordate, c'era gente dentro? Vabbè, però no, più che altro cioè, è la sede, cioè, ma allora il direttore voleva fa una sede in centro città, voleva fa un locale su un grattacielo. Io ho detto lascia perdere i locali, direttore. Perché tanto i locali già adesso va in giro, non c'è più nessuno dentro i locali. Sì. La gente sta più in ospedale ormai che dentro i locali. Sì. Quindi l'ospedale, infatti noi andiamo all'ospedale e vendiamo un sacco di roba adesso, perché in ospedale dove trovi la gente? I locali ne puoi aprire 500. Sì, ho visto che ci sono anche tutto regolare. Tra quello che vende le pannocchie. Cioè, sì, 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 il pannocchiato quello di Napoli, sì, Maradona, sì. Qualcosa del genere. Sì, la spiga, le cose da spiga là. E in ospedale si fanno più sordi adesso perché è l'unico punto dove trovi gente. Ma è un classico ormai è nota sta cosa. E i locali ieri per esempio sono andato al casinò, c'erano dentro 20 persone, nessuno però che lavorava là dentro e cambiava le fish, cioè c'era gente che aspettava qualcuno che cambiava lì, non c'era nessuno al casinò a lavorare e quindi se ne siamo andati tutti, cioè non c'è più nessuno. Un attimo di pazienza, pronto? Ma, dove sei? Sempre qua sto. Ok, arrivo. Ok. Cioè, ormai vabbè, se sa che le cose vanno così. Ma se non avete una sede, com'è possibile contattarvi in caso di bisogno di cibo? No, noi regolarmente stiamo dentro sta casa, la sede è quella. Ok. La sede è quella, al 4:30. Se lei prende i servizi, su base sui servizi, ci sta il service? Ci dovremmo stare. Ah, c'è, giuro che non l'ho vista. Certo che c'è, no. c'è. Ma come c'è? Non ci stiamo? No, ci sta nel service. Ma come c'è sta il service? No, non c'è. Ah, ma siamo proprio poveri pure in questo, da questo punto di vista noi. Ma infatti, più che altro magari qua all'armeria se ci sono i ragazzi che hanno bisogno. Se si voleva fare l'annuncio sul giornaletto. Almeno una chiamata commerciale vi servirebbe. Scusate, mettere nell'annuncio una radio vostra che saltano dentro la radio e dire abbiamo bisogno di cibo al... potete portarcela, voi andate? Io solitamente, guardi, io mo sta cosa... Ci abbiamo. Ma come vi contatta il cliente col megafono? Lo so. No, io lascio il numero di telefono a tutti. Lascio il numero di telefono a tutti. Allora, se posso averlo pure io, lo prendo pure sì, io. Sì, perché l'unica cosa, sto dal telefono a tutti, perché non... effettivamente, noi mettiamo l'annuncio... Finché è solo il telefono va bene. Però, siccome noi siamo ambulanti, forse per quello non ci danno... Noi diciamo, cioè abbiamo una sede fittizia dove prepariamo il mangiare e il bere fittizia, perché essendo ambulanti una sede fissa non ce la possiamo avere, forse per quello non c'è stata assegnata. Mo io sto immaginando dicendo... L'importante è riuscire a vendere e riuscire a farlo. Allora noi farlo sì, per carità, mo io devo capire dove si prendono i preparati, non so l'import. Se... all'import è vero, ecco, esatto, avevo immaginato che era l'import. Una volta che i preparati, noi andiamo qui, li prendiamo e poi essendo ambulanti andiamo in giro col furgoncino a venderli. Per quello, quello che so, avete due possibilità. O comprate i preparati all'import, che potete creare quello che volete sul momento. Esatto. O l'import dovrebbe anche vendere già dei prodotti già fatti in caso di necessità. No, noi li facciamo noi. Noi prendiamo i preparati e noi li facciamo così. Quindi se mettiamo lì, anche se diciamo che adesso le cucine l'hanno ricambiate nuovamente, non è che mi piacciono tanto, sono molto noiosi. No. Prima avevo sentito che si lamentava. Ma sì, ma è normale, ma come si fa? Cioè, da pazzi. Cioè, mentre prima volevo, se io volevo preparare, che ne so, 20 burrito, io preparavo 20
burrito e andava e si preparava, li mettevo tutti dentro lo stesso forno, in un attimo me li faceva e ce l'avevo là. Okay. Adesso ne devo fare una alla volta. Mamma e poi mia. No, ma non puoi capire. E poi ogni tasca, cioè una la metto in tasca destra, uno sulla tasca sinistra, uno sulla tasca sopra. Cioè, capito? Non puoi capire, ma c'è. Ma alcune cose le puoi vendere come fatte a mano, uno per uno, però non tutto il cibo. No, ma è stucchevole la cosa, perdi un sacco di tempo. Ma noi in tre siamo messi là, chi faceva da mangiare, chi faceva da bere, ti metti là. Se stai effettivamente, come detto, cercando di rialzare l'attività e tutte le questioni, ti mettono i bastoni fra le ruote. Vabbè, ma è un problema di tutti, non è solo nostro, Vabbè, ma non tutti hanno debiti o hanno avuto problemi come quelli che avete voi, c'è tanto di cappello a voi che vi impegnate. Sì, vabbè, noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile, poi quello che succede, succede, nel senso che non è che se l'attività va male, sì, ci dispiace perché il direttore gli vogliamo bene, però non è che potremmo fare niente, non è che se morimo, cioè qualcosa famo. Non dovete affondare anche voi con la barca. Vabbè, ma tanto prima o poi si ricomincerà tutto da capo, quindi... Mi piace il tuo spirito. No, non è. Quello che succede, succede. Pure se ci arrestano, ma che c'è? Come va? Ma sì, come va? Ma che ci frega? Se stiamo a divertirsi, stanno. Giusto? Ti porteremo le arance in carcere. Esatto. Ho provato pure Vade dal carcere, non ci sono riuscito. Ma come? Vade? Sì, e c'è, da 30 mesi, che faccio? Da là, ma che domani? Ma nada. Sì, manca il telefono, cioè niente, manco per vedere su Tinder. Nada male, in caso niente. Potete provare a fare il contrario, come Star Service portate cibo nel carcere. Magari arrestassero tutti. No, quello non mi sembra il caso. Più soldi, no? No, quello sì. Beh, scusa, non riuscite a mettervi d'accordo con quello che magari sono FDO o per consegnare loro il cibo che no, ma dovranno pur mangiare. Allora, diciamo che ormai detto proprio schiettamente, ci stanno i circoli sono chiusi. Col tempo si sono creati dei circoletti chiusi, quindi sono sempre le stesse persone che stanno con le stesse persone, le stesse attività che forniscono le stesse altre attività, capito? Non è difficile entrare dentro a certe cose, non è che c'è sta un'apertura a 360, ormai è un dato di fatto, sono anni ormai che in città è così, ormai ci sono qui i gruppetti, sono sempre loro, stanno sempre insieme loro, fanno le cose con gli amici loro. Ed è difficile, poi se uno di questi prende un'attività e quell'attività ovviamente va a rifornire gli amici che sono sempre stati amici sua, è difficile entrare dentro realtà già connesse. Sei così simpatico alla mano a chi non vuole essere amico tuo e di conseguenza. Sì, però se io devo vendere il cibo, devo andare a fare concorrenza al Salieri. Il Salieri che era di mio nonno, no, ce l'aveva mio nonno Salieri, e tutti quelli che stanno con mio nonno e gli amici di mio nonno si riforniscono al Salieri. È certo. Normale, no? Perché nonno c'ha un sacco di amici, è normale. Poi ho visto quelli di Artaco. Artaco rifornisce, ho visto tanti amici miei pure che stanno lì dalle parti del gruppo, qua roba là. Sono sempre tutti quei gruppetti lì, rifornisce sempre quelli. Li vedi mai in giro pace? Il solito giro, insomma. Sì, sono sempre quelli i giri, cioè c'è poco da fare. Invece noi proviamo a andare all'ospedale, ogni tanto andiamo su a Paleto, famo un po' dei delivery a casa. C'ho degli amici che magari stanno a casa a fare delle feste in piscina, mi chiamano, dice Carlè, ho finito da mangiare da bere, ce lo porti per favore? Io col camper via e parte, io vado a portare, capito? Pure su a Paleto, certo. A me me ne frega niente, io vado, tanto sto sempre in giro io, quindi è importante guadagnare, ma fare sì, ma guadagnate. Signori, io mi assento 10 minuti, torno tra poco. Va bene, fratellone, va bene. Ciao fratellone. No, più che altro qua, cioè, l'inizio, grazie. L'iniziativa e l'impegno è ammirevole, cioè. Sì. Ma sì, perché io personalmente, se vi trovo che male siamo qua in armeria, no, chiamo voi a questo punto, ci mancherebbe. Ah, grazie. Grazie. Tanto io, diciamo che in città ci stavo praticamente sempre, o io o le mie nipoti ci stiamo sempre. È da tanto lì quella macchina bianca. Quale? Sì, infatti mi sento osservata. Ma quella mi sa che è mio nipote con l'amante. Lo dico subito. Con l'amante? Ma sì, mio nipote sì. No, ma certo. Io ho i nipoti che non si sa, ogni giorno ce n'hanno uno. Sì, è mio nipote con l'amante, sì, lo sta a vedere col telefono. Meno male che sono nipoti e non figli. No, qua avevi già capito. Sarebbe manzate, sdomini. No, le nipotine mie sono simpatiche.
Intanto mi portano da qualche parte, così in giro. Mi portano all'ospedale. All'ospedale, fammi vedere. Gli vanno dai dottori e dicono che io ho bisogno di un ospizio e di uno psicologo. Non capisco perché. Di un ospizio un po' troppo. Sì, no, uno psicologo, chi è che non c'ha bisogno di uno psicologo? Infatti, però è ospizio pure. Cioè, dottoresse, mi dicono, ma lei, Carlo, i suoi tumori mi hanno detto che lei c'ha bisogno di andare in un ospizio. Per vecchietti, capito? È mio nipote, è vero? Fermo, è tua nipote. È mio nipote con l'amante, lo sapevo. Bella, no, mi allora, è un ragazzo che ha delle fasciature e ha detto che sta in macchina perché non si può alzare. Sì, sì, se l'è fatta addosso, sì. Appena mi ha visto. Ma cosa c'entra a farsela addosso con le fasciature? Con tutto per me. Sai che si è alzato, la vi. Eccola, vedi che si è alzato, Doddy? Oddio, ho fatto un miracolo, sorella. Ammazza che asino, Lazzaro. Ho fatto un miracolo. Minchia! Sì, ah no. Oh. Salve. 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 Non sei guai. Oh, ma che ha fatto? Che ha fatto? Ma non è lui nipote? Quello che mi ha tentato di rimorchiare all'ospedale? Come? Si chiama? Oh, aiuto! Sai che la fasciatura non è abbastanza stretta. No, diciamo no. Che girare con una katana così, correndo, è abbastanza pericoloso. Esatto. Vabbè, nipotina, tutto bene? Sì, sì, alla grande. Che ha fatto la mummia lì? Lazzaro si è fatto male. È caduto? È volato troppo vicino al sole? Sì, 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 decisamente. È caduto sulla sua stessa katana. Se guarda, non mi stupirebbe. Così però non aiuta, eh. Ho capito, però c'ha ragione. Nipotina, ma Cammella che fine ha fatto? Zio, ti devo parlare di questo. Ah, ecco, bene. Vabbè, quando si imboscamo? È andato a cena a casa, Gagliostro. Ah. No, andiamo a imboscare. Tanto, perché tanto va qua qualcosa, cioè... Sì, ha scorreggiato fino a mo', Andiamo a imboscare da qualche parte, così se fa pure una chiacchierata, dai, famo un briefing, nipotina. Va benissimo. Ci vediamo, allora. È stato un piacere. Buon lavoro. Innanzitutto, no, io abbraccio positivo, se no non a voi, ragazzi, una buona serata. Grazie di cuore, grazie. Io direi di chiamare le guardie, visto che quello pare così violento con quella katana. No, è proprietà privata, gli spariamo direttamente. Ah, allora posso, arrivederci. Arrivederci, un piacere. Grazie, voglio bene. Buona serata. Vi voglio bene. Anche a voi. Ciao Carlo. Grazie, ciao. Vi voglio bene. Un abbraccio pure a voi. Meritato. 10 punti positivi. Meritato? Sì, certo. Perché dà gli abbracci speciali, Carlo. Sì, gli abbracci positivi. No. Ti voglio tanto bene. Grazie per come sono gli abbracci? Come positivi, tutto positivo. Tutto positivo. Grazie, grazie di cuore per l'aiuto. Grazie, vi voglio tanto bene. Buon lavoro. Nulla, Tanto sto sempre in giro io. Grazie. Okay. Ciao. Vi voglio bene, un bacione. Zio. E che Jen? Di chi sono questi 3 documenti? Oddio, che documenti sono? Non lo so, l'ho appena aperti, aspetta che li leggo. Oh, fatti gli affari tua, che te guardi i documenti del zio, te? Che okay, documenti sono? A posto. Non lo so, sono tutti fogli bianchi. Davvero? Che c'è scritto? Niente, c'è tipo una fotina rotta. Ma che cazzo sta di fate? Guarda. Card, ma che è questa? La social card per i vecchietti, questo? Oh no, questa è la card per le rapine, oh. Quella zio, con questa ci fa la... Con questa ci fa le rapine, eh? Sì. Ma rapine dove? Penso che entriamo in un negozietto, minacciamo, vediamo se ci dà dei soldi. Allora, apriamo la macchina, andiamo a fare una rapina. Sì, no, intanto ti devo raccontare questa cosa. Senti, prima che io scoppi a piangere... Come scoppi a piangere? Sì, zio. Perché? Perché mo ti racconto, ok? E mo esplodo, guarda. Oddio! Sto esplode. Oddio, io non ci vedo più. Da. Ma quello... Oddio, io mi sono trovato davanti uno con una mazza a mano da Princeton. Hai visto? Ma chi era quello? Comunque la gente non sta folgorando. Non so, un sopravvissuto, aspetta che... Sì, sì, The Walking Dead, sì. Edward. Ma come giustizia... Che significa? Guarda, sta un attimo... Devo parlare un attimo con zio. Mi aspetti, dopo ti chiamo? Ok, ciao, dopo. Che è successo? E allora, come te lo spiego? Aspetta, fammi trovare le parole. Senti, ho fatto un gran casino, ok?
Cioè, tu nipote, posata, cioè, tu fai casini? Sì, l'ho fatto proprio con la persona con... Penso che amavo più della mia stessa vita. Praticamente Camilla è partita, non lo so, io non la vedo, non la sto vedendo più. Non so neanche che fine ha fatto. E prima di andare via abbiamo litigato, ok? Abbiamo avuto una brutta discussione. Ok. E, ma io mi perdo tutte queste cose, ma come? No, dico io tutte queste discussioni me le perdo tutte, ma come mai? Ma tu non perché non stavi a casa, se no ci sentivi tirare i piatti, penso. Mm. Bene. Comunque zio, senti, io l'amo più di qualsiasi altra cosa, ok? Ma Camilla? Sì. Sì, ok, mo adesso non c'è, ma io spero un giorno di rincontrarla, ok? Ok, anche io. Il problema è che, senti, io ho detto cose poco carine, ma perché era arrabbiata, ok? Tipo? Vacca? Tipo perché, no, abbiamo, diciamo che è da tanto che noi abbiamo una storia, ok? Sono tanti anni, quasi due, se non tre. Ok. E, diciamo che io ho perso fiducia in lei tempo fa, ok? Come mai? E non per via delle persone che hanno messo zizzania, ok? Io da lì non riesco a perdonarla, ok? Okay. Quindi sono nervosa, sono gelosa, sono possessiva. Ok? E, ok? Ok, gliene faccio sempre una colpa di questa cosa. Ok? E credo che se ne sia andata per quello. Ok? Bene. Io... non lo so, io non so dov'è, con chi è, però io la voglio riconquistare. Ok. Cioè, non so cosa sbaglio, che problemi ho, ma io ci tengo veramente tanto. Ho capito, ma se tu non sai dove sta questa, se n'è andata, magari è andata in un'altra città, tu, come la riconquistiamo? Non lo so. Cioè, abbiamo dei non indizi? Non so neanche... È difficile, zio, non mi ha lasciato nessun indizio. Beh, ma che, il problema è che... Chi frequentava Camilla? Eh? Cioè, Camilla, cioè, amici in comune, cioè, ne aveva... Il so che lavorava al Blue Marlin. Però... sì, al Pesce Azzurro, sì. Oddio, ma chi è questo? Signor Jay? Chi è? Passi il cenagramma, mo ti richiamo prima che vai in avaria, ok? Dai, ti chiamo tra poco. Ciao. Comunque, zio, senti, mi devi aiutare. Io... Ma chi è passi il cenagramma prima che vai in avaria? Ma che vuol dire? Ma che messaggi in codice so? Lascia stare. Senti, mi devi dare una mano, per favore. Sei l'unica persona che mi può aiutare, ma ci sto veramente di merda. Sto veramente male. Certo che ti aiuto. Ma dall'altra parte ho paura che se avesse trovato qualcuno che la fa stare bene, è giusto che sia così. Sì, l'amore si trova da un giorno a un altro. Cioè, mo io capisco come fanno le persone a trovare l'amore da un giorno a un altro. Guarda, non lo so neanche io, ma l'invidio, perché io non saprei farlo. No, ma non è poi possibile, cioè, conoscere una persona in due ore, l'amore della vita mia è viva, ma che capisci? Una persona la conosci per bene dopo 20 anni che ci sta insieme. Quindi, ma forse pure di più. Ma pure di più, 40. Di più. Cioè, è normale di più. Non so, zio, però ci sto veramente, veramente male. Beh, io ti aiuto, ma dobbiamo cominciare dalle basi. Dove sta da vista l'ultima volta? Cioè, chi frequenta, che locali frequenta? Ti posso dire dove vive? Cioè, non so ora, lei aveva una seconda casa, ma non so ora in mano a chi sta questa seconda casa. Sì, l'aveva comprata da poco, gliela doveva arredare, però poi, vabbè, è finita come è finita. Vabbè, proverò io, dai. Ma se tu mi dici, mi dai qualche indizio, io vado a trovare, a vedere sta casa, vado a vedere se trovo sta Allora, ragazza. Guarda, l'unica cosa che posso sapere è che è la sua migliore amica che abbiamo incontrato insieme e lavora al Vanilla, è Roscia, una Roscia. Una Roscia che lavora al Vanilla? Sì. Come si chiama Roscia che lavora al Vanilla? Mo mi sfugge il nome. Aspetta, forse ho beccato... È amica di Jessicona, è molto amica di Jessicona. L'ho beccata messa su Tinder, lo sai? Scar?
Bravo, sì. Sì, sì, l'avevo beccata su Tinder. Ero l'unica roccia che ho beccato su Tinder. Eccola qua. Infatti, lei mi ha scritto: io ho scritto, grazie di esistere. Lei addirittura, io come va bene? Tu bene, bene. Ho fatto, sei sposata, mi fa single. Gli ho fatto anch'io Pringle. Sì, Scar si chiama. Ah, no? Se lei è single. Oh, ma rotti i coglioni, ma che cazzo ti frega a te se sei single? No, perché... no, no, mica sei single, perché sapevo che era felicemente fidanzata. Ma io te parlo, cioè, io quando l'ho matchata era il 6. Ma io sapevo... un mese fa. Io sapevo che era fidanzata, però vabbè, sti cavoli, non mi interessa di lei. Ma infatti. Okay. No, no, però zio, mi devi aiutare a risistemare le cose, per favore. Va bene, allora, l'amore della vita tua è Cammella. Cammella, mm-hmm. C'è litigato e non voglio, mm-hmm. No, ovviamente non è che mi dici perché c'è litigato, no? Sì, io te l'ho detto, perché sono una cogliona. Ah, perché sei una cogliona? Eri gelosa? Sì, tanto. Okay, quasi da diventare possessiva, ok? Ok, lo sei diventata. Per okay. Paura però, dipende, cioè quelle cose non le pensavo, avevo solo paura. Però quelle cose che gli hai detto? Non ne penso neanche, te cioè... posso dire una cosa però? Dimmi. Te posso dire una cosa? Dimmi, zio. Da zio Carlo. Sì. Solitamente quando si litiga con una persona, no? Si dicono certe cose, però quelle cose che si dicono, nel 90% dei casi, è la verità. No, zio, ascolta. Perché si dicono, no, solo quando si litigano, certo, la verità si tira fuori solo quando si litiga. Quando c'è del malessere, pure minimo, mica le cose brutte, che ne so, mi dà fastidio il fatto che tu la notte russi, no? Io non te lo mm-hmm. dico perché, che te lo dico, russi, però quando litighi, dici sì tu la notte pure russi, capito? Io sì, però magari glielo potevo dire in modo diverso, in un contesto diverso, capisci? Se a me dava fastidio qualcosa, magari glielo dovevo dire quando eravamo calme, però il discorso che lavorare nei locali, cioè il fatto che ci possa essere poco io, ok, mi rende molto insicura. Ah, dici col fatto che tu comunque stai poco in città, dici non c'è. Vabbè, quella è gelosia proprio. Lo so, zio, ci tengo tanto, ma ormai sono 3 anni, capisci? Però, so, lo so. Però è pure una questione di fiducia. Cioè, lo sai che è nipotina? E a un certo punto deve intervenire il sti cazzi. Positivo. Non ci... No, aspetta, sti cazzi positivo, non è sti cazzi, fa come cazzo devo. No, è il. Io devo pensare pure alla vita mia, sta bene io, con me stessa. Nel senso che se tu non stai sicura con una persona, cioè a un certo punto ti fai in modo che tu cambi e dici, vabbè, entro e vedo quello che succede. Se deve succedere qualcosa, tanto succede. Lo so. Tanto succede, pure magari pure peggio, perché poi ce lo viene a sapere peggio. Quindi tu le cose le devi vivere tranquillamente, nipotina mia, perché poi se una persona te vuole tradire, lo fa, tranquillamente, lo so. Tu neanche te ne accorgerai, per te è tutto normale, invece magari questa persona c'è un'altra persona, capito? E, mm-hmm. e quindi tu devi vivere la vita in modo talmente tranquillo che le cose poi a un certo punto vengono proprio naturali, che te magari è proprio lei che ti dirà, lo sai che cosa c'è, Nikita? Ho pensato che tra noi non funziona, arrivederci, grazie. Però tu nel frattempo ti sei costruito una barriera dentro di te che in quel momento non soffrirai più. Perché dici, vabbè, ma io stavo già bene. Nel frattempo ti sei costruita quello stare bene con te stessa. Che una qualsiasi cosa accada, a te non ti fa più niente. E lì devi arrivare, piccoletta. Perché sennò poi che succede il macello, nipotì, capito? Mm-hmm. Però stai sempre col magone, oh. Che fai? E il fegato? E li fegati? E poi ti distruggi i fegati, ti vengono gli ulceri? E non dormi le notti? E poi per stare qui in città stai tutti da mattina alla sera qui dentro e non si dormi e poi bisogna andare a lavori e che facciamo? Senza andare a dormire e siamo nervose e ci ero del culo e infatti è perché succedono tutte queste cose, vero? Sì, è vero. Hai visto zio Carlo? Hai visto? Bravo zio Carlo. Oh mio Dio. È vero, eh? Vedi zio Carlo lo vedi che non c'ho bisogno io dello psicologo. Carlo è lo psicologo. Mamma mia, sai. Sì, io sono zio... visto? Lo zio, sono bravo, hai visto? Mamma mia, zio, sei bravissimo. Aveva ragione Federica, allora? Sì, c'ha ragione. Sì, c'ha ragione, sì. Grazie, Federica. Zio. Ma no, ma non mi devi ringraziare. Lo so, però mi devo sfogare perché ce l'avevo proprio qui. Poi, vabbè, ieri sera... Lo sai... Cioè...
Creati, allora, quando sai la cosa più difficile per una persona, no? E te lo dico per esperienza personale. La cosa più difficile per una persona è delle volte si vive in condizioni mentali talmente delicate, non è niente di brutto, ascolta. Che praticamente quando gli si danno le persone buone che ti vogliono bene, ti danno dei consigli. Come si dice a Roma, da una orecchia entra e dall'altra esce, ma non perché tu non voglia ascoltare le persone che ti vogliono bene, perché in quello stato mentale che sta un essere umano, la mente non assorbe niente. Questo succede purtroppo anche in quelle persone molto deboli che nonostante non, stanno male, non vengono aiutate da nessuno e finiscono male. Perché a un certo punto la mente rifiuta proprio, è una cosa mentale, guarda che è una cosa che io l'ho studiata, è una cosa mentale che se io ti dico no, nipotina mia, accannala, tu dentro di te in quel momento stai talmente confusa, dici ma che cazzo sta di questo, ma che accanna, è la vita mia, è l'amore mio. Poi magari dopo 3 anni, 4 anni, dici sì, zio Carlo c'ha ragione quando mi diceva, però in quel momento non è per colpa tua, perché la mente rifiuta di assorbire certe informazioni. Molto. Io credo che più il fatto che non sia pronta ad affrontare quella situazione in quel È proprio quello, esatto, perché è una questione mentale, è una questione mentale. Quindi piano piano ci si costruisce una sorta di barriera intorno alla nostra mente che ci permette di affrontare le situazioni molto serenamente. Ci vuole del tempo, per carità, ma non è che ci vuole tanto tempo, eh? È solo una questione di abitudine, l'abitudine. Okay. È una questione di abitudine mentale. Quindi più manca e più potrò fare a meno di quella determinata cosa. Non è che noi abbiamo bisogno di due cose: da bere, perché, da respirare e da mangiare. Queste sono le cose che ci tengono in vita. Queste tre cose. Stop. Il resto si chiamano sentimenti, si chiamano vizi, hanno altri nomi. Ma noi per camminare, per riflettere, ci serve da mangiare, da bere, da respirare, non ci serve nient'altro. E tu vai avanti per la tua vita, e io vado avanti per la mia vita. Il resto sono vizi. Stop. Tutto ciò che... Vedi il magico, se ce l'ho o non ce l'ho, è il campo lo stesso io. Però mi sono comprato il magico perché mi sono viziato. Capito? Mm-hmm. Quindi... Ho capito. Cioè, come avere le basi, cioè saper vivere anche senza. Bravo. A un certo punto devi entrare in una coscienza di ma se io un giorno stessi da solo, come saranno le cose? Ecco, è da sola che devi star bene. Il giorno quando è da sola, tu riesci a star bene da sola? Sì, quello sì. Sicura? Non mi vabbè, sicura. Devi dire la verità. Devi dire la verità. Perché non devi dire tanto per dire cose, perché tu devi essere sincera, perché se ci vedo, guarda tuo specchio. Fammi vedere che io sono specchio. Ci sono momenti in cui sono forte, riesco a farlo e certi momenti no. Esatto. Vabbè, è un classico quello. Cioè, quando sei forte? Quando c'è la certezza. Dici vabbè io ti faccio un esempio. Ah vabbè io adesso senti un esempio devo uscire, porca miseria, un impegno improvviso, mannaggia, porca miseria, vabbè ritarderò dei 3 ore, però domani non devo andare al lavoro, comunque domani è per giorno. Allora lì sei forte, perché si crea uno stato mentale che trovi una sorta di certezza che comunque quello che cercavi in quel momento comunque ce l'avrai subito dopo. Allora lì te senti forte. Ma se sta cosa la vedi che si allontana o te si allontana per più giorni, allora tu lì diventi debole. Ma è una cosa mentale che vale in tutti i campi, soprattutto in quello dell'amore. Vale in tutti i campi, soprattutto in quello dell'amore. È una cosa proprio mentale, proprio. C'è poco da fare. E avere la certezza... Tu in questo caso, no, qual, per esempio, dove tu sei, adesso non sai dove sta lei, no? E qual è la cosa, andiamo a caso, la cosa che magari te brucia più dentro, stai in città con qualcun'altra? Sì. Vero? Sì, sì. Certo. Ma è normale, ma io ti capisco, nipotina mia.
È l'amore, c'è poco da fare. È l'essere umano, ci abbiamo un cuore tutti. E questo ho capito, ma il mio, cioè... No, è il tuo uguale al mio. Batta allo stesso modo, vabbè, tu forse non solo il cuore, ma... Però, diciamo che subentrano altri fattori, ok? È una battuta, ovviamente, che ti voglio bene. Però sì, è quello che adesso ti sta sbrindellando per la capoccia. Ma la voglio cercare domani la voglio. No, però mi sono tenuta occupata proprio apposta, non voglio stare in città domani, proprio per tutto il giorno voglio tornare direttamente martedì. Sì, devo staccare un paio di giorni perché sennò veramente mi devasto. Ma davvero? Ma proprio... No, vabbè, se so che ci sei tu entro perché... Comunque... No, Carcola, io domani non ci sto nemmeno io. No, domani infatti no, io proprio domani no, voglio andare al mare, prendere il sole, lascia stare. Domani è da mare, sì. Sì. Domani è da mare, sì. E poi no, lunedì più che altro devo andare a lavorare tutto il giorno fuori io città. Io lavoro di sera, quindi la prossima settimana io lavoro di sera, se entro in città è dopo le 10:30, 11, quindi... Mi sa che ci incontriamo settimana. Solo per un saluto. Vabbè, però io lavorerò per te. Lavorerò per te. Se appena ci avrò informazioni, qualcosa, se vedo qualcosa, ovviamente farò il delfino curioso, no? Perché voglio vedere pure... No, vabbè, però zio, guarda, ti dico una cosa. Questa è una cosa mia, però se arriverò alla consapevolezza, ok? Che lei comunque in città e... si è rifatta una vita, è giusto lasciarla come sta, anche se comunque mi crollerà un po' il mondo addosso, ma è giusto che sia così. Sì, queste sono le belle cose che si dicono. Sì. La mente, cioè la razionalità me lo dice, poi certo sarà difficile metterlo in pratica, soprattutto quando chiudi gli occhi, soprattutto lì, sì. Quello è proprio il momento quello, sì. Ma lo sai? Fortnite bravo cioè, Tarkov. Ci stanno, no? Ci stanno, sì. Cioè, poi non solo quello, poi c'è sta il mare, le cose, la bracciata, le bracciate, ci stanno delle cose, cioè effettivamente diciamo è bello, no? Però certo è difficile, sì, capisco, sì, per sì. Però aspetta, non è neanche facile, cioè non è che dici no, vabbè. È uno scocco di dita, cioè però è ovvio. Però amica, che ha detto, c'è che comunque è così. Sono tre anni, cioè non stiamo parlando di un mese o una settimana, capisci? Appunto, quando mi hai detto 3 anni, io per quello ti ho detto, nipotina mia, ci dormi allora la notte, lì è il fegato, te lo mangi, è normale. No, nel senso, no, cioè diciamo che ultimamente avevo fatto un taglionetto, però sono tornata qui proprio per stare con lei, ok? Uh-huh. Tornare qui in questo mondo, uh-huh, questa città, uh-huh, e ho sbagliato grandemente. E quindi ho riperso... Diciamo che a me mi mancano dei tasselli, però vabbè. Tipo? Perché pensi di aver sbagliato? Forse per non darti delle incertezze, per non creare delle incertezze, magari se dici ho sbagliato a rientrare in questo mondo perché magari mi potevo creare dei problemi. No, che poi ma scusa, perché... che problemi dovrebbero essere? Ma non per problemi, però ho sbagliato nel senso che se, come dici tu, so che non è la persona adatta e non dovevo mollare la cosa già prima, però ci ho provato. Ma non è, io non ho mai detto che non è la persona adatta. Io ho detto che tu devi la prima cosa di tutti noi, ma mica solo te, pure Carlo e chiunque... La prima cosa è svegliarsi la mattina e pensare che un giorno potresti o potrò rimanere da solo. Dal momento che io un giorno... Perché d'altronde le persone vanno a cambiare. Però magari... sai che c'è, zio? Nel fatto compiuto sono una persona che
Per esempio, quando ho perso i miei genitori, mi sono tirata sulle maniche e ho affrontato la cosa. Cioè, io nel momento in cui sono estrema, poi mi tiro su subito, ok? Sono quelle situazioni che o l'affronti o l'affronti. Devi affrontare per forza, cioè non è certo. Capito. Quindi non mi preoccupa questo, però sinceramente è che ci tenevo e forse sono io che magari cerco che lei ricambia la stessa maniera, ma non è così. Forse questo devo realizzare, che per lei non è, non vediamo la cosa allo stesso modo. Capito? Forse devo accettare più che altro questo. Però vabbè, come dici tu, poi il tempo non posso obbligare nessuno. No, no, per carità, non so obbligare nessuno, ma neanche te stessa, cioè non è che ti devi dare per forza delle regole per cercare devi dare certe cose. Uno ti direbbe vivela serenamente, cioè alla fine dobbiamo pensare che comunque stiamo sempre cioè un discorso troppo grosso, cioè, lo so. Ne direi delle cose, però no. No, vabbè. Vabbè, ripeto, comunque tanto io sto sempre in città, becco gente. Per esempio, il Trivella ha lasciato Yugi. No, mi ha detto che ha lasciato Yugi. Ma come? Sì, e si è messa col sole. È una che canta. Yuki, sì, ce ne stanno almeno due, non conosciute dei Yuki. Infatti, perché... Yuki era quella che abbiamo conosciuto. Aspetta, quella era il garage che. No, che... Yumi, quella è Yumi, mi sa. No, aspetta, te lo dico subito come si chiamava. Yukiku, forse. Yukina. Kukino, vabbè, quella. Susina. Sì, vabbè, siamo lì. Vabbè, allora, Susina è l'uomo che stava insieme a Yumi. Vabbè, poi, comunque Yugina è una che ho conosciuto ieri, che stava con altro, e Yugi era la fidanzata del Trivella, che l'ha cannata il Trivella ne cambia una al giorno, e mo sta con una che si chiama Sole, e Yugi io l'ho incontrata, è simpatica, ma stava simpatica Yugi, Portrella si è arrabbiato con me, dice perché gli ha fatto le battutine. Vabbè, ma io Yugi, porella, cioè, ma pure appena mi ha visto Carletto è venuta, mi ha abbracciato, è una, cioè, una ragazza simpatica, che io faccio? A me mi dispiace, se pischia la canna per un'altra, a me mi dispiace. Vabbè, ma che c'entra? Quelle poi sono cose loro. E Yugi, non so. Cioè, non devono, cioè, se io sono amica tua, l'altro, cioè, tu litighi con la tua ragazza, io rimango sempre comunque amico di tutte e due, perché sì. Il problema non è che ce l'avete con me, cioè, certo, è una cosa certo. Tra voi due. Infatti. Cioè, a meno che non gli combini qualcosa di veramente grave, ma insomma. Esatto. Però comunque mi hai fatto venire voglia di fare una rapina, andiamo? Una rapina? Dammi una spada a qualcuno? Andiamo, ma sì, ma sti cazzi, dai. Ma però ci serve una macchina veloce. Sì, anche una pistola, ce l'hai tu la pistola? Io c'ho una pistola con 22 colpi. Allora, io ce l'ho la macchina veloce, solo che non so se mi prendono la targa poi. Però possiamo prenderne una da un civile che ce la presta gentilmente. Ma deve essere veloce però. Oh, Alex. Sì, mi sta a chiamare pure a me, però. Alex, dove sta il mio tempo? Il tuo tempo? Io no, adesso. Che volevo fare? Senti, ascolta, ma... sai dove posso trovare una macchina veloce gratis? Senso, secondo te, se io... Giusto. Ce l'hai qualcosa senza targa? Sì, allora Peppini andiamo a fare una rapina stasera, sì. Ok. Al ghetto. Bravo, Vimbar, al ghetto. Pinewood. Ah, ok. Va bene. Ok, perfetto. Dai, allora... A dopo, ciao. Allora, ha detto zona Vinewood, troviamo delle macchine veloci dei civili. Vinewood, sì. Tipo l'inferno. Te lo faccio. Vinewood è questa io zona. Io mi ricordo qui, guarda, più. Sì, quella là, Madonna, una volta proprio le lacrime che le rigano i visi a Vinewood. Adesso non mi ricordo manco più dove sta. Cosa fanno? le lacrime che rigano i visi. Zio, lo sai che il coso, come si chiama?
L'origano prima era liscia, poi l'origano. Allora, Alex. Mi senti? Sì. Allora, ma può venire pure Alex, nipotina? Ma certo, più ma che è successo? Ma disturbo? No, ma se disturbo no, tranquillo. Io ho visto che avere visite allontanati. Sì, perché dobbiamo fare un discorsetto. Allora, dobbiamo andare a fare una rapina, può venire? Una rapina? Dove? Perché ne so, in banca. Dove state voi? No, dove state? Stiamo andando a piena macchina, Ah, state in giro, vabbè. Sì, stiamo cercando una macchina veloce. Non è che poi mandare col magico a fare una rapina. Aspetta, mo vedo un po' se riesco a trovare pure qualcosa. Ma serve almeno 3 posti, eh? Perché sennò. Sì. Ok. Ok. Ok, ti chiamo. Sennò cosa? Che è, nipoti? Ma noi non possiamo prendere i yacht, vero? No, yacht no, li potevamo prendere, porca puttanazza, ci hanno sequestrati. No, più che altro lui non può invece prendere una barca, ci aspetta in qualche posto nel mare, così se non riusciamo a scappare lui è pronto con la barca. Che ne pensi? Penso di aver capito il piano, però okay. Sì, però la barca io non ce l'ho però. Vabbè, la possiamo rimediare, no? Ok, andiamoci un punto d'incontro. Ma quanto dura più o meno? E che ne so? Vabbè. Oh, questa è l'inferno. È sparita, io ho visto sparire. Ah, ok. Sì, certo. Però queste macchine queste qua, secondo me, nipotina, queste possono sparire. Cioè, rimaniamo una merda. Ma guarda, questa? Capito. Totale proprio. Capito, questa c'è già. Vabbè, Alex, prova a rimediare una barca. Io sto sulla spiaggia. Ok, mo ti aggiorniamo pure noi con la macchina, Va bene, ok. Ti chiamo, ok, sì. ciao. Niente, no, il signore è incosciente, no? Cioè, ma è un signore incosciente o un signore incosciente? No, pensa, ma credo che sta pensando intensamente. Ma è un vero pensante? Sì. Ah, sequestrato. Pure brutto, c'era. No! Ma c'è la pistola? La faccia da scimmia. Madonna, ma che potevo cos'è? Potevo controllargli il portabagagli, porca miseria. E niente. Ma quella era una macchina. Io entro in macchina e guardo il portabagagli al volo. Guarda il portabagagli al volo, ma magari c'è una pistola questo. Sì, vabbè, entro domani questo. Aspetta, zio, maschere. Aspetta. C'era una moto, hai visto una moto? Guarda qua la macchina lì. Quello qua la moto è andato con qua la macchina con quello, vedi? E sicuramente sono amanti. Oh no. Salve. Salve. Tutto a posto? Sì. Bello questo. Questo mi piace. Camper. Grazie. Da magica, fratellone. Hai visto, abbiamo vinto oggi, fratellone. Bellissimo. Sei un grande, come ti chiami? Io Nicolas. Grande Nicolas, io sono Carlo Squartato, la parte lesa, tu? Deli Bari? Pensa alla nipotina mia che ti voleva fare. Mannaggia Nicolas, mannaggia. Sei troppo forte Nicolas. Ciao fratellone. Ciao. Ride questo ride. Non sapeva che un minuto prima stava ammutando e gli avevamo fregato pure casa. Hai capito? Ride. No, visto che sta. Allora, quello con la moto era sicuramente uno che c'aveva. Questo è di un gruppo criminale, perché lui stava fermo e faceva da palo. Pure se stava a dormire. Questo che sta a pisciare invece. Questo gliela freghiamo sta macchina. Ecco, abbiamo sta macchina. Questa aggiustiamo e gliela freghiamo. No, dai. Ma aggiustiamo. Ma che cazzo, guarda che sei a Tibizza. Niente? È chiuso. Ah, che cazzo. Eccola nipotina. Vai, questa è buona, nipotina. Ma no, c'ho la pistola, nipoti. Ma nipotina, c'ho la pistola. Non guarda questo, guarda qui. Vedi, c'ho la pistola, nipotina. Questa è buona, questa? Dammi la macchina. Ma com'è nipotina? Come non funziona mai con me? Non funziona con te. Ma com'è non funziona? Non sono proprio così tanto criminale io. No. Però queste erano macchine buone. Secondo me qui vengono delle macchine buone. Infatti l'ha detto mai. Oh, questa. Aspetta, nipotina, aspetta. Ferma! Ma perché? Oh? Ma sparagli!
Ma poi gli sparo, ma hanno rotto proprio di coglioni, oh. Cioè, ma veramente. Cioè, Marto, ma dove sta la paura qui? No fear. Fermati. Ah, mo gli sparo, guarda. Guarda come da roda, guarda 3 a 3. 2. Ah, ok. Ah. In 2 erano. Ha visto? Lo lascio qui, il magico? Sì, qui, proprio in mezzo alla strada, lo lascio, sì. Sì, ma prendi la card, prendi tutto, eh. La carne. Ah, la card, sì, è vero. Ok. Andiamo, andiamo in garage, al primo garage. Nipoti, va qua la macchina. Spinge, spinge. Siamo sicuri? Sì, sì. Dai. Yeah, guarda. Oh, una sponna che ci serve sana, eh. Oh, me frena, ecco. Gesù, Gesù, nipotina mia, nipotina. Sì, ma manca fiamma batte così, oh. Ho capito, ma quello me lo sono trovato davanti. Vada. Madonna, mai visto che roba, raga? Dove era? Qui la città, eh? Sì. Indicazioni sta a vedere. Se butti giù i pali, come fai? Ma quello c'era il cartello, c'era. Allora, mo speriamo che Cagliostro ha trovato la barca. Se c'è la moyotte era un attimo. Oh! Il magico è indistruttibile. Cioè, raga, il magico è indistruttibile proprio, raga. Cioè, la migliore macchina proprio di GTA. Cioè, proprio indistruttibile. Dove sono i parcheggi? Qui c'è un parcheggio qua. Nipoti, ma che sono quelli lì? Ma chi erano? Ma che cazzo, c'era un parcheggio, mi segnalava là dentro. Sono imboccato, è pieno di gente con i camion. No, io devo andare a vedere che ci sta là. Ma che è là, raga? Che ci sta là? Ecco un garage, ecco un garage. Nipoti, ma che ci sta là? E che ne so, ci vogliamo imbucare, andiamo a far finta di scusarci e vediamo quello che c'è. Dai, vai, vai, vai. Però, cioè, dovresti scendere te. Sì, sì, scendo io. Grazie, zio, Guarda se te giochi tutte le nipotine. Sì? Aspetta, oh, va piano, ho visto qui. Aspetta, qua a destra. No, guarda, la devo appena assaltare, la rapina. Come startare la rapina? Dai, sto scherzando. Sto salutando un vicino e arrivo. Ok. Non lo so, però arrivo. Dai, ti richiamo tra poco. Ciao. Oh. C'è sta un camion. Com'è il camion qua? C'è il camion con la moto. Ma c'erano dei gente che correva, c'aveva le radio. Come vuole questo? C'è qualcuno? Ma no, c'è qualcuno. Ma che fai a gelatana? Ma che fai a globo in lavori? Entra dentro e non di niente. Fai finta che sei un non pensante.
Io intanto cambio posto, male che va, scappo. Mi ha fregato la moto. Mo gli sparano. Mo gli sparano, raga. Mo gli sparano. Secondo me escono e gli sparano. Io gli fregavo il camion. Oh, nipoti? Dai, dai, dai. Pistole, 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 pistole. Via, via, come via, pistole? Via. Come pistole? Ma le pistole. Ma io potevo fregare il camion. Ma è rotto, fuma. E il camion pure. Sì, sia la moto che il camion. Ma che so? Ma dentro c'è gente con le pistole? Sì. Guardate, mannacce là, oh. Ma come? Oh, salimo sul tetto. Ma si vede? Come cazzo? Penso di sì, tetto? Usciranno, cioè, prima o poi. C'è sto muro di cinta qua, nipoti. No, però guarda qui a destra, se noi facciamo il giro possiamo entrare da lì. Da dove? Da, guarda, vai un po' più avanti. Vedi lì il muretto? Arusa, questo muretto. Vabbè, fa il giro del palazzo tu. Ah, perché l'entrata teoricamente è questa. Vai un po', vai che un c'è po'. Scritto? Country. Country Fagans. Gentry Manor. C'è qualcuno? Country Fish and Chips. C'è qualcuno? Country Bacon. Ma non è che qui fanno qualche droga, qualcosa, raga? Aspettate. Non è che c'è. No, io. No, c'è pure me sparisce sta macchina. No, vabbè, comunque. Perché vedo mio nipote core. È normale, Country Cowboys. Perché c'è. Perché no. Perché corri? No, non c'è nessuno. Però questo tipo un ristorante. Vedi un po' qua dietro. Qua c'è della scala, si può entrare. Se saliamo su una macchina e saliamo su qua la scala, che ne pensi? Ma proprio da arriva. Sì, ci sta. Il dove camion. Dove sta? Dove sta il camion? No, dico l'unica cosa che ci arriverebbe è il camion. Vabbè, aia. Oh, sento sparare. Ah no, è l'idea. Cor magico, questo qui salimo. Guarda questo mini pote. Non me la leva la pistola, Gesù. Perché non me la leva la pistola, vaffanculo. Mio nipote, dove cazzo è finita? No, devo andare a vedere mio nipote se la vedo da là, mannaggia. Un macello, zio Dea, un macello. Qui non si vede nipotina però, eh. Da qui non si vede. No, raga, se la bevono. Sì, ma a me la pistola non me la toglie però. Perché non me la toglie sta cazzo di pistola? Ah, perché mo si è spostata qua.
tu stavi? Oh, ma dove stai? Oh, ma perché ti sei stregata? Stanno... Credo che ti avevano sparato. No, non mi hanno visto, andiamo via. Io credo che ti avevano sparato e tutti l'hanno headshottata. Invece no, eh. Ah, secondo me l'ho conto. Pensavo che uno sniper ti sarà fatto là. Invece no, meno male, grazie a Dio. Che ci stanno sgomorri qua? Sì, sì, praticamente eccoli. E chi là? È uscito uno con le mani in alto. Infatti. E questi qui c'hanno il cappelletto con tipo arcobaleno, con tipo, sai, quello che vola. Guarda, stanno salendo sul camion a vedere se ci state sopra. Che c'hanno? Questo è il cappelletto? Sì, con le pistole. Cappelletto con le pistole? Sì. No, vabbè. Comunque è macello, eh. Sì, sì. Vabbè, sì. Comunque teniamocelo da conto sto 559, eh. Quando non vediamo un camion in mezzo, se infiliamo là dentro, vedete che cazzo c'è. Guarda, una macchina, okay. Stanna via, una macchina stanna via. No, quello stanno a salire sul tetto, stanno a salire sul tetto dove stavi te, vedi, guarda, stanno a salire sul tetto dove stavi tu. Sì, sì, sì. Stanno a controllare, ho sentito qualcosa. Sì, sì. Madonna, come cazzo hai fatto a scendere da ninja, Dave? Sai che giochi a Fortnite, eh? Porca, quelli stanno a cercare. Questo è grazie a Tarkov. Questo è Tarkov, eh? Sì, stanno sì. A cercare, meno male, da. Vabbè, e che andiamo a fare una rapina? Quella è la maschera. Intanto Dave. Tocca ricambiare macchina. Come? Perché questa è buona? Dici? Perché no? Guarda, questa spinge una cifra. Ok. Qui fa pure benzina, gli famo. No, guarda un po'. Allora, cosa... infatti... Oh, quella però potremmo prendere a Banshee. Il buggy. Il Banshee? Questo. Cioè, questa macchina l'hai comprata? Più che altro sono interessata al prezzo. Che serve da mangiare e da bere? Ragazzi, serve da mangiare e da bere? No, a me no, grazie. A lei, signore? Basta, grazie. Come? Signore, mi sa che... Detto, sono a posto, sono a posto. Ah, è a posto. Ok. Avete bisogno... No, no, io chiaro, no, io lavoro per la Star Service, ero venuto a chiedere se volevate da mangiare e da bere. Lei signorina, tutto bene? Sì, sì, ma no, non ci serve niente, ti ringrazio. Ok, grazie, arrivederci. Puoi venire un attimo? E guardi. Vabbè, ma che ci frega, Giangia? A noi ci serviva la macchina. Così la macchina restano lui. A noi ci serve una targa. Ma questa l'andiamo aggiustata, andiamo al custom. Ma andiamo subito al custom, guardate che facciamo, eh. Andiamo subito qua. Bella Giozzina, questo è bello mio. Mm-hmm.
qui ce lavora più nessuno. Eccolo. Oh, nipoti. Oh, dove stai? Sto al custom, gli cambio il colore. La faccio. Vabbè. Lì, qual è il custom? Al Tokyo Custom, sì, ok, sì, ci vediamo lì. Sì. Ciao, 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 ciao. Come stai, John Cena? Tutto bene, fratellone? Che cazzo, la mappa? Brigata, dobbiamo... Dove cazzo stava il Tokyo, però? Non è... Se non è questo... Era questo. Che lavoro professionista? Sì, sì, professionista. Un lavoro proprio... Mamma mia. Un lavoro professionale. Di coppia, perfetto. Perfetto, abbiamo fatto una bella... Oh, Gesù. Mo la famo... Sta macchina la famo tutta rosa. Bella, Emanuele, come stai, bello mio? Sei bene, John Cena, sono contento. Oddio, guarda, non vedo un cazzo. Oddio. Manca poco a questo, lo decapito. Ok, questo... Ok, perfetto. Perfettissimo. Speriamo che c'è qualcuno. Buonasera. Salve. E lavora qualcuno qui? Sì. Ah, perfetto. Sì, sta arrivando. Grazie. No, io non lavoro qua, io sono la dottoressa. Buonasera, lei è la dottoressa, dottoressa, buonasera, come sta? Salve. Grazie di esistere. Bene. Ciao nipotina, come va? Ciao zio, tutto a posto tu? Tutto bene, tutto bene. Quanto tempo? Che si dice di Mombrosa? Ma... Come la vuoi? Che colore la vuoi la macchina, nipotina mia? Rosa. La vuoi rosa, te la faccio rosa. Allora, facciamo il primario rosa, ok? Va bene, nipotina mia, poi? E la linea di mezzo la cosa facciamo. Ancora suola, la Riuzzi! Mi sento come Eminem nel 2003. Scusami. Bella Riuzzi. Allora, va bene, decidi tu i colori. Facciamo riparare. Così, se no la facciamo mimetizzabile di verde, verde tipo verde, verde come? Verde pisello? Sì, magari la mettiamo dentro un cespuglio. Non si vede? Va bene, allora facciamo verde pisello. Sì, sì, verde pisello. Ok, verde Findus. Giallo patata. Giallo patata, sì, sì. Rosso culo, sì. Quello era il rosso ciclo, però il culo no, credo sia più marrone. E swag, cosa? Ancora swag. Mi sento come Eminem nel 2-3. Sì. Ecco, meccanico si salve, meccanico salve. Salve meccanico, salve. Carlo. Come stai, fratellone mio? A posto. Guarda, tutto bene, tutto bene, grazie di esistere. Prego. Allora, c'ho sta macchinetta, la devo riparare, per favore. E poi farla tutta verde. Un verde, anche pisello, va bene. Verde cespuglio, come vuoi. E tutto bene, fratello? Sì. Aspetta. Carlo. Scusa. Sì, sto a pagare la fattura, dimmi. Sì. Mi senti? Sì. Sì, senti. Sì, sì, sì. Ti sento, sì. Senti, io devo lasciarti perché impegni più importanti richiedono la mia attenzione altrove. Ah, va bene, va bene, devo andare. Sì, ho sentito che ti eri agitato. Infatti, bella, comunque io... La tua suoneria è importante. La mia suoneria è importante, sì, perché? Sì, è importante. Sì, esatto, sì. Ma perché si sente? No, non si sente. Ah, no, pensavo si sentisse. Io ho pattugliato tutta la zona, sono arrivato pure dove sta... Chi è questo qua? Nettuno, Poseidone, non so chi, niente, chi sia. È Tritone. Ma non so... Ah, è Tritone, ma non sono riuscito a trovare... Ariel, non c'è. Non sono riuscito a trovare una barca, una cosa, niente. Ho trovato una sola, ma era appesa. Non fa niente. Magari domani, va bene? Sì, sì, bene, sì, domani, va bene. Va bene, grazie di essere. Ti voglio bene. No, grazie a te. No. Senti. Un bacione. Salutami la nipotina. Ciao, ciao. Sì, sì, ciao, fratellone. Un bacione. Ciao. Grande biscotto. Eccomi, fratellone. Sì. Sì, sì, però. Sta a vedere le cose. Sì, sta a vedere le livree. Le livree, belle. Ecco, questo qui. Pure sto verde così mi piace. Sì. Al posto del rosso, se è possibile, anzi fammela tutta gialla, falla giallo rossa. Come vuoi, il rosso prima? No, tutto così? Giallo, già tutta gialla, tutto... Aspetta, vai. Un altro giallo. Giallo,
quello di prima, ecco questo. Fammo giallo rossa, nipoti. Sì, io non ci salgo. Ciao, zio. Perché ci sai? Dai, dai. Oh, ma che è Federica? È Federica. No, Federica non ci sta più. Federica no. Sarà soffatta. No, sì. Io c'ho un numero, c'era un numero Federica, ecco perché non la sentivo più. Federica è morta, ha saputo, fratello? È morta, no. L'hanno trovata morta, sì. Sì, sì, sì. Vabbè, sì. Mo mi prendo il numero di tua nipote, allora. No, non è lei mia nipote, lei no. Non è mia. Vabbè, nipote, che... non è vero, sono suo nipote. Non la conosco io, non so è chi simpatica. Sia questa. Questa, grazie, allora. Grazie, signore, lei sì, sì che sì, ha... Sì, fratellone, va bene, va bene. Che è un uomo vero. E che secondario... ha dei sentimenti veri. Soprattutto dei capelli veri. E viaggia sicuri, Billy con piscini. Secondario? No, non ha bene rosso, non ha bene. Così lascio. Mamma mia, guarda, vado a fare un giro, se c'è un casino chiamo. Non capivo niente. Ho detto vado a fare un giro, se c'è un casino chiamo. Allora, va bene. Prova tutta rossa, fratello. Veramente in carcere al culo questo vostro coso. Bella, bella. Tu mi hai detto... Sì, sì, infatti va a schifo al cazzo, sì. Bella Bisco, grazie. Se vuoi te faccio bianca azzurra. No, 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 falla tutta rossa o tutta verde. Te faccio un'aquila. Mielina ha bisogno di una manutenzione. Oggi non è giornata di aquile, fratello. Lo so, hanno preso guardi, le botte io oggi. Non mi intendo di macchine, però di donne sì, quindi se vuole posso fare un altro tipo di riparazione. Vedi, mi nipote com'è. Mamma vedi, mia. Mi nipote è così. Oh, sì, ma, sì, ma ripara a me, ripara. Oh. No, solo le donne ripara, mi nipote. No, no, ripara pure a me, ripara. Ripari a Marzone. Signorina, al maestro. Io sono Marzone, fratello. No, sì, sì, vabbè, viva, viva Marzone, viva Marzone. Basta vai, così, ecco bene, tutta sì. Rossa. Sì, sì, a posto, molto, lascia molto così. Cattiva. Bella, Bisco, grazie. Le vuoi le cose? No, non voglio un cazzo, va bene così. Sì. I stickers non li vuoi no, sopra? No, no, tanto ci danno a fare una rapina, va bene. Oh, vabbè, va. Non è vero. Sì, sì io. Bella, Biscotto. No, spizio, bella, fratello. Vai, tranquillo. Vai, aspetta. Abbiamo pagato, già ho pagato, $1,000. No. Come, no, quella è la riparazione. Ah, quella è la riparazione, ma c'è pure la verniciatura. C'è su. Hai capito poi perché non andiamo avanti, sto paese? Stiamo proprio sotto un cipresso. Sì, sì. Vada. Invece a lei gli lascio il numero. Ok. A uno gli faccio la fattura, all'altro gli torno un... Grazie. Però mi nipote non ti fa pagare, fratello. Arrivederci, ciao. Grazie. Ciao, caro, grazie del bel lavoro. Grazie, grazie del bel lavoro, fratello. Allora, stai dicendo Fede è andata... Fede non ci sta più ormai, fratello. Pace all'anima sua. Ciao. E vabbè. Vabbè, che dobbiamo fare? La vita. Ciao, ciao, ciao fratello. Oh, ciao. Mettila, ciao, bello. Vabbè, non te sei... No. Dimmi. No, capito. Sta mettendo il garage e mi sparisce sta macchina. Allora, andiamo. Io l'avrei fatto. Lo sapevo. Ma perché già sono rimasto fregato più volte io con sta cazzata. Comunque, donnamo. Dimmi te. Allora, ce n'è una però. Allora, vediamo. Tocca vedere pure se sono. Proviamo questa. Ok. Ma lui che fa? Ci facciamo aspettare con un'altra macchina da un'altra parte? Ma chi? Questo amico nostro? Cagliostro gli da dormire, domani si deve alzare presto. Sì, siamo io e te, io e te contro il mondo. Che culo, guarda che se... Guarda che bella serata in Bibbia si fa oggi, Penso proprio di sì. No! Io non ci posso entrare in carcere, è finita per io me. Io guidi tu o guido io, guarda, scusami? Ma pure guida te se puoi, io sparo, okay. Io sparo le gomme degli agenti. Che ti volevo dire? Lo sai non che... puoi in macchina, ricordatelo. Sì, vabbè, non è che sì, riconosco i regolamenti, cioè, ho scritto io i regolamenti praticamente. Sì, vabbè, col culo hai scritto. Sì, già sono arrivati. Già. Ma manca a fare così. Mazza, manca a fare così, però, la gente, un attimo, no? Dai, guarda questi corbespino, nipotina, guarda che belli, salve, gente. Oddio, che bella macchina. No. Signori, ma questi sono i sceriffi, mi sanno i poliziotti, Come sceriffo? Allora, signore, la prossima volta che dice un insulto del genere ad un poliziotto, io le faccio la multa per oltraggio al pubblico ufficiale. E io sa che le dico che le faccio, eh? Lo sa che le faccio? Le do il numero, va bene? Il numero di cosa? Il suo cosa, numero? Signore? Certo, certo. Il numero delle Giselle. No, signore, no, non normale, lo voglio, che... non lo voglio. Lei no, ma il collega. Vabbè, ma lei non mi interessa. Quello... Tutti e due? Siete fidanzati? Guarda che sono rimasto stupito da sta risposta, cioè due agenti allora, che rifiutano siamo fidanzati no, perché no, siamo già fidanzati sono fidanzati tra loro zio sono fedele le femmine ci hanno
c'hanno le sensazioni, lo capiscono pure senza che glielo dici. Le sensazioni c'hanno. Allora, ah, sensazione. Allora sono bravi ragazzi, vedi? È certo che siamo bravi ragazzi, no? Mai tradire la propria partner, un po' fuori ragazzi. Di testa. Bravi. Vabbè, va comunque, bene. Mondo, anche a voi. Zio, mi è venuta un'idea. Quale? Che qua c'è il fiume, perché non prendiamo due bombole e ci buttiamo qua e poi scappiamo? Io ce l'ho le bombole. Manco, io ce l'ho a casa. Io manco le so usare bombole, come si usano? Allora, te le metti in un dito e poi col dito sei rapido e te la metti. Ecco, la sto indossando. Nel caso, zio, fai una cosa, visto che tu ce l'hai. Ecco, l'ho messo, mo? Ascolta, visto... No, dopo. Ah, dopo. Mi ricordi Federica, mi ricordi. Ci aveva sempre queste bombole. Comunque, vabbè, andiamo a vedere se può fare prima. Nel caso tu buttati in acqua, io scappo in macchina, che non mi trovano niente, ok? Ah, bene, bene. Salve. Ma che devo fare? Come si fa qua? Adesso tu, violenta di scoprire, distruggo. La maschera, zio? Sì. Paninozzo. Che cazzo di maschera? No, ma che vai, venire che babbe io, è squartagos. Io sono squartagos adesso. Oddio, ma io non ho mai fatto queste cose, che succede? Che vengono e ci bevono. Davvero? E come facciamo? Contratti tu? Sì, contratto io. Ma che cos'è questo? Che ti volevo dire? Calmati, non andare in panico, ok? Calmo, funziona? Calmo. Devi stare tranquillo e fidarti di me, ok? Cioè, ma sta cosa che mi è apparsa in capoccia, che cos'è? Il termometro? Che cazzo è sta cosa, mo? Zio, aspetta. Ma che è sta cosa? Non si può vedere. Ma che cos'è? Non so di... ma in teoria... dovevi fare Li senti le sireni delle gabbie che c'è adesso? Li senti le sireni qui di fuori che ci stanno aspettando? Li senti? Sì, eccole, sì. Li senti le sireni che adesso noi diciamo? Che gli diciamo? Siamo sbagliati. No, non possiamo dire che ci siamo sbagliati, che siamo disperati, che il dottor Bimbar è sotto sequestro. C'è una sede all'interno, mi ricevete? Qui alla spiga. La riceviamo forte e chiaro. Allora, signori, cosa succede all'interno? Signore, io ho perso il lavoro, ok? Sì. Sono una madre disperata. Sì, è vero. E ho bisogno di gomme da masticare e birre da bere, ok? Sì, è vero. Ma io non riesco a bere in maniera, ma come funziona? Cioè, lo chiappi, corra a inseguirlo. Che cosa è successo? Non lo so, sono andati via. Oh, salve. No, sono ancora qui. Gente, mi sente? Questo non è un gioco, hai capito? Gente? Signore, certo che non è un gioco, ci mancherebbe altro. È un video. Stavamo dicendo. Allora. Sì. Sì. Che intenzione avete, signori? Voglio andare via, voglio andare a casa. No, avete già terminato di prendere i soldi dalla cassa? Non lo so. Aspetta. No. No, ancora no. Manca. Senti, mi servono altre casse di birra, ok? Le casse di birra? Sì, mi servono almeno altre 5 casse di birra. A destra c'è una pila di casse di birra. Lo so, ma le devo mettere in macchina. Mi dà un minuto? No, dai, ti sbrighi, velocizzi. Soprattutto a prendere storia furtiva, così vediamo di farvi uscire, dai. Allora, signor Tacos, e che c'è? E che c'è? Qual è la furtiva? Avete fatto una rapina. E chi l'ha detto a lei che ha fatto una rapina? Che mi sta prendendo per il culo? E lei che domande fa, scusi? L'ho visto che stava prendendo i soldi dalla cassa, mio sono cercato. No, davvero? E chi è? Allora è un delfino curioso lei. Sì, forza, quanti soldi ha preso? Allora, quanti ha preso? Non ha preso ancora niente. Il signore lì si rifiuta di darmi i soldi. Mi ha detto possiamo uscire subito. Ma potrei anche uscire. Un attimo, che chiedo. Voi dovete uscire, non noi. Un attimo, se vuole intanto esca lei. Allora, bene. Facciamo così. Diglielo tu. Ti diamo due casse di birre e ci lascia andare. Però uscite subito. Non vogliamo far del male. Sì, ma lei si deve allontanare e andare. Birra. Adesso vado vicino alla macchina, appena sente il colpo di sirena. Partiamo. Va bene. Partiamo e ci arrestiamo. Vieni. Ma
Che dobbiamo fare? Eh no, ma ancora niente, nipotina, andiamo. Nipotina, dove? Aspetti che abbiamo un problema tecnico. Che è successo? Nipote, ma dove vai? Non c'è mo... Nipotina. Ma è successo? Ma ancora niente qua, oh. Quanto manca? Un botto. Forza, signore, usciamo da qua dentro, forza. Serve un botto. Senta, si è inceppata la cassa di birra, un momento, ok? Lei è fa troppo di fretta. Brigata, dammi i soldi che non te ne scomorrai di distruggermi da perdere sabbia. Sto prendendo anche il latte. Mi serve qualche altro minuto, ok? Allora... Io scherrello! Capito? No, ecco. L'ho visto su Fortnite. Nipotina, voglia, manca ancora un bel po'. È lenta la situazione. Allora, o ci dà $1 milioni, digli alla cosa che abbiamo un ostaggio. Sì, digli. Signore? Ma si è buggato, raga, perché è troppo lento, non va più avanti. Oh, zio! Sono andati via! Corri, scappiamo adesso, corri! Leva la pistola, andiamo! Ma come leva la pistola? Ma io li sento di fuori! Stanno con quegli altri, non ci stanno dando retta a noi, andiamo! Ma qui la cassaforte è aperta, c'ha problemi! Sì, noi stiamo per fare irruzione noi, eh? Vai! Guarda che non serve, fai irruzione! Sì. No! Un attimo, fammi salire! Sì, però quello che dico io, no? Allora, teoricamente c'era un minigioco, ok? Che era un minigioco? Vabbè, lasciamo stare, pensavo che l'avevi già fatto. No. Sai guidare, zio? Certo, sono un driver. E prendi questo minigioco? Passiamo immediatamente il vicolo. Il nome degli antichi e dei nuovi dei. Forza! Il nome di chi? Ma che gioca a Fortnite questo? Di Zeus? Il nome degli antichi e nuovi dei. Ah, gli antichi, sì, gli antichi cosa? Gli antichi patrizi. Vabbè, dai, andate via, l'abbiamo da fare noi. Lasciateci soli, per favore. Cioè, ma fammi capire, ma salve. Sì? Ma niente, un cazzo. Ah, ma perché non può? Signore! Capito? Che cosa fa? Capito, nipoti, ma ne abbiamo preso un cazzo. Non ho capito, che volemmo famo? Ma mo se famo restare in cazzo, a sto punto stavamo dentro e abbiamo i sordi, no? Ma che... Io mo che mi invento, scusa, con sta macchina, che abbiamo finito pure la benzina, devi, che mi invento? Devi scappare, zio. No, abbiamo finito la benzina, nipotina. Cioè, lui... Senti, lui... trova il mare, buttiamoci al mare, ok? Ah, ma tu ce l'hai, le bombe? No. È vero, buttiamoci al mare, sì. Dai, con tutta la macchina, vai, zio. No, ma che con tutta la macchina? L'unica soluzione. Ma non ci stanno più, se ne sono nati. Cambiamo macchina, corri. Come cambiamo macchina, nipotina? Ma in buca, ecco qua il pipeline, parcheggiala così non c'è, levate sta maschera. Ma ormai c'hanno la targa, c'hanno tutto, che famo? Se ma la targa di chi, del civile? Ah sì, è vero. Quindi non ti ha dato niente veramente? A me mi ha dato niente perché si era tipo bloccata. Ah. Pure tu non ci abbiamo pensato a mettere benzina, eh? No, vabbè, ce ne avevamo ancora un po' di benzina, però quello che dico io, no? Cioè, quello che dico io, no? Allora... Cioè, quello che dico è... Bella Nordorin! Un casino oggi, stasera, Nordorin, un allora, casino! Teoricamente, teoricamente non lo so, ma forse quando c'è lo spazio blu devi premere spazio o doveva proprio finire? Oh, non lo so, mi sa di no, non me l'hanno detto. Senti, pronto? Dove sei? Sto a fare una rapina. Una rapina? Certo, mi servono i soldi, faccio le rapine. Dammi il civico. 173. Ma sto con la nipote che mi vuole bene, sto. Diglielo, diglielo. Buono per te. E tu? Dove stai? Attaccato.
Che macello che è. Secondo me prima o poi gli finirà l'ossigeno quando parla. No, no, perché pare sempre che dall'ultimo respiro. Prima o poi mi ammazza. Scusa zio, che sto a piglia fuoco. Come sta a piglia fuoco? Sì, sta a piglia fuoco a modo. Non nel Tokyo. No, come si chiama quel posto? In Giappone, in Giappone. Beh, zio, se non mi senti più sono schiattata. Meno male. Madonna. Ma vi sniccio. Ok, chiamo la polizia subito. 100... No, sta con noi la polizia. Ma vi sniccio. Che stronza. Cattiva, dai. Cattiva, ma dove sta? Ma che ne so, sta più affogato o stanno al custom. Allora, e che te lo dico? Praticamente lì noi io ho fatto, ma non niente, si è bloccato. Allora, poi me la faccio spiegare bene, allora. Ma noi abbiamo perso la card. Vabbè, oh, dai. Intanto siamo sani e salvi e senza manette. Ma che tristezza, però. Allora, andiamo a quel punto che abbiamo visto che magari non ci stanno più. Dove? Vicino all'ospedale. Per fare cosa? Ah, vedi che cazzo c'hanno lì dentro. Ah, dici lì? Com'è là il civico? Era vicino all'ospedale, su per giù, aspetta, me lo dico. Com'era il civico? Il perché? Dai, e perché ti devo dare il civico? Perché voglio chiedere a Ale se sa chi sono, così almeno non ci mettiamo nei guai. Va bene, allora. Dovrebbe essere intorno, allora, se l'ospedale sta al 5... Forza, fai due calcoli veloci. Salve, ti devo chiedere un'informazione, però aspetta che zio se fa muovere il criceto ti dico anche il civico, eh? 559. Al 559. Sì, tu sai che ci abita qualcuno? 559, sì, perché noi stavamo qui sopra, abbiamo fatto il giro qua, siamo saliti qui, 559. Ok, 559. Oh, bella! Grande Massimo! Grande Massi, è 5,59. Sì, sta 5,59. Sta vedendo database, sempre. Mi dice. Sì, perché se vedi la mappa, c'è sta il bivio, poi c'è sta il pezzo dove siamo entrati praticamente, e il pezzo dove abbiamo parcheggiato, dove sei salita sul muro, 5,59. E c'è la stradina dentro, c'è una casa qua, una proprietà. Quindi mo vediamo. Okay. Come stai, Massi? Tutto bene? Ok. Va bene, perché abbiamo trovato dei ragazzi scomorri con delle pistole che avevano appena preso un furgone, credo. Dice Andrei. L'abbiano usato per scopi illeciti e c'avevano delle pistole con dei cappellini tutti colorati con una specie di elica sopra. Ma come l'elica? Ma tipo Doraemon? E abitano lì. Tutto ok. Massi, grazie a Dio, tutto bene. Tutto bene, bene. Niente, ti mando tutto conferma bene di tutto via posto, email. Sì. Ok, così lo puoi usare per... Ok, dai, ciao ciao ciao. Bravissimo, ciao ciao ciao. Ha detto che gli entreranno in casa. Come gli entreranno in casa? Ma che è uno scomodo? Oddio, oddio, quelli non erano. Poverino. Oddio, guida tu, così sarà pieno contente, buono di niente. Vabbè, scappiamo. Ma chi te se incura? Ma chi te se incura? Ma come chi te se incura? Nipotina, ma zio! Allenati per la polizia, vai! Mannaggia, no, se ne andate. Qui è guerra. Andiamo là. Allora, se non c'è il camion, entriamo dentro. Vabbè, però... Non so io, è proprio un problema di città questo, Zio. Mi senti? Zio. Zio, come sta? La temperatura è tutto a posto? Tutto al top. Come stai, che hai detto? Non ho capito. No, come hai detto, zio, cosa? No, come stanno le temperature? No, le temperature sono bene, adesso va tutto liquidato, adesso, quindi va bene. Liquidato, artese fatto. Sì, l'ho messo sopra. Comunque, lì dentro... Qualcosa stanno a fare i sgomorri, Lo so, però loro già sanno che li hanno chiamati, i bambini minchia l'hanno chiamati. Ma come i Quindi bambini sanno minchia? Già chi so, sì, sanno già chi sono. Ma c'hanno il cappelletto tipo Doraemon, o tipo... Sì, vero? Sai quelli con l'elica che... Con l'elica sopra? Bravissimo, tutti colorati. Ma allora sono i cosi, i... Vediamo un po'. Non ci sta più nessuno. Senti, ma se li vado là sopra e faccio qualche foto alle macchine... Oddio, c'è uno sgomorro, guarda.
Aspetta, ferma. Sta andando via, aspetta. Ci sta... Siamo finta di litigare che siamo una coppia, aspetta. Capito? Cioè, io non ho... Il chimico, allora... Mi hai tradito, Ma io non ti ho tradito. Sì, mi hai tradito. Ma che ti ho tradito? Ma io non ti Senti, lasciami qui, mi hai stufato. Mi faccio accompagnare, vai al diavolo. Ma no, cretino, che non sei altro. Ma non è vero, non era così sgomorrai di violentona. Ma che stai a dire? Senti, vattene, o chiamo la polizia, giuro. No, così no, non esagero, sennò mi denuncio. Ragazzi, mi date una mano, per favore. Ma dai, ma non fa, mamma mia, ma che ho fatto? Questo, ho fatto, lui, vabbè, ci frequentiamo, mi ha tradito e non se ne vuole andare. Ma non è vero. Glielo dici se se ne va, ma no, per no, favore. Non è vero, non ti ho tradito. Sì, che mi ha tradito. Lasci in pace la signorina. Vai. Ma è la mia ragazza, che lascio in pace. No. Ma come no? Che dici? Mi dai di una mano, per favore. Dai. Andiamo a farci un giro di te. Però. Lascia stare, ragazza. Vabbè, fratello, ma che devo fare? Che è successo? Allora, tu, ma innanzitutto chi sei te? Io sono il chimico, tu chi sei? Manu, piacere. Allora, Manu, piacere, io sono il chimico. Allora ti spiego. Stavo al Vanilla, no? È venuta una ragazza e mi ha detto: ciao Carlo, io mi chiamo Carlo, sono il chimico. Sono chimico perché produco sostanze stupefacenti per tossicodipendenti come a te. Allora dicevo, no? E, questa ragazza si è avvicinata e mi ha detto: senti Carlo, ti andrebbe ad andare a bere qualcosa al Pipeline? Io ho detto: beh, sto da solo. Ho detto: è un'amica. Ho detto: vabbè. E quindi ci sono andato. Quando sono arrivato lì, c'è stava lei. Era appena arrivata in città e mi ha beccato. Lei è un po' tradita, sì. Ma scusa, fratello, usci? Allora, la sua fiducia. Beh, forse la sua fiducia, però io fisicamente non l'ho mai tradita. Cioè, scusa, eccola, ecco. Guarda, scusa, allora, Manu è stato gentile, però. Perché doveva essere... Scusa, perché non doveva essere gentile? È un bravo ragazzo, signorina. Ma dice... chiesto scusa. Manu, io ho qualcosa da mangiare e da bere? Sì. Vieni, fratellone, io lavoro alla Star Service. Ah no, pensavo ti servisse a te, no? No, per te, se vuoi te li vendo. No. Vabbè, quindi mi posso fidare ad andarci? Sì, è un bravo ragazzo, ho chiesto scusa. Grazie, fratellone, grazie di cuore, grazie di esistere. Figuratevi. Grazie mille, buona serata, scusate il disturbo. Non si preoccupi. Non lo vedi, vedi quello che ti dicevo io. Il ragazzo gli ho raccontato tutto e lui mi ha dato ragione. Ti ha dato ragione, cioè, perché non ti conosce. Ma che stai a dire? Mi ha dato ragione. Allora... la ragione partiamo dal presupposto e dei fessi. Comunque, che ti ha detto? No, mi ha detto no, perché di qua gli ho detto: guarda, io mi chiamo il chimico, produco sostanze stupefacenti per tossici come a te. Ha detto. E quello diceva: va bene. Io mi sono inventato una cazzata che mi hai trovato al pipe con un'amica mia. Ha detto una cazzata. Bravo. Vabbè, ma che ci sta là dentro? Niente, c'erano dei ragazzi, ma uno era armato, ma gli altri due non mi hanno fatto entrare. Mi hanno invitato ad andarmene, ho dovuto. Allora dobbiamo tenere sotto contatto a sta gente. Sì, mo Alex ci farà sapere. Dove vai? Sono curioso. Dai, perché... però se facciamo così poi si straniscono. Ecco, sta scena macchina, aspetta. Dai, aia. Sono andati via, vedi? Tornati via, nipoti. Vai, nipoti, vai. No. C'è ancora altra gente, c'è ancora altra gente. Zio. C'è gente. Basta, non forzare, dai. Che palle, però, io ci voglio andare. Ma lì magari ma facci dove, perché gli mandi a lì me? Lì magari c'è sta la droga lì dentro, che ne sai, un laboratorio di droga. Lo troveremo, ma ci vuole calma, ok? Madonna, lì pensa se quelli lì dentro un deposito di pieno di droga. Noi possiamo prenderla e andarla a rivendere, diventeremo milionari col lavoro degli altri. Sì, zio, placati, secondo me lì ci sarà solo mondezza, gente che non pulisce casa. Sì. Ma immagino, tutti i fidi dei fiori ci saranno. Vabbè, comunque White, dov'è White? White, chi dica White, mo? Chi dico? Ma mi dici dove stava casa di aspetta un attimo. Sì, molto lo... Di chi? Your call has been... Aspetta, stavo chiamando. Occupato. È tanto occupato perché mia nipote... Ma lo sai oggi ho notato una cosa? Stavo chiamando io. Ah, la stavi a chiamare te? Bene. Lo sai che ho notato? Che nipotina White non ha mai comprato da mangiare e da bere dallo zio. Aia, questo non va bene.
Diglielo, no, diglielo, no. Un 10-10, diciamo. Compralo da zio, no? E che cazzo? Cioè, io oggi se morite fame, spendete tutti investiti. C'ho 20 burrito e... Andiamo al Venice, magari li vendiamo lì. E 15 caffè. Li dobbiamo vendere per forza. Quanto è 20 e 15? 35. Vabbè, pure un po' di più. Oddio, ma... mi ha scritto il meccanico. Quale meccanico? Quello che gli ha lasciato il numero prima. E che ti ha scritto? Volevo ringraziarti per prima in ospedale. Purtroppo sono uscito solo ora e domani devo andare a operarmi. Non abbiamo avuto nemmeno modo di presentarci adeguatamente. Sono Malcolm, ma tutti mi conoscono come G-Road. Per debitarmi posso offrirti qualche foto quando ti va. Ah, no, sai chi era questo? E chi è? Giroud, il giocatore del Milan? No. Quello che stava fuori, che aveva lo squarcio sul viso e le mani tagliate. Non so se ci hai fatto caso. Ah, ma quello che io ho rubato la macchina? Sì, sì, sì. Bastava di quello che mi ha rubato la macchina. Oi, Edward. Ma sei ubriaco? Ma perché dici sempre così, sei ubriaco, sei un fattone? Che ha fatto? Ah, da carino mi pareva un ubriaco che si era scolato 10 bottiglie di whisky, comunque. Senti, sono al Bennis, tempo che vendo delle cose e ci sono, dai. Sì, di kebab. Dai, vado a vedere se gli serve qualcosa. Cioè, c'ho 20 e 15, c'ho. Chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Oggi dobbiamo... Se vendiamo tutto, abbiamo fatto grandi affari oggi. Però c'è rimasto da vendere... So, 20, 15, sì. Vabbè, questi due mi tengo per me. C'è nient'altro, briga. Solo sti 20 burrito. Sti 20 burrito. Mettiamolo che se li sistemiamo è più bello. 20 burrito. 1, 1, 15, 16. Questo me lo tengo per me. Un burrito 19. Potremmo fare pure 15 e 15. Andrebbe veramente bene a fare un 15 e 15. Se un 5 e 5 li prende nipotina White, pronto? Pronto, buonasera, la Squartarelli. La procura, sì, mi dica. Ma quale procura? Meno male che mi ha detto la prostata oggi. Come stai, Yumi? Tutto bene? Tutto bene, tutto a posto, niente d'ordine, tu? Grazie a Dio tutto bene, serve da mangiare o da bere? Ma in realtà sì, lo sai. Ah. Non te l'aspettavi, non ti aspettavi che dicessi di sì? No, io ho chiamato con la speranza che mi dicessi di sì Ah, ok. E dove sei, al concessionario? Anche da fumare, se ce l'hai. No, da fumare lasciamo, te l'ho detto, mi hanno dato 30 mesi, mi sono fatto, io mi... No, non lo sapevo. Non lo sapevo, mi hanno arrestato, mi hanno tolto tutto. Ma come? Mi hanno rovinato, Yumi, mi hanno rovinato. Mi sono costretto a andare in giro nuovo con una macchina rubata a venire i kebab. Ah sì? Sì. E non lo sapevo, no. Come ho fatto a saperlo? Sei in carcere, coglione. Come coglione? Perché coglione, scusa? Nel senso... Non è colpa mia. Era per dire... La polizia è corrotta. Sì, quello sicuro. Infatti, guarda, stavo giusto giusto facendo... sto quasi giusto giusto avviando un processo contro di loro. Cioè, capito, perché a me due tizi con le pistole mi hanno speronato, mi hanno sparato davanti alla polizia. La polizia li ha perquisiti, non gli ha trovato le pistole, li ha mandati. Peraltro uno dei due gli ha detto io sono il figlio di... Gli ha detto un nome, un cognome, non mi ricordo. Questi lo hanno lasciato andare, sono venuti da me, la parte lesa, mi hanno controllato dentro il magico, era pieno di droga, la pistola è illegale, arrestato 30 mesi, e se... No, c'è 100 gradi, Fede. Davvero, Fede? Sì, no, scusami, se arrivi qua sembra una... Ecco, sto qui, sono arrivato al concessionario. Lo stai? No. State fuori. Ma la macchina, dove cazzo è andato? È sparita la nipotina. Dicevo, scusa, cioè... ti stavo vedendo, ma sembra una fazzelletta. Perché?
Come stavo lì, ero dentro il magico. Sento la gente del magico. Lavorate qua. E la signorina? Può fare l'immatricolazione al veicolo? Sì, vada, faccio su. Vada. Lo devo aprire? Vada. Sì. Devo risolvere lunedì. Allora, pure te, se c'hai 100 gradi, fai come ho fatto io. Come se ci, guarda, se ci sono riuscito io, Fede ci riesce pure te. Le tre, io ho il case quello non mini, ma quasi. Ho levato le tre pentole davanti. Due di tre l'ho tolte. Svitate. Ho preso questo qua. Guarda che ho preso, Fede. Mo ti faccio vedere. C'ho qui la scatola. Te lo faccio vedere subito. Aspetta. Qua. Io ho preso questo. Ho preso questo. Questo qua. Ho preso questo. Ho svitato. Sono tutte vitarelle, Fede. Tutte vitarelle. Ho preso questo. L'ho messo, questo è due ventole perché 2,40, due ventole. L'ho messo le due ventole frontali dove stavano le tre. Ciao Carlo. Che c'avevo prima. Ciao bello, come stai, fratello? Tutto bene, tu? Ma lo vendi ancora il cibo? Sì, sì, adesso ci sarei venuto qui a vendere. Mi fai un 2,2 se ce l'hai? Subito, fratellone mio, ti faccio subito prima la fattura così l'azienda mia è felice. Poi te lo dico, Fede. Oh, sto a fatturare, Fede. Allora, star service 2,2, quant'è? 1000? Ecco qua, fratellone. Allora, gli diamo 2 caffè e 2 burrito. Tieni, fratello, grazie di esistere. Grazie. Veramente. Grazie a te. Non manco ho pagato tanto, Fede. Non l'ho pagato neanche tanto, eh. È il 2,40. Ma io ho preso il 2,40, potevo prendere pure il 3,60. Però se prendevo il 360 praticamente dovevo togliere pure l'altra ventola sotto, era la stessa cosa, forse era pure meglio. Però col 240 va abbastanza bene, le temperature si attestano sui 40-50 gradi, pure giocando a Call of Duty a risoluzione massima, stavo intorno ai 50 gradi. E va bene, ma cioè fino a mo' non mi ha più dato problemi. Prima, se vi ricordate, mi crashava il PC ogni 10 minuti praticamente. Vabbè. Si riavviava. Eccomi. E che ti do? È qua. Ah, un abbraccio positivo mi dai. Evviva, sì, te lo do pure io. Comunque hai capito che è successo? Un macello. Sì. Mi sono messo. Ma te non sei vestuato? Ma te non sei vestuato il magico? Sì, il magico, la pistola, tutte le canne che c'avevo, erano tante canne, un sacco di sorti che quel giorno pure stava a vendere bene. Tutto quello che c'avevo mi hanno sequestrato tutto. Una morta che manco so quanto mi hanno fatto. Ma 30 modo, mesi di carcere e ha rovinato. Poi il direttore della mia azienda, quello, tu ricordi Kevin, yacht, qua roba lì, sta sì, per il sì, lavoro sì, fuori, non si sa quando rientra. Quindi in poca io sto a girare adesso per la città, venne a gestire tutta l'azienda. Ho dovuto assumere un amico e mia nipotina che mi danno una mano a lavorare. E mo mia nipotina è sparita perché non so se l'ha saputo, oppure lei ci ha avuto problemi con la droga. C'è senso? Mia nipote, ti ricordi di Nikita, mia nipote? Sì, ma lei sì, c'ha dei grossi problemi di droga, sembrerebbe che abbia fatto delle rapine e siano andate male, c'ha un sacco di buffi con lo Stato, c'ha il processore che gli va oltre i 100 gradi, quindi c'ha un sacco di problemi, è un macello. No. Non ci sono ben da casa. E mo probabilmente mo vediamo se lunedì riesce a risolvere, magari con un dissipatore. Sì, diciamo che non è l'unica. Non è l'unica. Anche altre persone mi hanno detto la stessa. Pure loro, tutti a 100 gradi stanno. No, più certo, non so se a 100 gradi, ma c'è stata questa ragazza che ho conosciuto stasera, che siamo andate dall'ospedale fino a Vanilla, e lì mi fa, non vedo niente, ho provato là a chiudere gli occhi, riaprire, eccetera, ma non riuscivo e se ne andava. Esatto, pure lei, cioè, ma tanti c'hanno sto problema adesso, eh? Io pure ci ho avuto circa un mese fa, poi ho risorto, bravo. Sì. Pure a me è magicamente apparsa sta cosa, dopo anni così, dal nulla. Vabbè, succede. Ma sì, eh? Sì. Comunque, devo andare in ospedale. Ti posso vendere da mangiare e da bere, per favore? L'amica tua, sì, Nirvana, sì, come sta? Sta a lavorare? Chi è Nirvana? No, venite tutti a casa. Aurora, vabbè, ma io, vedi, i nomi, dica, perché io c'ho una certa età. Aurora, Nirvana, mi sbaglio, però è lei, amica tua, no, Aurora. Ma si vedono i capelli bianchi. Sì, lo so, ma sì, si vedono solo i capelli, la barba, un po' tutto, ma è normale, l'età.
all'età mia, la memoria ogni tanto, no, diciamo, delle pecche. E che c'è? Vabbè, non sembra normale. Cioè, la fine di tutto. E non lo so, quanto... Fanno 6 e 6, dai. 6 e 6! 6 e 6 quant'è? 1.500. Perché 1.566? Salve, buongiorno. Oh, ciao Susina, come stai? Piacere, buongiorno. Non è Susina lui? Sì, sì, sono io. E so sì. Ciao. Come stai? Ma che bene, te ricordi lavoro più qua. Da me? Ma che te fai i canni? Eh sì, Alzheimer. Sì, ah, l'Alzheimer, ammazza l'età tua. Gesù. Allora, 6-6-12? Sono innovativi i ragazzi di oggi. Stanno al passo col sì. Tempo. Ma Susina non era amico nostro, scusate. Ma ieri mi salutavo... Carlo, vuoi provare la mia svapo? Vedi? $3.000. No, no, non fumo svapo io. Da pussy, dici? No, no, più che da pussy, la svapo è da Maxi Bon. Allora, sono $3.000. Vi lascio fare le vostre cose. Sì, sì, sto facendo una fatturina per mangiare bene, Susina. Ti serve qualcosa? Non c'ho soldi, ce l'ho in contanti. Beh, certo, puoi pagare in contanti, in carta, ah, okay, in natura, allora, sì, allora vuoi okay. Tu, non è un problema. In natura, se vuoi, posso. Aspetta, allora dopo ti chiamo quanto gli, il mio quanto amico. Gli hai dato a lei? Io gli do 6 e 6. Allora anche a me fai un 6 e 6. Aspetta, eh. Allora, gli do 6 caffè, dai. Subito, un attimo di pazienza, fratellone mio. Ok, ora ti faccio un 6 e 6 pure a te, fratellone. Grazie. Ma i blunt non ce li hai più? Frate, mi hanno sequestrato tutto, 30 mesi mi sono fatto questa bomba. Ci sono gli avventati, però. Si sono fatti proprio. Mi hanno sequestrato a pistole e canne. 30 mesi mi hanno fatto. Perché? Mi hanno la polizia, mi ha fatto un controllo per colpa dei due deficienti. E mi sono bevuti. Grazie. Oh, la burritos. Quindi, fratello, è macello, fratello. Vabbè, se avrei mai ancora qui blunt, vengo no, da te. Non chiede più un piede sposti. Rubo macchine adesso, amica mia. Adesso quella macchina che avevo rubato ho parcheggio qui. Ho appena messo successo la macchina è sparita, non so perché, però vabbè. Sì, diciamo che qui c'è un parcheggiatore. Non lo sapevo. C'è un parcheggiatore che ogni volta che c'è sta la macchina un po' brutta, così te la porta. Non lo sapevo, non lo sapevo. Comunque... Ha bisogno di un passaggio? No, no, sì. Sì. Vai, signor Carlo, vada. Bella, Aura, come stai? Oh, regà, stava vada bene. Dentro che c'è l'auto. Nipotina, abbiamo venduto tutto. No, io sto qua a lavorare. Grazie. Mi è rimasto... Che mi è rimasto? Sei burrito... Salve, ha bisogno. E tre da bere, quindi posso fare 3-3. No, è arrivato, è venuto qua. Giusto per vedere. Sì, grazie. Signore, serve da mangiare e da bere? Gratis? No, che gratis, con fattura regolare. Non so, mi dispiace. Bene, povera, anche lei, stiamo in due. Bene, grazie di esistere comunque. Allora, mi date un passaggino, per favore? Sì, te lo do a mamma. Va bene. Mamma, giusto, perché lei è tua mamma. Certo. Ti ricordi quando eri bambino? No. Stavo con papà ai tempi. Era lui che ti allattava? Sì. Beato te. Geloso? No. Sei solo invidioso. Sì, lo so. Ti voglio bene, Susina, aspetta. Anch'io, dammi... ciao Carlo. Aspetta, dammi un abbraccio positivo. Certo, dammelo tu. Certo, te lo do io. Ciao, portami la droga. Quando ce la riavrò, fratellone mio. Ciao. Ciao, fratellone. Salve, bisogno. Bellissimo. Bellissimo sta macchina. Grazie. Quando l'ho provato? Ma fai complimenti alla ragazza, che fai complimenti alla macchina? Ma se sei rigirato qua per Monna, sei rigirato. No, non sono un appassionato di macchina, mi dispiace. Vabbè, l'avevo immaginato che eri un maxi bond di prima categoria. Ma che ti piace? È molto bella la macchina. Bravo, fratellone, bravo. Complimenti, arrivederci. Grazie di esistere. Ciao. Devi andare, Carlo? Ti ho messo GPS, lo vedi? No, vedi? Ma il concessionario. Aspetta, sì. Devi mettere gesso. No, non è il concessionario, aspetta. Sì. Guarda. Sì, è il concessionario. Questo è il concessionario? Sì. Comunque di dietro, via. Dietro al VDM.
Ma io non lo... Vabbè, te lo dico io dove devi andare. Perché non... forse c'è un problema. Sinistra? Cosa, non lo vedi? Destra? Ma non c'è la strada, la so io che lo tolgo. Ah, ma se te... Guarda, mo ho cambiato però, sì, io lo tolgo perché mi dà fastidio. Ah, se dico lo dà fastidio. Dimmelo, no? Io mettevo tuo ieri, dove c'era un problema in città. Mannaggia, Yumi, mannaggia. No, Aurora, questo che l'hai sbagliato, non è qua. No, è qua, come? No, è là, fidati che là. Enzo, non metti dall'altra parte, scusa. Ma perché c'ho due furgoncini dei Dacos qua, capito? Uno in un garage e uno in un altro, capito? Questo era il più vicino, me l'ho fatte fa strada. Guarda, mo ti faccio vedere. Guarda. Faccio vedere qua. E che c'è? Lo vedi? Attacca d'artaco. Ma scusa, si può entrare dentro qua? E certo se può entrare dentro. Che famo? Io come ho guidato? Andiamo ad aprire. Come vedere? Apri. Apri tu, tieni. Hai visto, riapri? Oh, piano, mi dà una sveglia. E che c'è? Hai visto che figo? E che c'è? Facciamo finta che tu sei... Come vedessi, posso... Ma io volevo... No. Però ci puoi ballare sopra, eh? Ma non posso entrare dentro? Eh no, dentro non si può entrare, purtroppo. È una mezza sola. Ma allora... no, non è una mezza, è tutta una sola questo. Non ho capito. Cioè... Perché tu ti metti qua... E che c'è? E che c'è? Brava, ripeti quello che dice Carlo. Salve. E che c'è? No. Non so. Dai, davvero non si può... Non si può. Madonna, ma è tutta una sola sta carretta. Ma come carretta? Allora, adesso vediamo se puoi prendere il mio posto. Salve. E che c'è? Serve qualcosa da mangiare? Evviva, sì, sono duro. Prego. Ce l'ho duro. Cosa ti serve da mangiare, caro? Sono duro. Dillo, sono duro. Allora... Sono ho duro. Tre dita dentro, sto mettendo il quarto, il quinto, il sesto, il settimo. Swag. Giro su me stesso, uno per i soldi, allora, guarda, due guarda, per guarda il come sesso. Sono sempre. Come Elvis quando fa quel movimento. Ciao, caro, bisogna però dire io qualcosa. Sto fermo. Ogni 5 e 5 grande c'è biscotto, una carne regalo. Grazie di cuore, biscotto. Bene, mi piace. Allora, facciamo finta che io sia... Come? Grazie, B. Dimmi. Biscotto, grazie di cuore. Facciamo finta che io sia un cliente, no? E tu lavori per la Squartarelli Food and Beverage. Arrivo. Pronto? Sì, pronto. Salve, buongiorno. E chi c'è? Che c'è? Salve, signorina. Sì, no, il Gegè va bene, va benissimo. Va bene, il Gegè va bene. Allora, mi è piaciuto, rifacciamolo. Buongiorno, signorina. E in genzia, salve. E che c'è? Salve, sono Carlo. Che cosa avete di buono? Ciao Carlo. Allora, come vedi, abbiamo nachos, tacos, sì. Tante salsine buone. Sì. Attacchiti a sto tacos pure. Sì, dopo la invenzione nostra, lo facciamo sul momento. Sì. Sulla friggitrice. I prodotti sono a chilometro zero? Sono ai chilometri meno zero. Meno proprio, li fa proprio Li lei. Faccio direttamente... Sì, escono dal... Bene. Senta, una cosa, signorina, è prodotto fresco, non surgelato, quindi. Tutto fresco, sbucciati personalmente. Ah, sbucciati personalmente, quindi parliamo di arachidi, parliamo di banane, sì. Parliamo di tutto ciò che si sbuccia, mele, pere. Tutto ciò che si sbuccia lo sbucciate io personalmente. Ah, anzi, è la specialità della baracca qui? La baraccia? Della baracca, cioè della casa. È il beverage, è il beverage. Ah, è il beverage. Abbiamo una... Sì, abbiamo un... come si dice? Talmente che sono emozionato che non riesco a parlare. Non si preoccupi. È una bevanda dorata. Una bevanda non dorata, vero, chilometro gente. Meno di zero, sì. Fresca, cioè, al momento, tipo... piena di... Gialla? Sì, piena è fatta. Sì, dorata. Dorata, fatta da lei? Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle. E che cos'è? Sì. E diciamo.
Io l'ho chiamata Golden Shower. Ah, è buona da bere? Sì, da bere, da farci la doccia, da tirarsela in faccia, come preferisco. Ma come tirarsela in faccia? Ma che cos'è stato? Sì, la ringiovanisce, Bene, 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 mo la farò provare degli amici prima. Lei ce l'ha il megafono? Il megafono? Non ce l'ha il megafono, vero? Quello purtroppo è ma perché è dentro la carretta mobile. Ah, bene, bene, bene. Allora, facciamo... Allora, io vengo. Quanto costa un Kitzputz? Allora, un Kitzkatz costa $250, però se tu me ne prendi 5 Kitzkatz e ci... Sì? È il Kitzkatz. Il Kitkatz. Cioè, è un kit, insomma. Sì. Con 4-5 dentro. Sì, 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 sì. Bene. Sì, sono... Dipende dalla tua immaginazione. Ah, ok, bene. Ok, e se ne prendi 5 di quelli e 5 Golden Shower... Sì. Hai una Golden Shower e lo mangio. Ok. La butto lì. Ah, così, proprio così. Vabbè, comunque mi ha convinto, signori. Vero? Non c'ho i soldi, quindi... Guardi, adesso risponde lei, dica... E che c'è? Pronta, guardi, Pronto? Dammi in civico! E che c'è? E che c'è? È tutto positivo. Dove state? È in civico. Tutto positivo. Zia, è tutto positivo. Tu come stai? Oddio, ma chi è? Pensavo fosse Nikita. Sono molto bene. Non so chi tu sia. Zio, sì. Smetti di fare recovery? Ma mi potete dire dove siete? Zio, dobbiamo dire dove siamo? Sì. Hai questa sgomorroide? Sì, io la stessa sgomorroide di Ventona. Siamo al 53. Sgomorraide, ti aspettiamo, sgomorraide. E che c'è, sgomorraide violentona, ti distruggo, diglielo, io mi dico. Ma come? Ma come? Sì, vieni qua, dai, sbrigati, 583, che stiamo lavorando, Ho capito, prendo una pistola e arrivo. Di po' sgomorraide. Non sono andata? Sì, benissimo. Sgomorraide. Sgomorraide. Violentona. E io viene dalla sgomorraide. Allora, io adesso dico delle parole e tu mi devi imitare, va bene? Allora, e che gen? E che gen? E questo è perfetto, questo è perfetto proprio. Allora, e che gen? E che gen? Ti distruggo! Ti distruggo! Violentona! Violentona! Fede, nipotina sgomorraide! Nipotina sgomorraide, Nikita! Vede, violentona sgomorroide! Vede, violentona sgomorroide! Noldorin, ti distruggo! Non c'è niente, ti distruggo! Zio Delo! Ti distruggo! Vabbè, penso che sei ormai, mi sto inventando. Vabbè, come c'è? No, va benissimo, benissimo, muori la mia nipote. Chi meglio di me può prendere il tuo posto? Sì, beh, certo. Diciamo che la mia azienda è molto ambita, ecco. Quale azienda? Signor Parteresa. Oh! Rispondi tu, sempre lei, la mia nipote. E che c'è? Ma dove sei? Dove siete? Al parcheggio del 583. Ma avete detto 53? Ma qual è 53? Ma chi te l'ha detto 53? Ma dove sta il 53? Che manca ma tutto a posto, voi me la... Esiste! Ma che esiste il 53? No, io non ho parole! Dove vedi un attimo dove sta sto 53, scusate. Succede anche questo, è il bello della diretta, no? Sì, ma guarda dove cazzo è andata a finire quella. Aspetta. Il bello della diretta. GPS 53. Aspetta che vedo dove è andata a finire questa scomorroide. Ma guarda dove cazzo è andata a finire. Penso alle discariche. Mezzo alle discariche, porella. Mannaggia. È andata a finire in mezzo alle discariche. Vabbè, pure, fa niente.
E proprio capito, è andata proprio in un altro. In un, ha cambiato server proprio. E chi sono questi? Chi sono questi? Salve! Ragazzi! Salve! Salve ragazzi! Salve! Ve lo chiedo con gentilezza, chi ci vuole offrire per fare un ostaggio? Eccomi! Oh, grande! Piacere. Mamma mia! Prego! Salve. Come ti chiami? Carlo Squartato, la parte resa, salve! Mi pagate però! Datemi ti do 2000, ti do 2000. No, fammo 3000, dai! Va bene, allora 1000 li metto giusto. Io, dai. Bravo, 3000 dollari sono tutto vostro. Tutto vostro. Va bene. Mi piace. Posso fare... Fare... Qualsiasi cosa mi dite da fare io lo faccio. Azzo. Ah, allora... Ah, però c'è un problema, aspettate. Dica, dica. Io c'ho... C'ho una pistola. Ho tre dita dentro, sto mettendo. Perché c'ho pure che problema per così. Sesto. Bella salta! Allora facciamo così. Adesso ti prendi una macchina di non pensante. Ho tre dita dentro, sto mettendo il metti la pistola e roba dentro. In modo che dopo giro su me stesso. Uno per i soldi, due per il sesso. Sono come Elvis quando fa quel movimento. Prendemi, prendemi, vai. Però io sto fermo. Grazie Asto, grazie di cuore fratellone. Grazie per aver regalato due abbonamenti alla brigata. Grazie di cuore Asto, grazie fratellone mio. Michi, mettila dietro secondario. Ragazzi, mia nipote, dite che mi avete sequestrato. Rispondete voi, io... Aspetta, dite che mi avete sequestrato, che non posso rispondere al telefono. Siete pronti? Siete pronti? Aspetta, vedi. Rispondo, vai. Oh, è stato sequestrato vostro zio, stronzi. Avete capito, non cagata niente. Aiuto, aiuto. Vai, entriamo, forza, entri dentro. Allora ti spanto. Hai capito che mi devi ripagare. Ah, sì, entri, entri. Cosa che gli devi ripagare? Sì, sì, vabbè, mi nipote, rompe i coglioni. Dove sta la macchina che ci metto la roba? Qua te l'ho messa, qua te l'ho messa. Dove, fratello? Gli faccio... Dove, dove? Gli faccio vedere dove gli ho messo la macchina. Qua. No, veramente, non è l'abbonamento tu. Ma come, hai regalato tuo abbonamento e non, sei, non c'è l'abbonamento tu. Aspetta. Vai, vai, mettila, mettila dentro. Ma non è che sparisce sta macchina? No, 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 no. Sei sicuro? Sì. Va bene, tanto ci abbiamo le prove, male che va. Cosa? No, no, dico, male che va ci abbiamo le prove. Sì, infatti, no, ma infatti tu... hai la GoPro? Così almeno... Sì, sì. Se in tal caso ti sparisce, vai in caffetteria. Sì, sì. Ok. Arriviamo, arriviamo. Vai, l'hanno startata, andiamo dentro. Sì, arrivo, arrivo. E i soldi quando mi pagate? Cosa? Quando mi pagate? Sì, adesso li paghiamo, adesso li paghiamo. Ecco, fatto, andiamo. Vai, andiamo. Andiamo. Oh, 3000 dollari. Facciamo la gara, chi entra dentro vince. No, vinci tu, dai, fratellone, aspetta, io sono vecchio, non ce la faccio più. Glielo dico come Roy. Ah, vinto io, sì, evviva. Sì, evviva, salve, scomo Roy, aiuto. Sì, sono un ostaggio. Oh, Miccio, ma che sta a fare? Perché, oh, maschio, pagami, ricorda di pagarmi. Sì, sì, tranquillo. Appena la vinciamo, fai così. Vai alla banca dove stavi prima. 2020 pajamas, 2020 party, 2020 pajamas, 2020 party. Cioè, giro su me stesso. Uno per i soldi, due per il sesso. Sono come Elvis quando fa quel movimento. Grazie di cuore, fratellone mio. Però io sto fermo. Entro un anno. No, grazie di cuore, fratellone mio. Grazie di cuore, fratellone mio. Non è quello che grazie, credi, fratellone, grazie. Sì. Oh, ma mi pagate? Sennò io più me ne vado. Sì, te la paghiamo, te la paghiamo. Perché c'ho da fare, io sono impegnato. Non so se adesso sta bene. Io vengo i kebab. Volete qualcosa da mangiare, da bevere, eh? Sì, ti paghiamo dopo, dai, veniamo a comprare il cibo. Ma mica, sì, mi date 3000 più il cibo. No. E come no? Allora me ne vado, ciao. No, no, fermo, fermo. Allora va bene, rimango qui, allora rimango qui. Ecco, ecco. 3000 di cibo, di cibo. Non per cazzo. No, erano, è vero fratellone, è vero, erano 3000 no, senza dai, cibo, dai, vero Maxi, fratellone? Maxi, dai, dai, gli compriamo 3000 dollari di cibo e acqua. No, io non ti compro un cazzo, non è soldi in serve. Vedi, vedi che ha detto, ma li compro niente. No, te li compro io. No, io allora gli dico, no, faccio una rapina entrare. No, no, tu non ti devi. Vabbè, allora io... No, allora... allora io che faccio? allora... Rimani qua. Vabbè, dai, datemi 3000 dollari. Ti pago io, passo dopo io. Va bene, bravo fratellone. Ma dove sta la polizia? Boh, mi sa che sono. Vabbè, io mi metto in ginocchio, no? Faccio il fitto. Stai ballando. Ma tu fai quello che ti pare. Puoi metterti in ginocchio, puoi alzare le mani. Ma come ricordo come ci si mette in ginocchio? Com'era? È sul render. Ah, è vero, sul render.
Okay. Aiuto, scomparatevi in un tono di strugno, aiuto! Va bene? Eh sì, penso che sia abbastanza recitato. Grazie, grazie, grazie di esistere, ladri, grazie. Perché non ha fatto il modulo, il curriculum per entrare... Oh, ma mi dite come si fa una rapina, raga? Cioè, nel senso, una volta che fate partire la questione, no? A me, tipo, ci ho, ci ho provato prima, ma tipo, si è bloccato il conto alla rovescio, com'è? Devi continuare a puntarlo finché non finisci. Ah, deve stare sempre puntato, deve stare. Sì, fino a che non si carica la barra. Infatti la barra a me mi si è bloccata perché non puntavo. Cioè, perché c'era mio nipote, sì, no? Mio nipote che mi diceva, zì, dai, zì, di qua, zì, ma la paghetta, zì, ma qua, di qua, zì, ma perché... Ah, ma c'è la polizia. Oh, aiuto, aiuto, aiuto! Mi sa che non... mi sa che è appena entrato in città. Cioè, è appena rientrato. Davvero? La polizia, d'aiuto! Vado a chiederglielo. Sì, vai a chiedere, sì. Oh, lo controlli, la controlli? Controlla, vado a chiedere alla polizia un attimo. Ma come no, Trini? Sì, sto io tranquillo, mi punta la pistola. Mi sto facendo male l'occhio, perché che mi caga addosso veramente. No, 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 no. Che ho detto, ma chi è rosa? Oh, dimmi che c'ho. Oh. Come te collochi? Come te collochi? Come me colloco? È una situazione qua, come te collochi? Cioè, sei il capo da... Io sì, sì, so quello che gestisce tutto. Sei il capo, sei? Sei tipo l'imparese, sei? Mamma, sei in grande, sì. Ma tu sei più, ma tu sei più romanzo criminale o più Gomorra? Chi sei? Io sono anche più Gomorra. Sei più Gomorra, fratello? No, scherzo, più romanzo, io sono più gentile, dolce. Però quando c'è da... Però ti dico solo, quando c'è da sparare... Ma di dove sei? Ma tu dove sei? Io? Sicilia, Sicilia. Grande fratellone, che città? Gela, Gela. Beh, mamma mia, Gela, grandissimo fratellone, grande. Ma da di dove? Gela è giallo-rossa. Fatto, fatto. Bravo, bravo fratellone. È finito, dobbiamo aspettare due minuti. Due minuti dobbiamo aspettare, bene, raga, sono proprio contento, guarda. No, due minuti, raga, un attimo. Un attimo, ragazzi, un attimo di pazienza. Non possiamo. Bene, bene. Ah, boh, se non vengono sti cazzi, saranno per una prossima volta. Oh, ma sti cazzi, l'importante è che avete vinto, che abbiamo fatto i soldi, no? Avete preso? Quanto no, perché noi vogliamo sparare. Lo so, fratellone mio, ma quanto vedi da sto negozio? Abbastanza. Che vuol dire abbastanza? Sì, la ragazza mi ha detto che vengono, ma non so. 32.000, 35.000. Vabbè, da pulì però. No, no, sporchi. Appunto, da pulì. Sì, da pulire. 35 sporchi, ripuliscono al 70%, 7, 14, 21, che ce fai? 10.000 dollari, 12.000 dollari ce fai, che sì, ce fai? Sì, è una cazzata. Ma una cazzata, ma pure di meno. Ce allora abbiamo... ti spiego perché le facciamo sporchi. Dimmi un po'. Cioè, perché si dovrebbero fare sporchi, tra virgolette. Magari adesso io non te sto a parlare un po' fuori dalle righe, no? Allora, ti spiego, quando tu vai a fare i soldi sporchi... Yes. E devi comprare magari, che ne so, delle armi, devi fare un carico. Ok. La gente li compra con i soldi sporchi, non con quelli puliti. Quindi contano come se... Se tipo io ho 1.000.000 sporco, per loro è come se gli sto dando 1.000.000 pulito. Ah. Capito il concetto? Diciamo che certi mercati vengono fatti con i soldi sporchi. Esatto, quelli illegali. Quelli illegali vengono fatti con i soldi sporchi e quindi hanno un'utilità con i soldi sporchi. Oh, bravo. Perché dopo ti spiego. Questo di sporchi è un po' come alla fine come si fanno giù i mafiosi in Italia, no? Sì, sì, sì. Prendono i soldi sporchi. Uno, le organizzazioni grandi che fanno? Si fanno la loro azienda. Buttano i soldi sporchi in modo che li utilizzano per comprare merch, cose per l'azienda. Vendendo poi la merce dell'azienda, li ripuliscono in poche parole. E hanno fatto. E si ritornano i soldi puliti. Capito? E così funziona. Ah, quindi praticamente adesso... ma non vengono questi qua. Vabbè, andiamo, se no era due minuti, se i soldi va andati, andiamo, se così io avevo 3.000 dollari e mi è arrivato che c'ho da fare. Sì, dopo passo io, eh. Sì, col cazzo che passi devo, scommette. Sì, passo, tranquillo. Ti voglio vedere, dammi il numero. Ti do il numero, vieni qui, scambiamoci il numero. Vai, vai. Mandamelo tu che io non so fare. Sì. A posto, accettato, appena ti chiamo. Dai. Cioè, praticamente, brigata, praticamente. Da quello che dicono loro, perché poi bisogna prendere sempre tutto con le pinze, perché la spiegazione è stata talmente precisa che... non si sa. Allora,
quei soldi sporchi si possono comprare un sacco di cose a livello illegale, il che vuol dire praticamente che lo sgomorroide è ancora più, come si suol dire, come si può dire, è ancora più non mi viene il termine, ce l'ho sulla punta della lingua, non mi viene il termine. Oh Camalo, come stai? Tutto bene? E c'ha ancora più motivazione per fare, per fare lo sgomorro dentro sta città praticamente. Mentre prima dei soldi sporchi il 70-80% spariva, su $10,000 sporchi te ne davano 2000 e ci facevi in cazzo. Se oggi c'hanno un valore i soldi sporchi nel mercato illegale, quindi armi o altre cose, c'hanno lo stesso valore dei soldi normali, a sto punto conviene andare a fare lo sgomorro, raga. Cioè, diventa guardie e ladri, cioè non c'ha più senso. Mentre prima i soldi sporchi non ci facevi veramente un cazzo. Adesso se comunque in un mercato parallelo a quello normale c'hanno un valore, a sto punto conviene più fare rapine che andare a lavorare. E ecco lì che tutti diventano sgomorri e nessuno fa la vita di RP civile, no? Ah sì, Giangi. Ah, da anni è così. No, ma io mi ricordo che non era così. Quando col catena pulivamo i soldi, ci davano veramente poco. Cioè, i soldi sporchi era, cioè, non valeva la pena fare le rapine, prendere le auto. Your call has been forwarded. Dove sta la nipotina? Non c'è sta, porca puttana. Quindi, indi per cui, ecco perché mo tutti fanno le rapine, raga. 35.000 se in un mercato, se in un mercato così valgono 35.000. Cioè, se io dobbiamo una pistola, per esempio, se io dobbiamo una pistola illegalmente, che coi soldi ma fanno pagare 180.000, coi soldi puliti, una rapina 3 minuti, raga, 3 minuti, $35,000. 3 minuti siamo stati lì, $35,000. Io per fare $35,000 devo sta 6 ore a fare il tassista. 6 ore a fare il tassista devo sta io per fare $35,000. Pure di più, mi sa. Perché col tassista se fanno circa 5, forse di meno, 4 ore a fare il tassista e 3 minuti in un negozietto. No, c'è qualcosa che non va. No, mo scusa, no, mo, no, a sto punto, raga, a me mi frega un cazzo, raga. A sto punto, cioè, ma che cazzo mi frega? Cioè, scusate, Allora io faccio così, faccio così, faccio così, poi faccio così. Cioè, se le cose stanno così, io faccio così, faccio così. E chi c'è? Grazie, grazie a te, Fede. Buonanotte, buon riposo. Come permato, perché? Non si può fare una rapina qua. Ah, non c'ho la scheda, è vero. Non c'ho la scheda, è vero. Ecco perché. Mi serve la card, è vero. Mi ero scordato questo dettaglio. Che mi servono le card. Ah, che casino, raga. Comunque è molto più tutelato il, cioè, il mercato illegale che quello legale, raga. Cioè, a sto punto conviene veramente mettere da far criminale che fa l'RP del cazzo. Perché o entri e ti diverti così, se no. Walker lo so che vende le card, lo so, ce l'ha detto, so. E mi pare che vende a 7.500, mi pare. Mo provo a vedere se a quante vende, una curiosità. Walker ce l'abbiamo salvato così. Non ci sta. Mo vediamo. Perché mi pare 7.500 ci aveva detto le card, raga. Quanto ci aveva detto? Ah, fatemi vedere un'altra cosa.
Allora, questo sta per scadere, questo no, questa roba che abbiamo fatto oggi 6-1. Dai, comunque oggi abbiamo fatturato, dai. Alla fine se le nipotine e Cagliostro sono riuscite a vendere qualcosa, io pure. 7.500. A 7.500 su 35.000. Siamo 20... 28, 27. È vero. Oddio, com'era la 583? Era 583, vero? Yumi sicuro sta a vendere kebab. Sta a fare ghigia a tutta la gente. Oddio, ma non era qua, dov'era? Magari fattura più. Magari fattura più De Carlo. Mi pare che. Dov'era, raga? Non era 583, eh? O forse sì. Sì, mi pare che era qua, sì. Oh, il kebabaro sta ancora qua. No, non ci sta più. Però ci sta un autobus. Con il prodotto che offriva. Oh, Massimo. Massimo offriva golden shower. Se com'era ogni, non mi ricordo, ogni tipo due kebab, per cosa ti offriva una pioggia dorata, no, veramente, che fa bene alla pelle, ma i kids cats, no, vabbè, Yumi top proprio, mannaggia. Ogni 5-5 c'è un kit di cazzo da 5, poi dice a seconda dell'immaginazione. E piogge dorate. Tanto pensano che questi qua sono tutti NPC, quindi non si fermerà mai nessuno. Ma no, Genexor, no! Sì, ci hanno truffato $3.000, sì. Perché mi rido... Grazie, Maro, grazie veramente. Scusate, ci ho avuto mi problemi... Mi scusi? Ma come guida? Ci ho avuto problemi di vista proprio, non so se... cazzo, però nel frattempo tengo i problemi a cosce, tenga. Ehi, tenga, ehi. Signorina, ma lei è l'amica mia che ho conosciuto all'ospedale ieri? Io sono Snorlax. Snorlax, sì, la capirina, sono io, sono Carlo. Sì, mi ricordo di lei. Si ricorda, certo. Di me, sì, grazie, certo, di esistere, come sta? Bene. E che fa di più bello? Più o meno. Come mai più o meno? Mi ha distrutto la macchina. No, ma ci ho avuto problemi proprio, non so come spiegarlo, di vista. Sì, ho capito, ma io come faccio adesso? È rotta. Signore, a me mi ha rotto per. Signore, a me mi ha rotto per. Facciamo così. Sì, ma se parlate in due io non capisco. Prego, prima la signorina, vai, fratellone, vai. Perché tu sei rattuso. Cosa stava dicendo quel tizio col giubbottino rosso? Non lo so, mo sto a cercare. Aspetta un attimo che uso l'intelligenza artificiale. Prego, signore, dica. Ho detto, a me mi ha rotto il piede. Okay. Vai in ospedale, no? Io non ci posso fare niente. Ma non sto parlando con lei, però. Lei ho capito, problema. Ma non mi sembri uno con un piede rotto. Non me ne frega un cazzo. Comunque. Stai in piedi troppo bene. Sì, ma questo è il modo di parlare alle persone, scusi. Ma poi è una ragazza, io cioè... L'ho detto a lui, non a lei. Ma è la ragazza che le fa le domande. Come fa? La ragazza le fa le domande e lei risponde male a me, che sto zitto. Perché lei ha detto qualcosa. Ma io non ho detto nulla. L'ho sentita. Stiamo parlando, è normale che ha detto qualcosa. Sì. Di solito funzionano così le conversazioni. Sì, ma comunque non stavo parlando con lei, ma stavo parlando con lui, quindi... Ma se adesso stai parlando con me? Però prima stavo parlando con lui, se ti metti in mezzo non è colpa mia. Ma io ero già qua, non mi sono messa in mezzo. Già c'eri, ma se io sto sì, parlando Sì, ero con lui, qua e voi mi siete venuti addosso. Non Gesù mi sono messa da nessuna parte. Allora, se io stavo parlando con lui... Ma se io stavo parlando con lui, perché tu ti metti a parlare con lui? Allora. Perché se mi ha buttato sotto, non è colpa mia, ma quindi... non ti ha buttato sotto se stai così in piedi? Ma che stai dicendo?
Se ti aveva buttato sotto, non stavi in piedi. Ah, vabbè, scusa, ma non è che mo rimango tutta la giornata per terra a morire. Mai... Mi sa un po' di assicurazione truffa questa, eh? Ma infatti... Ma che assicurazione, signora? Scusa, ma se un veicolo così grosso ti mette sotto... Signora, venga qui, venga. Stai in piedi così e corri... E salti? Venga, venga. Scavalchi i veicoli? Venga, gamba rotta? Venga, venga. Mi sembrano un po' di quelli che stanno sotto col pizzo qua, guarda, col pizzo qua, che io ero sceso dalla macchina e l'ho preso qua. Signorina, stia attenta. Qua, col pizzo. Con che? L'ho preso qua, col pizzo. Che cos'è? Il pizzo, quello che chiede... Com'è che cos'è il pizzo? Com'è che cazzo è il pizzo? Il pizzo? Signorina, il pizzo, che cos'è il pizzo? Non è che se continui a ripetere il pizzo io capisco di che cosa stai parlando, scusa. Il pizzo, signorina, no? È il pizzo, io... Aspetta, ho capito. Il pizzo che conosco io non è una bella cosa. Ma, vabbè... O il pizzo, la punta del camion, come ti posso dire, l'estremità del camion. L'estremità del camion, l'estremità geometrica, del camion. Geometrica, signorina, geometrica. Boh, trigonometria, non ha studiato io. Lei. No. Il pizzo, signorina, il pizzo. Il pizzo. In quale scuola sei andato? Sì, lo chiamo pizzo, signore, non me ne frega. Ma non è che se tu lo chiami pizzo vuol dire che si chiama pizzo? Ecco, cioè se, non è che se io chiamo vabbè, broccoletto tu chiami friariello, è la stessa cosa. Si capisce, si capisce. Siamo grandi. No, che non si capisce. No, sì. E poi non mi sembri uno che è appena stato investito. Brava signora. Vabbè. Possiamo sempre chiamare la polizia? Vada, chiama la polizia. La denunceremo? Ok. Sì, sì. Vada, chiama la polizia. Che problemi ci sono? Sicuramente la denunciamo perché lei chiede il pizzo. Sì, vabbè. No, non è in città. Ti è andata bene? Ti è andata bene? Ah, no, aspetta, aspetta, ce n'è un altro. Posso chiamare un'altra gente? C'è un'altra polizia. Vai, vai, chiamala. Ah, lui è in città. Adesso vediamo se chiede ancora il cambiare, pizzo. Vado a cambiare, sì, lo chiedo ancora. Pronto? Vado a cambiare ancora. Pronto, un signora gente, è un problema con un truffatore. In banca, al 205. E niente, praticamente questo dice di essere stato investito dal camion del kebab. E in realtà corre e salta in giro come se niente fosse. E chiede il pizzo, chiede il pizzo. E chiede il pizzo. Sì, sì, grazie, grazie. Grazie, grazie. Ciao. No, no, spero di no, Massimo. Madonna, arriva la polizia. Bene, bene. E lei sta bene, signorina Snorlax? Ho preso un po' una botta alla schiena, però penso che questa cosa sia più importante. Il pizzo? Sì, sì, sì. È tremendo, sto signore. Vuole qualcosa da mangiare, da bere? Oh, no, grazie, sono a posto. Bene, bene, grazie di esistere. Spero che arrivi in fretta la polizia. Che lo arrestano, sto truffatore della nagnina. Dov'è? Non è che scappa. Sicuro che scappa. Ecco, è arrivata. Polizia di Los Santos, vedo Carlo Eccolo. Spartato, è lui, buonasera. È lui, agente. Che succede, buonasera. Ragazzi? Buonasera. È lui il truffatore. Io la sento con un accento compaesano a lei. No, ma che bordì, che bordì, che bordì, che bordì, cosa ha fatto, mi dica. Purtroppo nella nostra lingua lo sa che lei che cos'è il pizzo, cioè lo spigolo della macchina tipo. Ah. E questi fraintendono, stanno dicendo che io gli ho chiesto il pizzo tipo quello là da chiedere ai locali. E che c'entra il pizzo della macchina, mo? Lo sai tu, perché il signore qua, no, col camion, mi ha investito. Ma scusa, gente, ma le sembra uno che è stato investito, signore, da un camion? Qua, signore, guardi dietro la macchina, guardi dietro la macchina come me l'ha fatta. Oh, forse ha sbattuto un po'. Hai visto? Ma non è vero, ma non è vero. Non è vero, non è vero, perché detto quello che col camion è venuto addosso alla mia macchina. Esatto. Ha detto lui è sceso dalla macchina e ha detto che gli avevano rotto un piede. Ma guardalo come sta in piedi bene. Stavo andando in banca e stavo parcheggiando con la macchina. Quando poi lui mi viene da dietro, infatti se vedi sta pure la maccatura qua. Sì. Non mi sembra un'auto colpita da un camion. Come no? No. No, dimmi, ci hai fatto una macchina. Prendiamo in mano la situazione, allora, che palesemente... Una faccenda che si può concludere solamente facendo una denuncia. Bravissimo, e bravissimo, denunciando tutto. Punto 1. Punto 2. Il camion che lo guidava. No, il camion so io, ma non quello lo guidava, con la tuta rossa. Io so il gambaro, ok, tu questa la guidavi tu. Sì, sì. Allora, e lei è in regola con la sua attività. E tu sei in regola con questa auto?
vabbè, siamo in regola qua, signori, per cortesia. Cerchiamo di chiarire la situazione, perché qua se no facciamo gli arresti a tutti. Qui mi sa che allora, cosa succede? Facciamo una cosa, chiudiamo un occhio. No, io sì, perché lavoro a Star Lei è in regola e lui invece no. No, io sto a Star Service, questo è il furgone aziendale ed è mio. Lei, signor, viene con la maschera. Mi scusi, però, mi scusi. Non sì. Posso, non sono molto malata. Voglio vedere il certificato. Non mi interessa se lo tolga. Lei, signor, non viene in Massimo, lo vediamo. Perché non ha il certificato. Perché non ha il certificato, se lo tolga. Devo prendere l'appuntamento. Allora, facciamo così. Perché non ce l'ha, perché non ha l'appuntamento, se lo tolga, se no l'arresto. Se l'autonomia è sequestrata, per l'identificazione. Vabbè, io le posso fare vedere i miei no, certo, io le consiglio di andarsene via e di non disturbare i signori. No, no, ma io stavo solo in banca, sono loro che mi hanno tozzato da dietro. Allora, chiudiamo un argomento, altrimenti finisce male, alla fine arrestiamo pure, siamo pure gli anni in carcere, va a finire. Addirittura a me, ma certo, vieni, stai qui con la macchina rubata, ancora in pari, ti sta a fare un favore, la gente... Sto facendo un favore, dico. Se sta a fare un favore, ascoltalo, no? Sì, vabbè. Certo, sto facendo un favore. Altrimenti qua facciamo i controlli, ti mettiamo le manette, ti portiamo in gattabuia, diamo 7-8 mesi di carcere e ci vediamo l'anno prossimo, ci vediamo. Altro che beh, ma per cosa i controlli? Mi scusi se non ho niente nelle tasche. Signore, mi fornisca documenti, i documenti, forse. Addirittura? Certo. Forti, mi fornisca i documenti, signore. Cioè, ma io non lo so qua, ma... Ti, ti. Allora, eccoci qua. A posto, allora, controllo un attimo l'auto. Non è mia, gliela concedia. Non è tu, ecco qua. Ah, l'ha è un ladro. Signor Liam, quindi cosa vogliamo fare? Vabbè, però gli chieda al signore qua se il furgoncino è il suo. Ma certo che il mio lavora a Star Service. No, controllo pure, non ti preoccupare. Certo, allora, adesso facciamo una piccola multa a te. Ma io, però, io sì, le faccio una multa, collega, Liam, e sequestriamo il veicolo. Una multa però, non due, tre, quattro, dipende sette, dalla situazione. Ci facciamo un furto d'auto, multa per furto d'auto. Ma che, perché furto d'auto? Ma come furto d'auto? C'è una macchina rubata, perché furto d'auto? Ma anche tentata truffa. Sì, sì, ma può tentata. Dai, la truffa non glielo diamo perché non so, diciamo, non... No. Sì, perché dice che dovete fare denuncia su quello che dovete fare. Lei è compaesano, io dico il pizzo. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire che è compaesano? Ma cosa vuol dire che è compaesano? Ma fammi capire. Sì, sì. No, ho detto, lui mi ha tozzato sul pizzo. Sul pizzo che ha fatto? Sul pizzo. E loro capiscono il pizzo tipo quello là che si fa pigliare dei negozi. Ma tu non gli hai detto così? No, gli hai detto così. Quindi tu volevi il pizzo loro, del loro tacco? Sì, sì. Ma Giulia, ma... Sì, no, sì. Lui ha detto... Non so se realmente ha detto così. Se lui ha detto che voi avete urtato sul pizzo, vuol dire che il pizzo è lo spigolo. Se ha detto così, ma non so se ha detto così. Sì, no, detto... no, lo spigolo è lo spigolo. Ma non credo che il signore venga a chiedere... Oh, ma perché ti rivolgi così in questo modo? Il pizzo è, il okay, pizzo signore, è questo. Però si calmi anche lei. Ok, comunque, non credo che il signore venga a chiedere il pizzo da solo così, senza armi. Scusi, ma è il furgone di un locale, certo che potrebbe chiederlo. Signore, facciamo così, la multa se l'è presa, ha fatto 5.000 dollari di multa, lo prende e se ne va. Non è del locale, mia proprio personale. Appunto, quindi ci sta che può chiedere il pizzo. Forza, vada. O prendiamo un taxi, si va a venire a prendere. Se me lo può chiamare lei, per favore. Pure, gente, devi pure chiamare. Non possiamo chiamarlo noi per lei, tanto non puoi. Vada a piedi, forza, vada a piedi, forza, allontani subito di 500 metri da sta zona, subito. Addirittura. Vada via. Oh, ma non mi sembra uno che si è rotto il piede, da come corre. Sì, sì. Lo vado a depositare. Ma infatti, se è ben ospedale, penso che dottori non vanno a fare più subito. Guarda come salta. No, guarda come corre. Ma massaggio, cioè questo ti prende pure in giro. Chiamami il taxi. Io ho tanto così che mi licenziano. Sta insultando. Ti sta insultando? Chi è? No, chi è? Mica mi sta insultando. Sì, 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 okay, lui, da dentro la banca, ma certo. Dentro la banca lo sta insultando, ma com'è? No, ma veramente, gente, ma questo è pazzo. Gli devo andare una pizza, gli devo andare... Ma vai a andare, gente, ma vai a andare, ma questo sto sgomorrando di violentone che se ruba le macchine... Ruba le macchine, c'ha pure il coraggio di insultarvi, ma dove viene questo? Ma diciamo raga, tanto ormai sono rischiato tutto... Diciamo il tutto ragazzo... per tutto si va, dai. No, no, diciamo che il ragazzo purtroppo... Forse ho bevuto, ha fatto qualcosa, però la multa se l'è presa, mo è meglio che se ne va. Bene, bene, bene. Ma lei c'ha ancora queste scarpe da 3.000 dollari, lei? Lei è un power non ranger. Costano 3.000 dollari. L'ho preso al negozio. Come state voi? Bene, grazie a Dio, Io mi sono spaventata tantissimo perché quella persona si è rivolta in modo molto aggressivo. Sì, diceva parolacce, cose terribili. Ma sotto quella maschera chi è che c'è? Una persona molto simpatica. C'è Snorlax. C'è Lillo. Io devo vederla senza maschera. È il mio obiettivo prima che mi buttano fuori dalla polizia, dai. Ah, ok. Quando è che succederà? Non lo so, a presto, mi sa. Vabbè. Il suo collega mi ha già visto. Penso che basti per oggi. Allora, ragazzi, ascoltatemi, se fa qualcosa sto ragazzo... Sì. Prendete il telefono così, registrate tutto e andate a fare la denuncia. Bene. Noi ora abbiamo da fare.
Bene, bene, ma come? Spero che venga manganellato con quel ragazzo lì. Diciamo che se si comporta male, sicuramente. Se si sì, lo spero, male. Vorrei essere presente quando lo massacrerete. Ci penso io poi. Zorax, tu chiamami, c'è il mio numero, eh? Bene. Certo, certo, lo farò sicuramente. Ok, ciao ragazzi, ciao, buona giornata. Bene, grazie, salve. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Pure la macchina rubata ci aveva, capito? Butala. Certo. Incredibile. Boh, truffatori di oggi. Truffatori di oggi, veramente, una cosa terribile. Ma... sicuramente secondo me vuole fare una rapina. No, secondo me ci vuole proprio insultare di brutto. Ma io chiamo di nuovo la polizia, che problema c'è? No. Sì. No, lascia perdere Gutalax, no, non va bene, lascia perdere. Così mi passa la voglia di fare il gradasso le persone. Sì, sì, ma infatti questi sono sgomorroidi moderni, capito? Sono quelli di Sgomorraland. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a dirgli qualcosa, provochiamo. Non è sta a fare una roba. Cosa sta cercando di fare per caso? Che stai a fare qui? Sgomorrate. Ancora qui stai. Ma veramente devo richiamare la polizia. Cioè, richiama la polizia, richiama. Che faccio? Ma quindi sente in garrobo per fare rapina. Che dice questo? Ma come parla? Aspetta, uso l'intelligenza artificiale. Ho detto, non ho la roba per fare la rapina. Ah, non ha niente per fare la rapina, ha detto. Perché volevi fare la rapina allora, eh? Vabbè. Aspetta, uso l'intelligenza artificiale, aspetta. Che hai detto? Oh, sì, devo fottere furgone. Mi ho fatto un furgone, questo... No. Ciao, caro. Faccio il video per la polizia. Seguiamolo, Gutalax, prendi la macchina. Gutalax, ma come è aperta? No, è chiusa, corri. È aperta. Come è aperta? Corri, Gutalax, corri. Seguilo, chiama la polizia. E non posso chiamarla mentre guido. E perché? E perché sennò ci schiantiamo. Ah, bene. Allora... Riprendilo. Sì, lo riprendo, aspetta. Prendo il telefono. Eccolo. Il video. E il video poi lo facciamo vedere alla polizia. Ecco qui. Oh, fermo. Allora, agenti di polizia, eccolo qui, questo mi ha rubato il furgone, è quello di prima che avete fermato. Scomorroide violentone, lo distruggono, la proprietà per lui, sappiatelo. Sì, fermati, sei coraggio, la polizia sta arrivando. Fermati. Ecco, abbiamo le prove che è un ladro di furgone, mi ha rubato il furgone del lavoro. Ogni minuto che sta sul mio furgone io perdo milioni di dollari, cash, milioni di dollari. Signorina Gutalax, che ne pensa lei di tutto questo? È pronto, si ricorda il tizio di prima, fuori dalla banca? Ci ha rubato il furgone, lo stiamo inseguendo. Sì, ho le prove. Brava Gutalax. 125. Però lui continua ad andare, quindi ci continueremo a spostare. Aggiorniamo. Okay. Lo seguo signorina. Brava signorina. Ma che vogliamo fare? Giro tutto. Ma questa è una snicciona proprio, questa. Cioè, questa è una cosa. Io ve l'avevo detto che non era una brava persona. Sì, ora vi siamo al 200. Brava Gutalax, brava, lo seguo, chi è quello? Bene Gutalax, vada, la Speroni, speriamo che c'è la polizia. 399. Sì, vedeva l'ora in zona, sì. Ma meglio, è bello. Brava signorina, Gutalax. Siamo sopra il ponte, 397, 396. Ma Carlo, non è uno sniccione. Io sento delle sirene. 585. È forte, eh? Mi spiegate che cazzo volete? Mi devi ridare il furgone! Ci sta insultando, gente! Tra 585 e 584. Sto ripartendo. Digli che ci insulta e ci minaccia. Ci insulta e ci minaccia! Aiuto, io ho paura! Potrebbe essere armato! Sì, digli che ci ha detto Sgomorroidi. Tra 584 e 595, si è fermato. Ma io non voglio scendere, ho paura. È ripartito. Sì. È ripartito. Gutalax, mettiti davanti a lui. Tra il 584 e il 582. Fate in fretta, agenti. Io sento le sirene, ma dove stanno?
Eccoli, eccoli, agenti. Ecco, siete dietro? Sì, dietro, vai, vai. Segui, segui. Aiuto. Il furgone avanti. Li fermi, il furgone avanti, il furgone, fermatelo, sì. È il mio. Vai, 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 Gutalax, vai, accelera. Accelera, questa macchina non è molto semplice. L'hai rubata, Gutalax? No, è mia. Ah, bene, che io non rubo le auto. È un caro funebre questo, che cos'è? Ecco, l'hanno fermato, l'hanno fermato. Assistiamo all'arresto in diretta, è bella sta cosa. Perché tu ti devi riprendere il veicolo. Eh sì, grazie di esistere. Vai, vai, vai avanti, metti avanti, voglio vedere l'arresto. Non lo capisce proprio. Agente. Vergognati! Signore, abbia arrestato l'arresto. Oh. Ha il diritto di venire in silenzio. Qualsiasi cosa resa rivolta contro il tribunale. Grazie, diritto gente. All'avvocato. Ladro, sei un ladro. Allora non si può più mettere noi, sarà tipo un ufficio. Ha compreso i diritti? Io spero che vai a... Eh sì, ma per cosa mi hai arrestato? Perché mi hai rubato il mio furgone. Ha rubato un veicolo. Ma che cazzo, ma perché è tuo? Che te l'ha detto tuo? È suo, ma mi sta del certificato prima. Sì, come. E lavora alla stanza. Adesso facciamo due chiacchiere con lei. Venga con in pattuglia. Scusa una cosa. Ergastolo per fuori, questo. Scusa, pensiamo noi, siamo noi. Prego, prego. Mi senti? Prendono, stavo nella banca, mi dicono che stavo facendo la rapina quando stavo cambiando il PIN. Mi accusano di falsa testimonianza. No, come faccio? Non ce l'ho fatto niente allora. Mo, vieni con noi in macchina, facciamo due chiacchiere, vieni con noi. Cioè, è normale, non so, cioè. A posto, andiamo. In galera! Andiamo a parlare un attimo col soggetto. Salga, salga. Ciao, buona giornata. Grazie, mi ha salvato i miei kebab. Prego. Coraggio questo. Oggi. Cioè questo, se l'è cercata. Se l'è cercata, però coraggio. Questo secondo me cambia città. E vabbè, impara a comportarsi bene. Brava signorina, lei è proprio paladina della giustizia in questa città. Più dei poliziotti. Più dei poliziotti, è vero. Lei. Certo. Lei, le chiedo il numero di telefono, va bene? È un problema? È un problema? No, va bene. Sicura? Sì, sì, sì. Chi è questo? Io. È lei che mi sta chiamando? Io non sto chiamando, le sto solo dando il contatto. Eh no, perché mi è arrivata una telefonata, il numero... la faccio sentire. Sarà il tizio in macchina. Oh, Carlè, mi senti? Chi è? Sono il ragazzo della rapina di prima. Ah, quello da... Sì, come sì, la rapina? Sì, sì. Bene. È un altro? Sì. Quando posso passare a darti i soldi? Guarda, sto al 583. Va bene, dai, dammi tempo 10 minuti e ti raggiungo. Bene, bene, sì, 10 minuti. Fai presto, che non è che sto qui al 583, cioè... Ma arrivo. Bene, arrivo, bene, dai. 583, grazie. Vedi il furgone? Mannaggia questi, ma che dicono? Ma chi so sta gente? Quello che ha detto, quello di... Della rapina, ha detto. Tutti matti in questa città, signori. Pensavo fosse quello lì appena arrestato che ti avessi chiamato per insultarti ancora. Sì, sicuramente. Sicuramente, sì. Infatti, era... No, questo era uno di... Non ho capito. Devi comprare i kebab. Ah, un cliente. Sì, un cliente, sì. Ok. Bene, Snorklax. Sì. Grazie di esistere, paladina della giustizia della prego. Città. Prego. Sì. Le voglio tutto bene, ma non c'è callo. No, sto bene così. Ok, non mi fa bene in callo vederla così. Ma perché io poi ho freddo se mi scopro. Ah, sì, vabbè. Vediamo se ho salvato i numeri. No, sì, ti ho salvato. No, perché Noldorin mi ha scritto salva di numeri, ma... va bene, signorina. Io adesso devo aspettare questo mio amico che viene qui a comprare la roba. Ok, va bene. Grazie allora di cuore, io vado. Le voglio tanto bene, paladina della giustizia. Spero di incontrarla, le do un abbraccio positivo. Grazie, signorina. Grazie per tutto. Grazie. Prego, prego. Grazie. Spero che un giorno lei diventerà sindaco di questa città. Io spero di no. E perché? Potrebbe esplodere. Ah, ok. va bene. Ma lei che lavoro fa? Io guido i taxi. Ah, lo sai, l'ho fatto anch'io per un periodo. Poi ho conosciuto il direttore Kevin e mi ha assunto alla Star Service. Adesso vendo i kebab io. Sono un ambulante. Bello. Sì, è bello perché sto sempre in giro, parlo con tanta gente. E a volte ti rubano il furgone. E vabbè, però a volte incontro anche e le provano a truffarti a chiederti il pizzo. Esatto, il pizzo, capito?
Boh, io non ho ancora capito cos'è questo pizzo, però vabbè. È lo spigolo. È lo spigolo, è lo spigolo, sì, scusa, il pizzo sì, è un'altra roba. L'ho chiesto a ChatGPT, mi ha detto... mi ha detto sì. Pizzo spigolo, sì. Peccato che qua siamo in America e non si parla come parlano loro. Sì, sì, vabbè. Diciamo che quella, diciamo è quel dialetto che gli è rimasto, insomma, ecco. Eh già, peccato che se tu dici pizzo, il pizzo è un'altra roba. Esatto, anche per me, infatti. Infatti ci ho avuto paura, ho detto che pizzo... al massimo ti posso dare una pizza, no il pizzo. O un kebab. O un kebab, esatto, sempre roba da mangiare. Mm-hmm. Va bene, va bene, allora... grazie di esistere, signorina. Prego, prego. Spero di rincontrarla, chissà se un giorno le nostre strade si rincontreranno. Ma probabilmente sì, visto che sono sempre in giro. Anche io. Bene, se stia attenta, bene, signorina, mi raccomando. Al massimo chiamo la polizia. Vabbè, lei c'ha amici poliziotti, vedo lei. No, dirà... non sono miei amici. Però c'ha amici. È poliziotti. Solo che mi fermano molto spesso. Ah, per il fatto che... Per... Sì, esatto. È come, come, come si chiama? È... Liberatore. Chi? No, niente. Marcos. Non conosco. Vabbè, non fa niente. Va bene. Allora, alla prossima. Vuole mangiare e bere qualcosa? Io posso offrire. Oh, grazie. Molto gentile. Vuole? Sì, sì, grazie. Ah, le do questo? Fatto da me. Questo l'ho fatto io neanche mezz'ora fa. E questo... Dove? Mo' gli lancio. E questo pure. Grazie. No, è che ho visto uno correre molto veloce e mi sono spaventata. Ma infatti noto che quando passano le macchine lei si sposta. Quando lei... Sì, perché c'è il rischio che mi investano. Sì, ho notato. Lei proprio vive proprio questa città proprio come se veramente la investissero. Quindi, in realtà succede abbastanza spesso. Sì, pure a me. Pure io attraverso quindi cerco di evitare. Sì, sì. Ho imparato a evitare le macchine. Brava. Grazie di cuore, signorina. Prego. Arrivederci, buone cose. Arrivederci, grazie. Grazie di esistere. È forte, sta ragazza. Allora, sì. Non mi sto appicciata la sede. Allora, sì. Simpatica lei, ma sappiamo chi è? Non sappiamo chi ci sta. Dietro un personaggio mascherato non possiamo sapere chi ci sta. E chi c'è sta dietro di lei? Lo sgomorro? Ma lo sto chiamando, infatti. Oh, Carle, io ho preso i soldi, però ha fatto puff la macchina. E dove stai? Al 646. Arrivo, vieni? Arrivo. 646, non ha piastri i soldi. Allora, GPS 646, quant'è? 646 più AV, un chilometro, buono, sta qua. E sì, $3,000 briga, non so male però, controlla in bagagliaio, ho visto il tipo di prima interagire con cose. Che pezzo di merda, cioè è lui per non farsi perquisì che c'aveva tutta questa roba. Guarda qui che abbiamo trovato un tesoro. Questo è proprio un ladro, proprio questo. Ci abbiamo pure un telefono usato. Mo sto telefono. Dove? Questa è la refurtiva di una rapina, brigata. Cioè, aveva nascosto la refurtiva della rapina dentro al furgone mio. Ma come figlio di puttana mi ha detto quello? Ma magari buchi una roba. No, per non farsi arrestare, capito? Perché se l'avrebbero perquisito, venditi a quelli della rapina. Bravo Massimo. Grande Massimo. E quanti li vendemmo però? Emozioni veri, sorpresa veri. Ma quanto glieli vendiamo però? Sapete i prezzi di sta roba, raga? Oddio, scusate. Faccio attenzione. Scusate, grazie di esistere, vi voglio bene. Oh, Carletto. Oh, maschio. Tieni. Senti una cosa, fratello, una domanda.
Poi dimmi. Collega. Bella, raga. E che volevo dire? Ma a quanto vendono? Se vendono gli anelli, le monete in oro, le monete in bronzo? Vai dai, vai dai ghetti. Nei? Sì, ma... nei ghetti, zio, nei ghetti devi vendere. E chi si compra sta roba? Se li comprano i gangster. I gangster dei ghetti? A quanti se li comprano, lo sai? Sì, allora gli anelli sono quelli che comprano di più, mi sembra, lo sai. A quanto? Non lo so, però allora, se tu gli vendi molta roba, più di 20.000 te li fai. Penso, poi non so. Non ho mai verificato, però da quello che ho fatto è così. Ok, grazie. Ah, poi ti ho dato 3.000 quasi, cioè manca $500. Mastica, 2005 quindi mi ha dato. Sì, sì, sì. Io non è che ti ho dato 10.000, mancano 9.500 quasi. Cioè, mi ha dato 2005. Ho capito, ma... va bene, fratellone, ti voglio bene, affare fatto. Grazie. Sei un duro, ciao, grazie a te. Ti voglio quando bene. Vuoi io ci sono, Tu quando vuoi mi chiami e mi dai $3.000, va bene? Va bene. Ok, è 3.000 però la prossima volta. Che cazzo? Ti ho dato $3.000, mancano 2005 però. Che cazzo mi ha dato? Ma che rapinatori? Ma questi... Ma io dico, ma sti cazzo di rapinatori moderni? Per carità, onesto. Io ho detto, ho fatto una rapina, ci ho guadagnato 2 milioni, però 1.950.000 l'ho lasciati lì. Capito? Ma che cazzo? Ma come cazzo? Ma come stiamo messi? Ma veramente, raga, ma è roba da pazzi. Ma truffatori veri, proprio. Allora, si sono presentati che gli serviva un ostaggio. Ok, non c'è problema, vengo io a fare l'ostaggio, siamo amici, va bene. $3.000 non ce l'hai perché sei veramente povero. Dammi 2.500, no? Però loro erano stati onesti, no, pensateci bene. Mi hanno detto, ti diamo $2.000. Io ho detto, vengo solo per 3.000. E mi hanno detto, sì, vabbè, 3. 2.500 è un buon compromesso, cara brigata. Da 2.000 che erano partiti, 2.500 è un buon compromesso. No, 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 il telefono usato molto probabilmente è uno dei telefoni, questi due telefoni qua. Non sono telefoni... Sono i telefoni che si utilizzano... È tipo un item. Oh! È tipo un item. Non è bella quella maglia. Scusi? Sì? Serve da mangiare, da bere? No, grazie. Bene. Arrivederci. Oh, Izzy. Ciao, Carlo. Oh, ma se conosciamo, fratello? Ah, vabbè, ciao, fratello. Mi conoscono, cazzo. Io saluto tutti, però... Non mi ricordo mai di chi c'ho davanti, porca puttana. Quando conosci tante persone è difficile, che poi tanti si assomigliano tutti. Sì. Ma io c'ho l'aria furtiva, se mi sequestrano mi si inculano. No, non era Walker, no, dalla voce non era lui. Sì. Anche perché sono tutti uguali, è proprio quello. Infatti quello era molto uguale a Walker, come giustamente dice Nordori, ma non era Walker, no, non era Walker. Però era uguale identico a Walker. Stesso cappello, stesso gilet, stessa skin praticamente. Cioè come cazzo faccio a riconoscere le persone io? È impossibile, sono tutti uguali. Rubino sta allo stadio? Oggi è andato a vedere derby Rubino, Quello è Destiny. Quella è la nostra amica. È la nostra amica Destiny, No, chiedi, infatti al gruppo sto a nord. Sono a vedere al gruppo se ci stanno amici mia per vendere sta roba. Vediamo a quanto la vendo, potrebbe essere interessante andare a fare le rapine. Ah, raga, questi stanno a preparare a sparare a qualcuno, raga. Sì, Tedro, troppo ride, eh?
Sono sentito che stanno a di questi. Carlo? Oh, maschio! Oh, dotto! Che dici? Tutto bene, tu? Bene, bene. Dai, sto lavorando, sto venne... Stai lavorando? Io lavoro per la Star Service, no? Che venne i kebab, i panini. Te che dici, fratello, tutto bene? Niente, tutto a posto, a posto. Però mi raccomando, stia attento, perché già è un marciapiede così. È un nostro amico. Non si preoccupi, è gente. Ha capito, ma non sul marciapiede. No, lui può, non ti preoccupare. Cerca di stare attento, che hai perso pure il coso sopra dei tacos. Vabbè, quello mo perdo subito appena parto, agente, grazie. Figurati. Bravo, grazie, arrivederci. Ma Creed e l'altro non vengono, raga? Io bello. Ciao belli, come state? Ma tu sei squartatore lì? Sì, sono Carlo squartatore, che babbaro, sì, sono io. Io e te dobbiamo parlare, lo sai. Mi hai fatto molto incazzare. Che cosa, fratello? Mi hai fatto molto incazzare. Quando? Senti, dopo ti chiamo il telefono. Ma tu ti sei fatto il cerotto. Vieni qua e ne parliamo, ok? Va bene. Ma poi c'è un posto. Ho un anello. Se comprate una qua, serve dopo. Li comprate? Hai una? Un anello. Te la do dopo, bro. Sì, ce l'ho, non è. Li compriamo. Li comprate? A quanti li comprate, anelli? Le monete, i telefoni? Quelli li compriamo a tanto. Io okay. Qualcosa ho. Però ne parliamo dopo, devo andare adesso, ok? Va bene, ciao fratellone. Ciao. Salve. Evviva gruppo, evviva. Che cazzo è quello? E poi perché ce l'hanno con me? Ma pure gruppo ce l'ha con Carlo? Ma che abbiamo fatto al gruppo, raga? Abbiamo fatto a Groove, lo sapete voi? No. Perché Spooky non è più The Groove. Cioè, ragazzi, non è col. Cioè, io come faccio a sapere che uno The Groove non è più The Groove? Scoprimi! Scoprimi. Abbiamo ormai si è fatta una certa, raga. Mezzanotte e 20, raga. Il ragazzo di prima forse? Quale Benny? Ragazzo di prima? No, è impossibile. È impossibile che quello era The Groove. No, non poteva essere The Groove quello. Avrebbe detto cazzo, esatto, quello della truffa. No, Benny, non è lui. No, Destiny dovrebbe stare con Tyler dei Fam. Sì, è vero. Destiny mi sa che sta con Tyler dei Fam. Sì, vero. Maschio, vuoi mangiare a bere? L'abbiamo depositato, briga. Quindi mo ce l'abbiamo. Una al centrale, però al centrale non ci abbiamo più il magico. Perché il magico l'abbiamo lasciato. Dove abbiamo lasciato il magico? Non mi ricordo. All'altro garage, quello di prima, sì. Sicuro, Massimo. Sicuro, gli avrò venduto cibo. No, però ultimamente al gruppo non ho venduto niente. Mi pare. Mi pare, allora ieri a Groove ne abbiamo venduto, manco l'altro ieri abbiamo venduto niente a Groove. Però vabbè, oggi qualcosa abbiamo fatturato. La fortuna ha voluto, vabbè, questo ci abbiamo quattro burrito, questi regà purtroppo
fatti 4, vabbè, non male. Sono rimasti 4 burrito e una cosa da bere. Praticamente è andato bene comunque la vendita oggi. Abbiamo fatto bei soldi, grazie pure a Alexa, alla Vale che ci ha dato $10,000 più l'altro 1.700 del ragazzo in ospedale. Solo io penso sui $12,000-13,000 ho fatturati oggi. Ne sa pure di più. Pure nipotina, pure Cagliostro. È arrivata l'ora. Abbiamo venduto tutto praticamente, sì. Abbiamo venduto tutto. Ma adesso siamo arrivati proprio alla frutta, perché mo è ora di andare a dormire. Ah. Non ti conviene mangiare? Mo mi mangio. Sì, Domani pausa, sì. Domani domenica. No, domani niente live. Alla briga. Domani niente, no, domenica riposo. Domenica è di riposo. Domenica riposo, prossima settimana turno di pomeriggio, stacco alle 21:30, arrivo a casa per le 22 qualcosa, la cena. Live come sempre, 22:30-23, brigata. Prossima settimana da lunedì a giovedì sicuro. Da lunedì a giovedì sicuro, venerdì, sabato e domenica vi aggiornerò. Perché non so che faccio nei weekend. Però fino a giovedì sicuro, però tardi, raga. È la settimana del turno di pomeriggio, quindi è la settimana del... Secondo me non c'ha senso fare live come una volta, raga. La mattina. Io quando facevo il turno di pomeriggio facevo i live di mattina, raga. Dalle tipo 8:30 di mattina alle 11:30. Ma non c'ha senso. La mattina, ma chi c'è stata a brigata, raga? Qualcuno c'è sta, però alla mattina pure su Impero, qualsiasi cosa faccia, la mattina non è che te alzi tipo metti a fare live, raga. Ma io la sera preferisco alle 22:30-23 la sera che la mattina alle 9, raga. Lavoriamo tutti, ma come si fa? Quindi facciamo pomeriggio tutta la settimana, facciamo pomeriggio tutta la settimana e poi quell'altra ancora si ritorna in orario de pomeriggio, torniamo. Dobbiamo fare così per forza, raga. Bravo Exor, bravo. No, allora, vi ridico i nomi, brigata, se li conoscete. Allora, vi dico subito i nomi. Vado su aspettate, eccolo qua. Deadline domani alle ore 20. Allora, Aiden Chronicle, 100 Heroes, Sandland, allora, Stellar Blade già l'ordino. Stellar Blade, grazie Massimo, buonanotte e buona domenica, un abbraccione fratellone mio. Allora, brigata, Stellar Blade lo prendo subito. Faccio subito richiesta per il codice. Nome canale Biswax 76, richiesta gioco, avanti. Ma solo per... No, ma Stellar Blade c'è solo per PS5. Cioè, ma Stellar Blade c'è solo per PS5, brigata. Non c'è per PC. Ma siamo sicuri? Cioè, a me mi dà solo piattaforma... Piattaforma mi dà PS5, regà. Quindi non lo posso prendere. L'ho messa oggi la lista su Telegram, no, Aldorin? L'ho messa oggi pomeriggio la lista su Telegram. Non l'hai letta? Esclusiva. Allora, niente Stellar Blade, bene. Sandland l'ho visto, ma non è che mi attira tanto. Top Spin e il tennis, regà. Io penso che se il tennis ti rompi i coglioni dopo 10 minuti di gioco è sempre lo stesso. E ti rompi i coglioni. E Aiden Chronicle mi sembra un MMO, quindi... Vabbè, sì, 4 giochi in 5 ore, penso, regà, ho capito. Sì, 4 giochi non se li coprimo proprio, dai. Allora, briga.
Buonanotte a tutti. Ah, bravo Sandland, prendo Sandland. Perfetto. Prendo Sandland allora. Prendo Sandland. Allora, il nome canale è Beastworks 76. Beastworks 76. Richiesta gioco. Avanti. PC. Ok, Sandland l'ho preso già, l'ho preso. Hanno messo DF su Epic, l'ho preso. Oh, l'ho riscattato, l'ho riscattato, sì sì sì. Preso, preso. Vabbè, briga. Grazie di cuore. Buona domenica a tutti, grazie di cuore a tutti, grazie di cuore a tutti, vi voglio un bene dell'anima, a lunedì sera, bella Lori! Grande Lori! Ciao brigata mia, buona domenica a tutti! Senza guardare mai sotto di te. La brigata non con la madre dell'Oni, senza madronina sempre per l'Oni. A lunedì sera, brigata! Bella brigata mia. Buonanotte, grazie, grazie per tutto brigata, veramente. Grazie di cuore per tutto brigata. Grazie, grazie veramente di cuore, grazie. Grazie veramente brigata, grazie.